Carissimi, buonasera, buonasera, benvenuti. Benvenuti, adesso qualche minuto come sempre che finiamo di aggiustare tutto, sistemare tutto, ci sono stati un po' di problemini tecnici ma ce l'abbiamo fatta almeno a partire in orario. Allora intanto ciao Angelo Savarino, ciao Marco Siniscalco, hai visto, pensavi fosse lunedì, <ride> invece era oggi. Ciao Armando Petrini, Mattia Buggin, Girolamo Migliore, ciao Marco 25.50 prontissimi da Twitch. Intanto per voi che siete già collegati, come vedete in basso in questa finestra, c'è un piccolo avviso riguardo al canale Twitch di Musicoff. Se siete su Facebook, soprattutto, l'audio e il video che sentirete sarà di molto più bassa qualità, cioè l'audio arriva a 128 kbps e il video solo a 4 megabit. Su Twitch possiamo andare a 320 in audio e 8 megabit di video, quindi se potete andate di là. Non vi preoccupate non c'è niente da fare, fare l'account ci vuole un secondo, fare follow ci vuole un secondo. Però ve lo potete godere perché loro suoneranno. Stasera faranno un sacco di roba molto bella. E... Ciao Mario tagliacicca, tagliacica Luke. Ciao, buonasera a tutti. Michael Sutera, Wind Lee, Simone Zambetta. Matteo Raimondi, Samuele Tolettini ciao Massimo, grazie le tue lezioni, sto imparato a suonare, grazie, eh, bene. Stasera parleremo tantissimo di didattica, sarà una serata veramente molto molto ricca. Adesso ancora un momentino, intanto faccio partire il countdown, così abbiamo i nostri due minuti canonici di preparazione. Ciao Matteo Raimondi, eh, vedo che Max intanto sta rispondendo dal suo account da di là. Ciao Marco, un saluto, grande un saluto particolare a Mr. Ciro. Scusate, che bevo, che se no stasera divento di troppo. Boh. Misuraga, ciao, buonasera. Francesco Cannata, la domanda è premastica. ovvio che no, non tutti sono in grado di insegnare. Eh, è proprio quello che cercheremo di svelare questa sera insieme. Poi, vediamo un attimo. Andrea. Marcello Iavarone, ciao, buonasera, benvenuto. Non te ne perdi una di diretta, eh? bravissimo, grazie. Andrea Noe. Andrea Verci, madonna, siete un casino, ragazzi. Ciao Matteo Pieri, grazie che siete, la state vedendo da Twitch perché ci tengo moltissimo che si senta e si veda bene quindi sentirla da lì sarà un'altra cosa il, il link twitch.tv slash musicofcommunity da Facebook purtroppo ci si perde molta qualità e visto che abbiamo fatto tanto anche per farli sentire bene stasera eh, vale la pena ecco tutti possono insegnare a Simone Zambetta bene <ride> Mario Tagliaccica sì sì, l'ho beccato al volo, è stato un po' più facile Secondo te su Music e Varini qui su YouTube, bene Ciao grandi, Ro Ton Rockmans, Alex eh, Febo Ragazzi siete tantissimi, veramente tantissimi Ciao Nicola Schintu, ciao grandissimo, grandissimo eh, Dai, ancora una trentina di secondi, tanto per come suonano si sente bene comunque, è vero però fare le dirette che si sentono meglio un altro appeal. Ragazzi, c'è un botto di gente, siete già 400 collegati. Vediamo un po' che cosa succederà eh, stasera. Anche tanto, spazio alle vostre domande. Adesso cambio camera e vi do l'introduzione e un po' la reason why come si dice di questa serata. Ciao a tutti! Era tanto, che non ci vedevamo. Allora, benvenuti. Intanto qui sta andando tutto a posto e sono molto contento perché già ci abbiamo avuto abbastanza cavoli tecnici stasera col maestro Manna che è vittima della società elettrica che gli sta staccando la corrente non a casa sua, a tutto il quartiere, a tutto il paese, quindi che problema c'è? <ride> Lo vedo che ride là dietro. Bene cari, allora, questa sera facciamo questa puntata dedicata al mondo della didattica. Perché? Perché diciamo Ci siamo un po' interrogati in questi anni col fatto che anche con Music Off noi facciamo didattica, è stata un po' la partenza già vent'anni fa. Di che cosa succede in rete, cioè adesso c'è una, ma non solo in rete, anche dovuti per via del lockdown. Un po' tutti i musicisti si sono messi a fare didattica, che però ha una sua particolare dignità, non soltanto per il, il, il tema che al quale concorre, ma anche per il fatto che c'è in mezzo la relazione con la vita delle persone, la formazione non è soltanto musicale, ma anche umana. Dietro ci sono tantissime cose. Allora ci siamo un po' interrogati in questi mesi su come fare a capire se un percorso di natura didattica vale la pena. Cioè, se quel maestro è un bravo insegnante e quali sono i parametri per poterlo scegliere, perché oggi purtroppo, cioè no, purtroppo, ringraziando Dio l'offerta è grandissima, ci sono tantissimi eh, insegnanti anche molto, molto bravi. Però, come può un utente, sia principiante che medio o anche avanzato, avere chiaro quali sono i parametri per poter scegliere un insegnante o un percorso e che cosa ci si può aspettare? Ovviamente, durante la serata lo svisceremo per bene anche insieme a voi. Ma ho chiesto a, eh, a Massimo, a Donato e a, e a Ciro, che sono non solo tre musicisti straordinari. Sono tre anche molto esperti di didattica perché lo fanno nella loro vita come professione a tutti gli effetti e poi sono anche persone che, con i quali noi ci conosciamo anche da vent'anni con qualcuno di loro, di un'integrità e anche di una coerenza che secondo me sono fondamentali in questo momento eh, di discernimento storico. Quindi adesso ho chiacchierato più che abbastanza, ci siamo più di 500 persone collegate, quindi benvenuti a tutti. Io direi che adesso vi smuto i nostri, i nostri ospiti e vi ve li presento, <ride> come se non li conosceste Aspetta che smuto lui. Mister Massimili, Ciroana, Donato Begotti. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. <ride> ciao Beh, ragazzi. Scusate, <ride> mentre chiacchieravo sono arrivati tipo 200 commenti, quindi adesso vedete un attimo. Sì, aspetta che mi stanno richiedendo soltanto una, un link, aspetta che ve lo passo, perché ovviamente stava all'inizio, però il, il link per il canale di Twitch, soprattutto se siete su Facebook, lo trovate qui. Entrate, lo vedete, fine. Molto, molto, molto semplice. Fico. Bene, cari, come state? Siete pronti? Bueno! <ride> Chi parte? <ride> allora, allora detto che facciamo il giro così orario hai detto Thomas io sto bene sì, grazie dipende, al cielo tutto a dipende posto dipende da che orario facciamo <ride> esatto. bene, bene. Ciro tu che dici come va con questa corrente elettrica resterà stabile per un po'? ma lo spero guarda <ride> perché è entrato due o tre volte a gamba tesa proprio in area proprio rigore secco <ride> bene. no dai speriamo eh. che non succeda niente di grave lungo il percorso dai Bene. Senti, io vi chiedo soprattutto se voi vi siete preparati un caffettino da bere? Perché, secondo me, Necchi. stasera andremo parecchio lunghi. Io, io ho, ho l'impressione che andremo parecchio lunghi. <ride> ah, ci... Oh, ma sapete che queste borracce sono fighissime, le devo comprare mm. pure io. Che io ho, ho le tazze qui sembra un vecchio rincoglionito, veramente. <ride> La borraccia vale, ma soprattutto tiene freddo, tiene fresco. Eh sì, ma ci lo non chiedo nemmeno. Come dicevo, Siamo passati no, eh. da. Siamo passati da eliminare tutta la plastica, diciamo fino a gennaio abbiamo eliminato tutta la plastica monouso e poi adesso stiamo facendo solo uso di roba monouso. È un disastro. praticamente. Ragazzi, cioè che cosa c'ha lì? Wii oui, wii! Oui. Mamma mia! Un po' di Coca-Cola. No, Tarallucci, però scusa, Tarallucci oh, e Coca-Cola non me l'aspettavo. Cioè, video... Eh, lo so, Tarallucci e vino. Eh, gatti, è la Coca-Cola. Sì, infatti qui ci vorrebbe il vino Ciro, cioè, eh, te, so. dai. ma da noi tarallucce e vino significa un'altra cosa, <ride> e poi sarà sì? tarallucce e vino, ah, eh no, nel così. Che... bene. No, allora, cari, intanto grazie di essere qui stasera. È un periodo incasinato per tutti, però veramente siete stati mm. dei campioni. Poi non immaginate che casino è organizzare questa roba. Non... Prima di tutto ci sono gli appuntamenti, cioè immaginate che in quattro. Cioè, ognuno ha un'agenda, incastrare il giorno è un macello. Poi fai le prove audio e video con uno, fai le prove video e audio con l'altro, e prendi questo, no, non funziona, e prendi la luce, e allora cambia la, 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 la correlazione sul loopback perché l'audio non mi sento, quell'altro pezzo, eh? Quindi sono stati fantastici, proprio un applauso prima di partire, proprio per ringraziarvi che siete stati super. Faccio io l'applauso a loro. <ride> Bene, cari, siamo 670 persone collegate, io direi che possiamo iniziare, iniziare. Invece yeah. di andare a bere, gente vede, vede in diretta. <ride> <ride> Bene, allora io direi di iniziare con la domanda che rappresentava un po' questa diretta, no? Che è stata un po' provocatoria. Poi cerchiamo anche di entrare un po' nel dettaglio. Ma proprio tutti possono insegnare? Al netto che poi la svisceriamo, però così, primo acchitto. Vai Massimo, facciamo il giro orario per un po' e magari cambiamo allora eh, tutti possono insegnare un pochino come tutti possono cucinare nel film Ratatouille no? dove c'è quel famoso chef che dice che tutti possono cucinare in Gusto. realtà credo che, Gusto, credo che in realtà si potrebbe anche dire che tutti possono insegnare se studiano come insegnare cioè devi avere prima di tutto deve essere la tua mission non, non, non ho mai apprezzato particolarmente il fatto che la docenza, il fatto di insegnare a qualcuno fosse per noi musicisti il riempire le ore vuote lasciate da mancanza di lavoro per avere un introito economico, eh, che può succedere. Come dice, Guarda, non c'ho da lavorare mi sono messo a fare delle lezioni. Quello per me è, sarebbe meglio di non, inse sarebbe meglio non insegnare. Per me ho deciso che ho qualcosa che credo di saper spiegare in un certo modo. Questa è la mia mission. Questo diventa il mio anche business perché deve, deve avere anche un ritorno economico. Perché se tu lo facessi certo. gratuitamente non sapresti se qualcuno apprezza il tuo lavoro appieno. E quindi deve essere una missione precisa con un'assunzione di responsabilità che, che passa dal eh, chiamo il mio, viene il mio studente. Da come lo seguo, da come lo capisco, da come lo bastono e come le do cioè, carote bastone, da come lo so tenere in tiro, stimolare, eh, dargli delle possibilità, essere felice, essere a fuoco, al, gli faccio vedere che questo è un lavoro serio, gli faccio la fattura, gli faccio capire che la, esiste un essere musicista a tutto tondo che non deriva eh, solo da essere cazzaro che quando non ha lavoro fa lezione. Quindi, secondo me. Tutti potrebbero insegnare se lo decidessero come stile di vita. Bene, grazie. Un ottimo incipit intanto. Bella risposta concisa, chiara. Tanto Anto, voglia qui approfondire. Oh, Vai, per me è faticosissimo essere corto. No, eh? oh, vabbè. <ride> 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 che dici tu, Ciro? Ma diciamo che sposo diciamo, esattamente quello che ha detto Massimo, è comunque tutto perfettamente condividibile. Eh, niente, cioè io mi trovo più o meno nella stessa condizione. Diciamo, ho cominciato un po' per uh, sai, un po la, diciamo, è arrivata la richiesta e quindi da lì ho cominciato a fare lezione. Però ecco, per un fatto deontologico, per esempio a me mi hanno chiesto anche lezioni di basso. Se fosse stato, come il discorso diceva Massimo, che fai lezione per riempire delle ore, io avrei detto di sì, lezioni di basso. Io mi sono ritrovato a fare lezioni di chitarra, ragazzi. E dicevo: Scusa, ok, tu sei venuto a lezione di chitarra, ma tu che percorso hai fatto? Fammi capire un po' da dove vieni, così magari capiamo dove andare e da dove riprendere. no? E no, io studiavo con questa persona che io conoscevo come pianista e lui mi diceva uh -huh. ah no no vabbè lo so che quello poi non è un chitarrista in realtà è un bassista e io dicevo no no veramente quello sarebbe pianista allora <ride> do, come fai a insegnare tre strumenti e diventa... <ride> io, do, io pure suonicchio il basso mi permetto di dire suonicchio la batteria un po' così ma non mi permetterei minimamente di insegnare il basso di insegnare altre cose perché non sarebbe corretto nei confronti cioè come codice proprio deontologico e per il rispetto della musica e di chi invece suona il basso e lo insegna in un certo modo ovviamente e poi secondo me non sarebbe carino di, come mia immagine diciamo, sai le persone girano, certo. dai che studi basso a giromano, ma come non suona la chitarra, cioè, <ride> è proprio carinissimo. Anche quando no, incontri però. i tuoi amici bassisti non è tanto bello che ti dicano eh no è certo <ride> che cacchio fai <ride> No, e quindi bene. di base questa cosa qua, quindi niente ho aggiunto solo questo cosiddetto massimo e per il resto <coughs> bene. Tu, Donato, invece, che ne dici così a prima, a prima botta? Dico che sono già usciti spunti per due dirette. Lui ha toccato eh, esatto, anche la fatturazione, sì. che lì, lì possiamo aprire un mondo. Bravo, Massimo. E... Allora, secondo me, una persona... Tutti possono insegnare, sì, però la persona che insegna deve aver fatto una scelta, e mi, ri mi ricollego a Massimo. È la scelta che ho fatto io nella vita, io ho messo da parte il live per insegnare. Dopodiché, deve essere assolutamente non è detto che uno deve fare come ho detto, ho fatto io assolutamente no. Dopodiché, deve essere assolutamente preparato nelle cose che fa. Perché se tu parli di tour, eh, tu ci devi essere stato in tour. Se tu parli di fare i suoni, tu devi aver discusso con il fonico che ti dice che magari la chitarra, eh, che non so, frigge sopra e tu devi tagliare quelle frequenze e, e devi aver vissuto queste robe qua per poter fare un tutorial e dire, ok, il suono si fa così. Tu devi aver potuto insegnare a delle persone che hanno avuto delle difficoltà perché è facile. Insegnare alle persone che non hanno delle difficoltà. Tu devi aver avuto, aver avuto a che fare con persone eventualmente dislessiche, eventualmente eh, con difficoltà dell'apprendimento, cose delle quali vorrei parlare dopo. Oppure non vedenti. Ma eh, infatti, sì. Mamma mia, Vabbè, ho, ho semplicemente uno che gira la chitarra a sinistra, che non è nessun tipo di handicap assolutamente, però cioè io le, le prime volte non capivo, ho dovuto, ho dovuto imparare. Poi ci sono altre cose, come per esempio tu devi insegnare a delle persone facendogli prima un check fisico. Esistono delle, delle patologie, l'arachno la dati lì quella che aveva eh, Paganini, cioè che, che tu fai un disastro se gli dai gli stessi esercizi a un'altra persona, le persone con le mani piccole. Mm. Quindi in poche parole... Chiudo la persona che insegna deve essere dannatamente competente e deve averle fatte lui prima le cose, perché altrimenti diventa un casino. Bene, siamo partiti proprio col botto. <ride> Intanto c'è un casino. Sposo di ciò che ha detto di... Donato, eh, sposo sì. ciò che ha detto Donato. Prima di eh, sì. effettivamente prima di dire i suoni si fanno così: questo è un suono bello, quello è un suono brutto. Bisognerebbe avere vissuto l'esperienza del suono, cioè il suono. Io me ne sono accorto, poi scusate se chiudo se perché mi sovrappongo agli altri. Ma vai, vai, figurati, Ma non, non abbiamo lo, Io l'ho scoperto Come... quando sono passato a Kemper e, e da quando ho fatto tutta una mia libreria di suoni, da quando ho deciso di venderla, che è stato per me anche un bel rientro economico, è stato positivo perché mi sono fatto un mazzo così. Ma il problema del suono è che suonare il profilo. Fatto da qualcun altro, non te ne fa vivere l'esperienza. E l'esperienza di quel suono è un qualcosa che viene dalla pancia, dalle emozioni, dalle vibrazioni. La mancanza dell'esperienza purtroppo, non che dico che devi fare esperienza, devi vivere il pomello che gira, la chitarra che innesca, il palco che risuona, il difetto perché quel difetto è quello che ti arricchirà. Lo dico ad esempio per i bambini, se tu dici a un bambino non giocare con l'accendino perché ti scotti, lui continuerà a giocarci, se smetterà lo fa perché tu gli dici di non farlo, ma lui non saprà mai che l'accendino scotta finché non si scotta, non eh, si ha l'esperienza del calore, il suono vive di... Questa esperienza di quando a casa il volume basso il suono ti sembra eh, giusto e poi arrivi in sala prove e scoppiano i bassi. Ti sembrava a casa di avere abbastanza overdrive e sul palco la nota si cicca, si ferma. Questa è l'esperienza del suono e chi la insegna ha bisogno di aver vissuto quell'esperienza, non di avere quel suono, ma di avere vissuto l'esperienza che porta dal punto zero a quel suono. Scusatemi, taccio. No, no, sono, sono assolutamente d'accordo. Mi è piaciuto moltissimo quello che avete detto come, come kick off, perché mi sembra che siamo già allineati. Cioè, nel senso, a me quello che mi, mi spaventa molto non che qualcuno non abbia il diritto di insegnare, perché ognuno alla fine, come si dice a Roma, fa il cazzo che gli pare, no? Col tempo suo, è che secondo me ci vuole anche una un'integrità che ti permetta di dire: Io questa cosa la so fare Sì, no decido se farla nella misura in cui questa cosa corrisponde con la mia integrità questa cosa penso sia importante cioè quello che ha detto Donato prima cioè che tu parli di l'allestimento di un tour e poi lo fai dentro al pub sotto casa tua fai un po' ride capisci cioè non, non lo insegnare magari sei un bravissimo insegnante che insegna delle cose ai principianti va benissimo oppure quelli che ti fanno il, adesso mi è, venuto, mi è venuto questo appunto ecco perché ho visto sfilare tra i commenti Marco Fanton che è un caro amico da tanti anni cioè, Marco insegna come utilizzare il digitale con tutta una serie di piattaforme ma Marco so 30 anni che suona con gli ampli veri cioè lui ce l'ha come diceva Massimo prima no? cioè non è che gli manca quell'esperienza quell quell'expertise acustica è ovvio che se tu prendi una pedalboard o qualunque e suoni con suono prefabbricato inevitabilmente questa esperienza ti viene a mancare Posso dire una cosa? Come no, certo. Allora, nell'esperienza che ho io con tutto ciò che è Fractal, Helix, eh, qualsiasi marca questa sia, la mia esperienza è grazie al cielo che esistono. Ok? Però vedo sì, sì. nei ragazzi che vengono a scuola che si dividono in due categorie: quelli che non escono perché non hanno esperienza di suoni fatti con l'amplificatore e quelli che vengono dall'amplificatore e utilizzano questi elementi Fractal X in una maniera il camp in una maniera incredibile perché perché se è vero che loro sono emulatori e, e emulano bene nella stessa maniera, quando li gestirai come un amplificatore, riuscirai a fare i suoni. Io ho notato questo. Chi viene dallo smanottamento, come per esempio Mark, come Fanton, allora fa dei suoni egregi, incredibili. Chi viene direttamente da lì fa dei disastri. Oppure sì, sì, deve sì. prendere dei preset. Ma a questo punto mi allaccio a quello che eh, diceva Massimo. Ti ricordi, Massimo, quando c'era il rack utopia della Rocktron? Cacchio, <ride> quanti chilometri abbiamo fatto donati a caricarle sul furgone, sul fiorino, io e te, nel Pazzetto. 91. E quanto, e, e quanto ci offrivano, ti ricordi che ci offrivano i soldi per programmare il rack? E io dicevo, adesso dicevo ragazzi ma se io ti faccio il suono, e, e come fai? Il suono è fatto su di me, sulla mia mano destra, su altre cose. Il concetto in questo momento è cambiato, è vero che si può prendere una profilazione, da lì ti muovi. Però prendere il suono di un altro uguale e, e pensare che vada a pennello su di te è un po' più difficile, io credo. Infatti, guarda, scusa, Marco ha appena risposto, Ho detto, il digitale evidenzia ancora di più le carenze che molti hanno sull'analogico. Esattamente così. Beh, guarda che un... ti accorgi dei, di chi è nato nel, nell'era digitale, quando mi è capitato di fare seminari invece in studio per l'utilizzo di produzione, e praticamente tu, a un certo punto, tiri fuori un hardware, e mi è capitato, giuro, che gli dici, questo fa così, 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 e ti dicono, ah, come quello e ti citano un plugin e dici no non hai capito, cioè questo <ride> è l'hardware sì, sì, sì. da cui è nato tutto, il plugin è un modeling di ciò, quindi in realtà i principi che uno ha imparato e che può imparare per strada nel negozio eh, provando e smanettando in realtà quando li ha capiti trasferirli sul digitale, semplicemente ti sei alleggerito, se non hai avuto quel peso sul digitale eh, non, hai, non sai cosa c'è prima e cosa c'è dopo esatto Esatto. Bene, scusate, ogni tanto faremo dentro fuori con, con Ciro che ha un po' di problemi di linea stasera, però la porteremo a casa pure. Ora, va bene. Allora io direi... Sì. Che... sì, sì, adesso va bene. Eh, vi abbiamo promesso ovviamente questa, questa ficata di nove puntatine di didattica che vi siete preparati e non vedo l'ora anche perché siamo più di 800 persone ragazzi. Perché Grazie. Considerate, scusa per chi sta su una piattaforma e vede un altro numero, non capisce. <ride> Noi quando facciamo queste dirette, dove ci sono degli artisti che hanno diciamo, un significato come contenuto, gli facciamo lo streaming anche sulle loro piattaforme, perché un contenuto di qualità secondo me vale la pena che lo veda più gente possibile. Quindi siamo più di 800 persone adesso, quindi bravi, veramente coraggiosissimi. Allora, prima di passare alle pillole, che poi il primo sarà Max, uh, estratto a sorte... <ride> La seconda domanda che vi volevo fare, visto la premessa che abbiamo fatto, <ride> è come si fa a scegliere un insegnante di qualità? Cioè, che caratteristiche deve avere? Facciamo il rovescio adesso, vai Ciro, Dai. vai tu prima. magari no. Sì. <ride> allora. Ciro che in questo momento non è dolce, è bloccato. <ride> sì, sì, è un po' bloccato, sì. Ciro, utilizzato. prova a settarti un attimo la... la no, sei un po', un po' rallentato, prova ad l'impostazione, Sai cosa potrebbe fare? Se, quando, se dopo, quando è ora di rispondere alla domanda, magari fa lo stop cam, forse abbastanza, almeno perché sentiamo ciò che ci devi dire, giusto perché io ci terrei a sentire la sua opinione. Sì, 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 no, dicevo, aspe, aspettiamo sì. un attimo il turno in modo che magari cambia impostazioni eh, esatto. e gli si resetta. Fammi sentire come lo creiamo. Riloggo. di un attimo, intanto faccio inizio a Donato, vai. Guarda, io, siccome questa è la domanda chiave, io mi sono permesso di scrivermi le cose più importanti, per cui leggo i punti che ce li ho qua di fronte a me e li, e li commento ovviamente. Come scegliere l'insegnante? Va bene, allora, la prima cosa secondo me, l'insegnante deve essere in grado di suonare tutto ciò che dice. Gli puoi perdonare, che ne so, che non suona due o tre brani su 40, o un programma didattico, ma se ti dà una dispensa, lui quella dispensa ne deve essere il padrone vivente. Se no, c'è qualcosa che non torna. So, attenzione, è un mio punto di vista, non è ciò che è, è ciò che penso però mi sento di essere sincero perché mi, mi chiami a questo, questo incontro, per cui io devo dire le cose per come le vedo. Poi l'insegnante deve saper fare degli esempi creati su di te, cioè specifici per la tua persona. Ci sono persone che alle volte sono emotive e tu devi sapere... Fermare la cosa, sdrammatizzare e partire con un altro esercizio. Ci sono persone che invece sono dannatamente volenterose. Allora tu devi aumentare quel fuoco per portare a un risultato più alto in breve tempo. L'insegnante è come un personal trainer, lo, lo deve beccare quella roba lì. Poi deve avere il rispetto della persona. I ruoli esistono, ma il rispetto deve essere nei confronti di tutti quanti. Un insegnante non può trattare male o umiliare una persona che gli fa l'onore di andare a lezione da lui. Poi dopodiché deve sempre, sempre dimostrarti che vali, cioè in qualche maniera deve incoraggiarti, deve, deve trovare nei momenti in cui sei in difficoltà eh, non vedere quella cosa come un errore, ma, ma aiutarti a sorpassarlo in modo che guardando indietro dici ce l'ho fatta, ok, ho un propulsore per il futuro. Non ti deve umiliare, l'abbiamo detto, deve essere disposto ad ascoltarti, deve conoscere Cos'è una tendinite? Perché deve riuscire a mandarti subito da un dottore, purtroppo queste cose esistono. Deve saper rompere la routine quando vede che a un certo punto tu ti sei fermato. Scusatemi se sono troppo lungo, mi fermo. Eh? Vai sereno. Ho ancora un minuto. Guarda, un minuto. Vai tranquillo. <ride> cioè, ah. quando, quando stai andando con una routine, a un certo punto, guardate, se, se a te piace... Cos'è che ti piace a te, Thomas? Caccio e pepe? E okay, ok, allora mangia calcio e pepe per un anno. A un certo punto, secondo me, a te il calcio e pepe non ti piace più. Ok, allora, certo. allora tua moglie lo capisce e ad un certo punto interrompe il calcio e pepe. Eh, ok, non esiste programma didattico perfetto, esiste l'insegnante che ti guarda negli occhi, è un pochettino ogni tanto anche psicologo, senza dover esserlo più di tanto, ma ha esperienza proprio per questo e quindi ti cambia il menu per poi farti ritornare sulla strada dell'obiettivo che si è prefissato insieme a te. Ho finito, deve essere umile, perché l'insegnante deve avere umiltà. Umiltà non vuol dire essere, non voglio usare un termine volgare, comunque, umile non significa stupido, remissivo, robe del genere. Umile significa, sì, mi fa umile, ok. Eh, lo devi vedere come un capo branco, o riconoscere come un capo branco, oppure alle volte come un secondo genitore. Eh, senza entrare nei ruoli dei genitori, ma de devi sentire questa cosa nei suoi confronti. Un buon insegnante in una classe tutela i più deboli e, e soprattutto è severo. Io credo negli insegnanti severi, non cattivi, severi, perché il, quello che accade in un voto non è il voto, ma è che forzerà il rapporto tra l'insegnante e la persona, è il motivo per il quale ti ha dato quel voto. Quello creerà legami che andranno avanti per tutta la vita. Per me questo è un insegnante è vero vai Ciro proviamo mi sentite bene vado Ci sì. sentiamo bene con un po di latenza ma tutto okay, bene okay. quindi cominciamo a rispondere vai ok allora intanto diciamo la scelta dell'insegnante come tutte le cose no? come tu scegli io non so, il meccanico o altre persone no? che debbano curare de tu ovviamente molte delle volte scegli tramite passaparola, quindi io penso che molte volte a le persone si confrontino no? e dicono ok vorrei andare a lezione, sento un po' di voce in giro e magari a, vo a volte diciamo le decisioni o le scelte di tutti attorno comunque i consigli di tutti convergano verso un'unica un persona. Probabilmente perché quella persona è giusta per tutta una serie di requisiti che sicuramente e mi collego soprattutto a quel discorso dell'umiltà che è fondamentale perché io mi ricordo durante diciamo delle trasmissioni televisive che ho fatto alcune la connessione di Ciro va un po' a singhiozzi stasera Ciro se mi senti mi ancora senti guarda, guarda ti ho, ho scritto qui un attimo sulla private chat dopo proviamo sì. a fare questo riavvio vediamo se funziona, Ma adesso vai avanti ti okay. risentiamo mi sentite? Sì, sì, sì. Ok, dicevo, eh, ero durante una trasmissione che sta che ero con Davide Aru e Marco Rinalduzzi, praticamente mm -hmm. duravamo, parlavamo tra di noi, che saluto. In... E, e praticamente parlavamo di didattica, no? Io suonavo delle cose, Davide a un certo punto disse Ciro, ma dove cacchio lo trovi il tempo? Che il fatto di fare lezioni soprattutto a quelli bravi è uno stimolo importante a, io mi impegno sempre dico ok, che cosa posso a chi mi a lezione da un po' e, e pretende o comunque si aspetta da me diciamo determinate cose, questo mi stimola mi ha stimolato sempre tantissimo ovviamente devi essere predisposto, come diceva Donato al discorso dell'umiltà, perché se non sei umile e pensi di essere Superman questo problema non te lo poni per niente è motivo per cui poi magari non cresci e si ferma lì tutto il Invece, come dicevo, il fatto pure che sto studiando da ottobre con sto pianista jazz, ma comunque studiato non mi sono mai fermato, per me è uno stimolo anche andare alla scuola di te, uno stimolo vedere le lezioni di Massimo, nel senso deve essere tutto eh, un ciclo continuo di impegni che poi ovviamente nella didattica, se sei predisposto, e tutti i discorsi che diceva Donato, la psicologia eccetera eccetera, tieni a cuore che il ragazzo impari a suonare, che diventi musicista migliore, per puoi dare chiave, poi certo devi avere una dati, no, diciamo. <ride> Però Dai Ciro, proviamo un attimo, questo, questa, proviamo un attimo questa questa questo riavvio che vai proprio a singhiozzi. Sì fai una cosa, Vado. spegnilo proprio, aspetta Vado. un minuto e poi riaccendi, aspetta con calma e poi riloggati, perché così cerchiamo di risolverlo un pochettino, che se no a scatti okay. così fai proprio fatica tu bene, vai Max bene. guardi, io mi, mi collego visto che lo facciamo anche con Music Off al mio libro, perché c'è una parte che secondo me è molto importante che ha detto Donato che è l'umiltà, e c'è un capitolo del mio libro che si intitola l'umiltà è una forma di intelligenza cioè, e non te lo leggo per non stare qui a, anche perché già lo leggiamo per Music Off, ma io credo che sì, quando si sceglie un maestro, allora purtroppo ovviamente quando si sceglie un maestro non lo si conosce. La prima cosa che si deve capire nel breve tempo, e questo deve essere il genitore, se ha un, se ha un figlio piccolo che va da un insegnante, non è il mio caso, per, perché io non ho eh, ragazzini, for, cioè, ho scelto di fare lezioni a pochi che, come diceva Ciro, mm -hmm. mi stimolano, ma anche perché per il profilo professionale che ho io, credo sia meglio ottimizzare una cer un certo range dei di chi viene a lezione da me, ad esempio, finalizzando per la professione rispetto a quelli che devono lavorare sotto, che spesso sono i, i ragazzi che vanno da dei miei studenti. Bene, la prima cosa che si deve capire, secondo me, ci deve, deve, bisogna avere stima, cioè devi riconoscere che il maestro è il maschio alfa del branco, diceva Donato, e quello non perché... E del branco, però specifichiamolo, perché il masco branco l'alfa a volte è anche violento, ha degli altri comportamenti, ma è colui che ha che sa essere mh, eh, autorevole, non autoritario, autorevole, quindi che ha un peso, che quindi gli credi, che sai che ti dice una cosa perché la dice per il tuo bene, che non ha frustrazioni. Che fa il maestro perché quello che si diceva prima: tu ti posso insegnare. Non lo so, l'importante è che tu fai l'insegnamento come scelta, non come piego, perché se L'insegnare è il tuo ripiego. Succede che tu potrai essere frustrato dal fatto che il tuo allievo possa diventare più bravo di te. Il vero insegnante vive del successo del suo allievo perché eleva l'insegnante, perché dice: Guarda come è bravo lui, è un mio studente. Io sono riuscito, grazie al cielo, a mandare dei, degli studenti a suonare con grandi artisti, anche Donato ha avuto degli studenti che sono andati a fare tour, cose importanti. Quello è il momento più alto dell'insegnante perché prima di tutto deve. L'insegnante ha il dovere di non, di non creare propri croni, ma di dare in mano agli studenti tutti gli strumenti, per, agli studenti gli strumenti per essere se stessi. Quindi io faccio un percorso didattico che è serio, io nel senso, io l'insegnante, un percorso didattico che deve essere serio diretto ma flessibile come dice Donato perché deve essere fatto su misura quando capisco che stai cadendo io non ti devo dare una bastonata ti devo tirare su ti devo dare qualcosa che ti faccia ricredere di nuovo in te stesso quindi devi essere psicologo devi avere stima di lui sai che ti vuole bene perché ogni musicista io mi permetto sempre di dirlo ogni musicista che c'è sul pianeta migliora il mondo perché quando uno è lì con la chitarra e suona non ha neanche in testa di andare fuori a spaccare la faccia a uno suona ed è felice quando Vive di nuovo l'esperienza di una cosa che non gli veniva e dopo mesi e mesi gli viene, questa gioia gli riempie la vita. Quindi tu, insegnante, devi trasportarlo in questo momento di gioia che è il percorso tra quello che sei adesso e quello che sarai, questo in mezzo che, che fai è l'esperienza e questa esperienza è. Tracciata spesso nel modo migliore dall'insegnante, che non è spesso non è per forza una linea retta, ma è la linea migliore per andare in quel posto. Potrebbe essere con delle curve, ma ti porta in quel luogo in modo serio. Tutti gli studenti che ho avuto che dicevano che cercavano delle scorciatoie, non posso fare nomi, ma uno a un certo punto l'ho mandato anche da Donato perché ho mandato un paio di studenti da Donato, perché dicevano ma io vorrei fare questo, ma perché sono andato e dicevo un nome, quello là mi faceva studiare troppo quello, veniva da me e dopo un po' stava a casa, ho detto senti vai da Donato, Dedda, Dedda, Dedda. e dopodiché ogni volta è qualcuno che ti dice quel maestro mi faceva perdere tempo, ti posso garantire che se tu lo incontrassi adesso, lo incontrassi dieci anni fa, lui è un mese avanti a dieci anni fa, perché non esistono scorciatoie, esistono le strade migliori e spesso mm. non sono le più brevi nella didattica e quindi da, li, quello da cercare è quello serietà eh, riconoscere l'esperienza riconoscere l'attitudine ri, cercare di riconoscere la passione e il fatto che non rimandi le lezioni perché ha qualcosa di più importante da fare bravissimo quindi non è io sto facendo guarda io sono il chitarrista di cobiaggio perché io per anni sono andato con biaggio chitarrista di biaggio eh, abbiamo abbiamo lezione domani non vengo perché devo andare con biaggio cioè se prendi un impegno e sei maestro sei maestro Altrimenti non lo fai bene. Abbiamo fatto una bella da Che è faccia. tornato Ciro. Sì, sì, Super Ciro. Sì, sì. Ciro <ride> hai tutta Io... la Ma mia non comprensione o oh no? Mario, sì, bella, eh, lo so. Sì, sì, purtroppo succede. Ciro, vedi se ti riesce a settare sul cam mic il video un po' più bassa qualità ancora. Scusami, oppure risolvere. stop cam, stop, stop cam, sì. che ti sentiamo perlomeno. Sì, sì, allora eh, grazie. È stata già una Secondo me, potremmo già andare a letto. Insomma, eh, mi sono piaciuti gli interventi di tutti e tre. Secondo me, una cosa molto significativa è che chi, come hai detto, dicevi prima, dicevi prima tu, Donato, quello che un insegnante ti vuole insegnare lui lo deve padroneggiare alla grande. E purtroppo, mi capita tantissime volte di vedere insegnanti che di fatto non sanno suonare, ragazzi cioè questa è terrificante cioè, io ti insegno il solo di non lo so batte la pesca e io non lo so suonare quei banding stonati con eh, fuori tempo cioè queste cose sono terribili quindi ecco secondo me già quello è un punto di partenza importante no? sul fatto di avere, avere, crearsi uno spirito critico per capire eh, c'è sempre quella triade di le 3T no? tone, tune, e time la, la beat racconta... della musica eh, eh sì. cioè se uno no, no, non è intonato in un bending ma come cavolo fa a insegnarti ad essere sì, intonato credo sui credo che ci siano anche delle eccezioni cioè credo perché io lo vedo, lo vivo personalmente per esempio degli, dei miei studenti che hanno fatto eh, hanno già preso la laurea lasciamo stare quelli che hanno preso la laurea in musica pop che ci sarebbe da aprire una parentesi molto grande ma ehm, che sono venuti da me sono già laureati in jazz e su alcune cose io sento di poterli aiutare, anche se io il jazz, sostanzialmente sulla chitarra, la pronuncia io non ce l'ho, non so suonare quei brani. Succede che c'è una parte della didattica dove sostanzialmente credo che l'insegnante, facendo riferimento a un iceberg, che è un esempio che mi piace molto, non sappia suonare esattamente quello che emerge dall'acqua, ma sappia qual è il materiale che serve. All'iceberg sotto per far emergere quella parte. Quindi, se mm. io ho un allievo che ha quel tipo di attitudine, io posso sul suo, sulla sua pronuncia e sul fatto che lui ascolta quella musica dargli tutte le informazioni prevalentemente teoriche affinché lui capisca qual è. Da quali elementi logici, teorico, armonici sono formate le cose che lui spesso suonare. Questo succede a volte quando arriva qualcuno che già suona molto bene, ma non sa mm. cosa sta facendo. E ci sono, eh! Sì, sì, eh sì, anche sì. donata valude, la, la gente che arriva e dice: Ma scusa, ma tu perché suoni questa roba qua? Ma non lo so, mi viene da fare così. Scusa, ma se ti faccio questa corda e ti giri, E loro suonano da Dio. Ma che cosa hai fatto? Ma non lo so, mi sembra che quella lì sia giusta, e allora lì la devi spiegare. Quindi, sì, sì. in realtà ci sono delle. Pochissime cose dove, soprattutto sulla teoria ovviamente, se non ne hai la pratica, dove puoi insegnare la parte di ciccia che sta sotto alla parte più emersa di questo iceberg. Io cioè, mi sembra così. Poi magari Donati invece la pensa diversamente rispetto all'idea. Cioè no, no, vabbè, quello che hai detto lo sottoscrivo pienamente. No, io più che altro la buttavo su un altro punto. La buttavo sul fatto che un insegnante deve avere un programma talmente, tanto, tanto ampio per il quale oltre Potrebbe anche non suonare perfettamente i brani che suona, potrebbe sbagliare i bandi, mamma mia, io ne sbaglio un fracco, alzi, alzi la mano chi non sbaglia bene. Però sì, sì. la sostanza è che tu non puoi presentare a un ragazzo un programma di 40 brani, di 30 scale di teoria e, e, e altre cose e tu dici studiatelo tu non puoi, cioè se, parliamo con i brani perché è concreto ok, 30 sì, brani, sì, sì. e tu dici ok, io ti ho fatto vedere questi 10 adesso per la prossima volta mi fai questo come mi fai questo? Fammi vedere come suona e, è questo che non concepisco poi deve avere un programma talmente tanto ampio, Massimo, che cioè, a seconda della persona che ti trovi di fronte, non può mica essere standard cioè, tu è vero, in una classe devi seguire un andamento, ma si riesce anche in una classe a fare dei corsi singoli se sei abile nella lezione collettiva. Però cioè, de devi avere talmente tanto di quel materiale pronto, con PDF, basi, trascrizioni. Tiratelo giù. Vabbè, io te lo, me lo tiro giù nel momento in cui dobbiamo fare la creatività, nel momento in cui dobbiamo fare l'orecchio relativo, nel momento in cui devo imparare a scrivere. Ma cosa mi fa fare? Tirar giù tutti i brani di tutto quanto. Non è che è comodo per te perché non te lo sei tirato giù e vuoi che lo tiro giù. Io. Ci deve essere eh. tutto no, nel senso che eh, allora, io faccio le lezioni sul tirare giù, eh. sono ah, sì, sì. cioè se, senza tirare giù la musica non va avanti, tu devi proprio ascoltare dai dischi, scrivere e così impari delle cose che neanche da un insegnante impari perché è più connesso a te. Quindi ci sono quelle lezioni lì. Però non possiamo basare un programma didattico su quello. Allora, perché esisto? Per dirti da qui passa al prossimo brano? No, troppo no. comodo. Quindi, ci deve essere un'organizzazione alla base. Vero. Bene, intanto è ritornato Ciro, però non c'è il video. Ciro, tu ci senti? Io vi sento, voi mi sentite? Ti sentiamo bene, non c'è il video, però ah, intanto ti sentiamo. Eh. Sì, dai, almeno sentiamo sì. quello che devi dire. Sì. Metti una foto. Metti una foto sì, bella sento. tua, il <ride> La foto no, di tarallucci e la Coca-Cola. Che a me la, la risata di Ciro mi fa impazzire. Mamma. <ride> Sentilo. <ride> <ride> ma porca male questa, questa adesso è una risata diciamo sì, eh, sì. Ne, quella nervosa che vorrei schiantare tutto per aria Ciro, Thomas ciro conosce sì. il mio stress durante tutto il periodo sì. del lockdown che lui gli mandava i whatsapp io ho passato metà del lockdown sul tetto mettendo antenne perché io non vedevo mai lo 0,7 mega in upload non l'ho mai visto 0,6 0,7 sì. e quindi ero su con antenne vedi il mio cellulare adesso qua tipo è collegato con Il cavo perché è collegato a un amplificatore per riuscire ad avere tipo, sai, un mega, un mega e mezzo e quindi hai tutta la mia sì. comprensione. So la sofferenza de della rete che Guarda fa. Così. Ciro. No, ma la cosa, tra l'altro, è che è andata, è andata sempre bene. bene. E oggi <ride> sto fatto della corrente che secondo me me l'ha mandato in tilt proprio. Cazzo, ma è una figata sentirlo parlare e vedere nero sembra cazzo. <ride> <ride> A me mi ricorda gli, squ no, eh. gli squalor, come si chiama? Indietro tutta quando c'era il dottore nella caverna, Pisapia, come, come si chiamava? quello? Dottore me lo vuol fare sto piacere <ride> che parlava pure. No me, ma senti, detto, lo limiti perfetto. <ride> sì, io vado pazzo per gli squalor. <ride> eh no, no. l'imitazione degli anni 90 di Donato era Louis Armstrong. I see the skies! Eh. Non sai ricordartelo, Non me la ricordavo io, meraviglia. No, abbiamo, Donato, abbiamo fatto centinaia di chilometri e te su un fiorino. E quando arrivavamo, scaricavamo il tuo utopia. Che io, io facevo sì. mesabughe e avevo una testata. È te è avevi l'utopia. è vero. Abbiamo è vero. Dormito, dormivamo sempre in camera doppia io e sto uomo. E quindi studiavamo. Io, che ero più sul legato, lui che era più sulla pennata alternata. Su, lui mi spiegava le robe della Gilbert. Cioè, stati stati anni Uno, veramente belli. due, due. <ride> lo faccio ancora. non dire e Lo so, cosa <ride> e lo so. No, ma ci siamo divertiti come dei matti. È vero, perché poi alla fine non andavamo mai a dormire, perché finivamo di dimostrare, andavamo a mangiare, cos'era con meazzi in quel periodolino? Sì, Dopodiché ci trovavamo in camera, che cazzo facciamo Massimo? E suoniamo. Ok, fammi suoniamo. vedere, eh, fammi vedere. Sul letto fai... ah bella sta roba qua, ah, adesso ti spiego la mia. Sai cosa mi girava alle balle? Che Questo te lo ricordi? Eh, me lo ricordo sì. Eh, certo è Paul Gieber che eh, eh. la cosa che mi faceva incazzare Intenzio è che io 1. esatto gli spiegavo le cose che sapevo io lui 5 minuti lui, ah cazzo è così Bram più veloce di me lui mi spiegava a me le cose e io ti saluto che non è vedere. vero no eh, non, non, è, cazzo. Vero. non <ride> è vero non <ride> è <ride> vero comunque comunque è stato un periodo te lo ricordi Sergio che guidava e <ride> allora ragazzi dai che andiamo dai che meraviglia Grande Sergio Reglio, sì, un grande Senti, ma, ma abbiamo notizie di Ciro? Adesso lo scoprirò. Eh, intanto facciamo una cosa. Direi che potremmo Vai. iniziare. Eccolo che è ritornato. Adesso torna. Ciro. Ci sei? Ma, ma sembra di sì, <ride> lui non è mai che andato via. Ti... Numero Ciro, sei, guarda. Fin troppo, se, sei fin troppo sereno. Non, non, cioè... ti, do, ti do questo, e non hint, è normale. Cioè... No. Se dovesse succedere di nuovo che vai giù, stacca tutto, sì. prendi il portatile, attacca lo wifi e non col cavo e vediamo se magari cambiamo qualche parametro. Ah, mi pe parametro. Che pensavo stessi dicendo, se tutto va giù, fai una cosa, prendi il portatile, metti la casa di carta. Vai sul eh, su, su, <ride> E vedi tutta la prima Ragazzi, serie. Siamo sul trash, eh, qua siamo sul trash, ve lo voglio dire. Sì, sì sì, Perché il migliore dai. qua non ce n'è uno. Ritorniamo, ritorniamo seri tre secondi. Dai, allora facciamo così. Vai. Facciamoci questa prima pillola di didattica. Io direi eh, l'idea era di fare iniziare Massimo. Visto che adesso vedo Ciro bene, facciamola sì. fare intanto a Ciro così facciamo carpe diem. E, tanto lui è caldissimo, preparatissimo, rilassatissimo. Quindi Inizialto. sei pronto Ciro con la tua prima pillola di didattica? Per, uh, per vai, sì, uh, sì, ci sono, vai. Vai. Allora. Mi vedete bene? Benissimo. Allora, eh, la prima pillola, vediamo un po'. Eh, sì, allora praticamente possiamo, io diciamo un discorso a cui tengo tanto, forse ne ho parlato già sicuramente altre volte. È il discorso della, degli intervalli. Intervalli intesi come ovviamente come parte tecnica, parte pratica, parte di visualizzazione, ma soprattutto parte sonora. Ovviamente, io devo conoscere un suono prima di Andarla ad applicare su un accordo e quel colore ovviamente io lo devo maturare sia ovviamente come tecnica, come visualizzazione ma anche ehm, ovviamente come suono quindi per esempio se parto, che ne so, su un accordo la scala di Fa maggiore io eseguo devo imparare bene tutto il suono dei salti di terza in questo caso e conoscerli bene sulla tastiera Questo ovviamente mi ricollego poi dopo, quest'altra pilloletta, pilloletta, anche sul discorso della visione orizzontale del manico. Comunque vado avanti. Quindi Devo conoscere bene i salti di terza, bene i salti di quarta, salti di quinta. Salti di sesta, ovviamente tutti i salti e quindi tutti gli intervalli che posso avere sulla scala maggiore, dovrei cercare man mano nel tempo di memorizzarli. Tutti perché quando vado a improvvisare, praticamente decido di applicare un suono piuttosto che un altro, io devo avere la capacità di riconoscere questo suono e quindi suonarlo eh, con cognizione di causa. Nel senso, io penso una cosa e la, e la metto in pratica per la percezione che ho avuto in quel momento di quel suono, cioè, se metto, che ne so un Mi minore per dire no? immaginiamo di stare a suonare il Little Wing e io voglio suonare i salti di terza io ho pensato di, suonare i ho pensato di suonare il salto di sesta all'intervallo di sesta e sapevo nella mia testa come avrebbe suonato quindi quando lo suono ovviamente lo suono con tutto il controllo che posso avere in quel momento di quel salto quindi Adesso le applica su Sol e anche su La minore, sugli altri vari accordi eccetera. Quindi vado eh, diciamo convinto sul discorso sonoro dell'intervallo che c'è in quel caso che ho scelto diciamo che i salti di sesta. Quindi diciamo, la, la, il mio consiglio diciamo, da questo punto di vista è quello di praticare bene tutti gli intervalli sulle scale, su tutte le scale andrebbero praticati ovviamente anche sulle pentatoniche, perché l'intervallo non è soltanto un discorso di scala maggiore o minore melodica o minore armonica che sia, ma anche un discorso di pentatoniche, perché se prendo la pentatonica ovviamente io posso anziché andare alla nota successiva ovviamente saltarne una. Saltarne due, saltarne tre, eccetera, eccetera, e quindi creare delle sonorità in termini intervallari. Questo poi, unito al discorso ritmico, ovviamente, iniziare a creare delle vere e proprie cellule melodiche. Cioè, se io invece su un gruppo che so in sol, per dire. Un riff del genere Io sono Vedi che la frase Praticamente acquisisce Non più l'idea Della cellula singola Ma sviluppata poi Questa cellula Inizia a diventare Un periodo E quindi praticamente La cosa che risulta È che io lancio un'idea La sviluppo E quindi eh, Potreste dire A Ciro di suonare Un po' meno bene scusate <ride> mi distraggono le domande le frasi e quindi praticamente Ma arrivo a completare il periodo <ride> arrivo a completare il periodo per far capire esattamente alla persona che mi sta ascoltando che cosa ho voluto dire quindi lanciare un'idea sviluppare e chiudere questo è il concetto per fare questo io diciamo penso che il discorso intervallare sia un ottimo eh, diciamo il periodo cioè il periodo con un contenuto So compiuto Che posso Diciamo posso, Poi tra l'altro con gli intervalli Posso sviluppare Migliaia di idee differenti Posso unire Un salto di seconda Un salto di quarta eh, Suonarlo in levare Suonarlo in battere Quindi le, le combinazioni Possono essere talmente tante E quindi questo poi Mi porta a creare delle idee Che ne so Mettiamo che sto suonando In sol minore Sempre d'orico per dire E prendo questa idea qui Questi tre suoni Quindi prendo Fa Si bemolle Mi E faccio Ho creato questa cellula melodica che sposto avanti diatonicamente e si crea subito una sonorità che poi porto avanti e sviluppo, non è embrionale, è sviluppata, fino al punto che poi chiudo l'idea, si chiude il periodo e poi magari sviluppo altri periodi. Questa, questo è l'input, Diciamo, questa è una piccola anteprima, però è ovvio che di questo discorso se ne può parlare per, per ore, però lascio spazio, abbiamo detto 5 minuti, quindi lascio spazio agli altri per le altre Bene. parole intanto li avresti dovuti vedere loro lì dietro a fare il panico di shredding bello, molto bello eh, sì, sì. grazie bello vedete che figata, cioè che durante yeah. la didattica di qualcuno gli altri studiano cioè questa cosa, una figata fotonica eh, ah, ma scherzo Donato, adesso dici, mi vedo, mi sembra di vedermi bene sì sì hai fatto due micro laggatine ma siamo un po' meglio ah ok un po' vabbè, meglio sì, sì. sì. meglio meglio Donato io non ti sento più Beh. però eh. Vai. eh? se mi senti ah eh, sì, certo sì, sì. Senti. <ride> sì sì sì, sì. anzi ah, aspetta ci vuole una ragazzi intanto ah sei mezzo tono sotto è venuto eh, un accidente sì. Eh, intanto sì. ci stanno 930 persone collegate grazie ragazzi, ragazzi. Cioè, tutto, conosco quella Steinberger lì io eh? Caspita, io la, la, la conosco ricordo, bellissimo tu devi vedere quella blu con la quale andavamo in giro c'è una storia dietro che un giorno ti racconterò è pazzesca ma la tua Steinberger blu? Sì, che è diventata, gli hanno fatto, la dico brevissima, gli hanno aerografato Pio Sapone, te lo ricordi? Certo. Ok, sì, sì. aerografato di Steinberger esatto, sì. e ci ha messo su un bambino che guarda l'infinito, perché non lo voleva fare gratuitamente, eh, scusami, non lo voleva fare neanche a pagamento, ma voleva avere uno scopo, quindi la vita che nasce, che guarda l'infinito, lo spazio, ed è diventata così. Oh, dopo dieci anni è nato mio figlio, identico. No! Identico, io ringrazio il cielo che non l'ho saputo. Un giorno gli ho scattato la foto, ho messo le due cose di fianco e forse l'ho fatto nella diretta con Giacomo. Si sì, aspetta, guarda e, che sto cercando la foto. È scioccante, Massimo. È scioccante. No, Ma era, tu pensa era una se diretta con noi, con noi, con noi. Pensa sì. se sì. ti avessero detto quello e lì Mark. è il volto di tuo figlio fra dieci anni. Io andavo fuori di testa. Questa no, Gli davo, del, gli davo del pirla Per lui dice: Quello è, è il volto di tuo figlio fra dieci anni. Sì, vabbè, ok. A posto. Ciao avanti in altro. <ride> Bella sta roba, eh, forte, meravigliosa. Eh? Ed è quella blu che andavamo in giro. C'era questa e quella blu, certo, certo. Bene. Scusate, che intanto continua ad arrivare un fiume di commenti. Io sto dando un'occhiata. Mi sto appuntando anche le vostre domande. Perché ovviamente arriva un momento in cui facciamo anche un po' di risposte alle vostre domande. Allora, adesso prima della, della chicca della pillola di Donato, farei un'altra domanda per avanzare un po' nel, nella questione didattica. No? Tutti e tre, diciamo, avete esperienze di formazione, nel senso di formazione, quello che voi fate come didatti, molto diverse anche in ambiti diversi. <coughs> che quali sono le, le differenze, quali e quali differenze ci sono tra un percorso reale di persona e virtuale che lo splitterei in ancora due parti nel senso virtuale su un metodo cioè nel senso che può essere cartaceo o digitale è poco indifferente però è poco importante però che sia un percorso oppure con il virtuale diciamo spot a puntate quello che si trova su youtube tutti i giorni in sostanza max come comincia tu allora eh... YouTube è, è una macchina meravigliosa, tu sai che ci credo fin dall'inizio, è stato il mio, è stato il primo canale in Italia nel 2006: YouTube è, aperto, è stato il primo canale dove facevano lezioni, eccetera. E io pubblicai lì addirittura i video del mio primo manuale prima che uscisse. Spesso il problema eh, delle, de, delle tante informazioni che si trovano è che. Eh, è difficile spiegarlo, però cerco di andare a fuoco e brevemente. Sostanzialmente, eh, a volte chi pubblica video in rete, in realtà sta pubblicando video in rete di video lezioni che servono per promozionare qualcos'altro che poi in un secondo momento tu potrai acquistare. Quindi in realtà non è sempre chiaro il rapporto tra te, studente, e la persona che ti sta eh, insegnando qualcosa in rete se quello che ti sta dando è la totalità di ciò che ti deve dare o è una, un hook, un uncino, un qualcosa per poi rimandarti a un sito dove tu dovrai mettere la tua e-mail, dove se invia mail ti manda altre tre lezioni gratuite e tutto per entrare in un mood delle newsletter che è, è abbastanza strano. Quindi eh, la cosa più difficile è trovare un elenco telefonico che sia in ordine alfabetico. A volte molti canali hanno del, delle strutture che sono elenchi telefonici ma non in ordine alfabetico. Allora, ehm, una delle cose peggiori che può fare un insegnante è dare le giuste informazioni al giusto allievo ma nell'ordine sbagliato. Questo purtroppo ha, la stessa, ha lo stesso risultato di dare informazioni sbagliate. Un non corretto ordine di nozioni ha lo stesso risultato di nozioni sbagliate. E, e quindi che sia... Carta stampata, o che sia qualsiasi altra cosa, il rischio eh, che, a cui si è esposti è quello di, di, eh, di non seguire percorsi didattici nel, nel corretto modo. Questo è quello che, che ho capito dalla domanda e che mi sento di, di rispondere. Sì, sì, scusa, c'ho un microfono mutato. Yeah. Donato, tu che ne pensi? No, io ho bisogno di risentire la domanda perché voglio essere sì. sicuro di. di allora, di... diciamo il nodo centrale è. Capire che differenza c'è tra, diciamo, tra la formazione di persona e online. Poi l'online, scusa, adesso uso online in maniera impropria, dico virtuale nel senso che non ci incontriamo, può essere sia virtuale analogico, quindi un libro. Quindi, un metodo che ha un inizio, una fine, un senso compiuto, oppure quello che è il grosso della roba che gira in rete. Ah, allora, non le, avevo le capito pillole. la domanda. Io, scusate, non ero molto. No, no, ma, no, le ma le allora devo essere sincero, non, non la riesco ancora a capire perfettamente. ancora Devo avere dei limiti. Allora, tu mi stai chiedendo la differenza tra un parere tra la differenza, sì. no, ma è un problema mio. Non è un problema, no, mio. ma va allora, <ride> allora, la differenza tra la, la qualità, <ride> la qualità delle lezioni di persona, correggimi se. Sì. Sì, sì. E le lezioni online, ma quando dici online si apre un mondo, è online come Massimo che ha dei corsi organizzati con un percorso che arrivano Tutte a tutti. Tutte e due, diciamo, scusate, forse l'ho messa male io. Nel senso è tre, tre, per, tre cose, no? Quindi è di persona, poi okay. c'è online o con un metodo di carta. Però con un metodo, e tre con delle pillole standalone ecco questo scusa forse non, ho, non le ho mai viste queste robe qua come, come, una pillola una, le pillole? una, 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 una lezione le pillole sono una... piccole e azzurre dorato se prendi <ride> un'illuminazione <'altra. ride> no, però è Scusate. bene che non Scusate. sappiamo come sono eh. scusa le, le pillole sono que quelle lezioni chiamiamole standalone nel senso che non hanno un inizio e una fine in un percorso Coordinato e sono okay. soltanto per darti una singola specifica informazione. E vengono vendute queste cose? No, come diceva Max, spesso si usano per fare un hook, cioè un uncino, per collegarti e poi avvenderti dei percorsi a pagamento, capito? Questo è il senso, ok, ok. Ma allora, allora beh, è una domandona questa qua. Eh. Allora, eh, sì, non il non punto è questo. Io. io io ho scelto la, la l'insegnamento personale perché le, io vivo di questo, io proprio vivo di, di, di chiacchierare, di parlare, di, di, di trovarmi la persona di fronte. Per me quello è uno dei motivi, è una delle cose che mi rende felice. Quindi eh, per me il grande maestro è quello che hai di fronte, quello che ti segue, quello che abbiamo detto prima. Però è innegabile che l, il percorso che sta facendo Massimo eh, è... Un, una grandissima, non posso dire sostituzione, però è un grandissimo percorso alternativo. Massimo, no, ne, se sto dicendo qualcosa di offensivo, dimmelo, eh, non vorrei mai. Eh, anzi, per me la cosa bella è che è un percorso alternativo, cioè tu lo segui con i tuoi tempi, tu lo segui. Lo segui con le tue modalità, poi hai dei check ogni tanto, per cui ogni tanto una persona c'è. E quindi questa è, è grazie al cielo che esiste. Perché sì, però, Donato, tutti... tu stai cercando di essere molto carino con me e ti ringrazio. <ride> la verità, no, 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 che le, tu, secondo me la verità che anche tu pensi: non posso dire quello che pensi, però è lì che tu forse in questo caso non potresti dirla perché io ho una scuola online. Ma la, la didattica di persona è meglio. Cioè, non eh, c'è sì, niente sì. da fare. cioè l'incontro di persone. in altro il problema è che ci sono due mondi separati, sono utenze diverse dove chi mh, eh, compra l'online sa di avere lì una, un appoggio, un obbligo. Perché le mie poi hanno dei tempi, eccetera, che lo permette di farlo perché altrimenti in una scuola con degli orali e con un luogo specifico magari non riuscirebbe a farlo. O chi magari è eh, arrivato a un livello vorrebbe trovare docenti come Donato, come Ciro, ma nella, nel suo paesino non ha nessuno, è obbligato a fare tre ore, quelle tre ore di macchina non ce l'ha perché a volte poi uno vuole imparare a suonare la chitarra che ha 40 anni, due figli e un casino. E io quindi io ti ringrazio, però prima di tutto non ho detto niente di strano, ma io cre sinceramente credo che l'affetto che ha un docente di persona cioè ti guarda, ti vede motivo per cui nel piccolissimo la mia, il mio laboratorio abbiamo il video che lo studente manda perché io come faccio eh, a darti un voto certo. se non ti ho visto e poi e scusami, è... torno perché volevo che tu avessi la libertà di esprimerti totalmente sì, per sì, la stima sì, sì. e l'affetto che sai che ho per te quindi non, che non mi non offenda ma, ma, grazie no, no, <ride> ma, eh, ti, ti, allora non nascondo che è uno dei prossimi obiettivi della Rocket Academy, quindi sarei anche incoerente con questo, cioè io credo che il percorso di formazione online fatto bene con delle verifiche, con tutta una struttura, per esempio come l'hai fatto tu, io ho un'idea, sia una grande alternativa e sono sempre del parere però che eh, se no tutti si comprerebbero una palestra in casa per allenarsi e allora diventerebbero tutti grossi però non c'è niente da fare hai bisogno se vuoi veramente diventare grosso è meglio che prendi un personal trainer e vai in un luogo dove incontri tanti grossi come te il, il che ti dà uno stimolo e parte tutta una roba benefica allora esistono le due alternative non tutti si possono muovere addirittura nell'istruzione ancora di più per cui grazie al cielo che esiste l'esperienza online io non conosco questa Terza possibilità di cui mi parlavi tu, Thomas, cioè del fatto che una persona faccia una promozione per portarti poi su un. Io lì purtroppo sono ignorante, non, non eh, conosco guarda, questo mondo. Ma di non, non c'è una risposta giusta, no? Cioè, qui l'importante è la tua esperienza su questo tema specifico. Quindi non, non ti preoccupare, nel senso non c'è no, una io, risposta Io quello che ti o... dico, io quello che ti dico eh. è che alle volte mi arrivano dei ragazzi che sono stati eh, o traumatizzati o sono stati impostati male per la vita, quindi hanno hanno avuto delle patologie o sono stati gli hanno fatto credere di non potere cioè oppure gli, ma gli, io ne vedo di tutti i colori addirittura vedo delle persone diplomate che non riesco neanche a prendere al primo anno del mio master che è il corso per la carriera io non, non posso o magari si sono diplomati adesso è inutile non si possono fare nomi e non sì, ha sì, neanche sì. senso fare nomi di persone che non sono presenti non le farei neanche se lo fossero per cui eh, non conosco questa terza possibilità ma conosco il pericolo Dell'istruzione non ben eh, in partita, quello sì esatto, è esattamente questo il punto. Eh. Poi che ci abbia un nome, una forma, un'altra era esattamente questo. qua L'idea, Ciro, tu sei ancora mobile. Quindi andiamo anche con la tua risposta. Mi sembra che sì. ti sei stabilizzato, non vorrei non fare un jinx su questa cosa, ma ci siamo, dai. Eh no, ma ho cambiato, ho cambiato anche eh, ciabattina e router, diciamo, nella corrente. Ho fatto una piccola modifica, quindi a quanto pare va bene. bene. Userò sempre questo. Vai, vai. Comunque. Tu che ne pensi? Eh, allora, didattica sicuramente... E, diciamo di persona ovviamente è sempre la cosa migliore perché come diceva anche Donato e Massimo insomma il, il feel che si crea ovviamente con la persona è sempre un'altra cosa quindi diciamo l'online è un'ottima alternativa e diciamo ovviamente la problematica è che c'è tanta offerta, tanta roba e quindi il rischio è di perdersi invece come diceva pure Donato il fatto è che tu vai dal personal trainer quello ti vede e ti dà una ricetta sulle tue, sulla tua situazione, quindi ovviamente è normale che sia ad hoc per le tue, ovviamente, un buon personal trainer. E ti inquadra, insomma, e ti dice tutto quello che è giusto che tu debba seguire per riuscire a ottenere i risultati che tu cerchi di ottenere, insomma. Quindi, questa, diciamo, è il, la, la differenza. La pillola. <coughs> Per come l'ho intesa io, nel senso quella lezione spot su un preciso argomento, è una cosa che serve quando tu sai già suonare, quando tu hai già le basi ben costruite, ben salde, perché così aggiungi un piccolo, eh, una piccola informazione in più a quello che tu già sapevi e la aggiungi al tuo bagaglio. Ma Ovviamente se tu la, non hai già un'impostazione diciamo, un eh, bella solida, diciamo, sulla tua didattica, sull'armonia, eccetera, eccetera, è ovvio che la pillola non che, che ci fai granché. Eh, infatti ho conosciuto, sono venuti allievi a lezione e dicevano... Ciro no perché sai voglio studiare adesso voglio approfondire un po' l'armonia jazz si sì, ma tu già hai delle basi e eh no veramente gli accordi di settima ancora non li conosco e eh, scusami <ride> come fai a approcciare per dire autolibs o qualsiasi bene. altro brano se manco sai i drop 2 le posizioni di accordi di settima per dire capito quindi non, eh, a volte si fa confusione quando non si fa un ciclo ben impostato di lezioni allora o fai un corso ben organizzato come magari può essere quello di Massimo online oppure Sarebbe meglio secondo me trovarsi un, un magari anche meno bravo insegnante, però seguirlo di persona che però magari ti fa fare un percorso, non lo so, però sicuramente di persona è sempre la soluzione migliore. Però online si possono fare belle cose, bisogna capire tu a che punto stai e la persona che ti segue se lo fa con la giusta professionalità. Insomma. Io credo che sia veramente molto cosa importante. Esatto, eh, questa certo. è una cosa importante, cioè il fatto che in qualunque percorso di studio, che sia di persona, su un metodo cartaceo o digitale, ci deve essere una propedeuticità, perché chi impara non ha il, la, la lucidità per capire cosa gli serve in quel momento lì, che è un po' quello che diceva adesso Ciro, no? Dice come affronti auto leaves se non sei accordi sì. esetti, ma non lo puoi fare. Però secondo me è ancora più importante quello che diceva prima anche Donato sul fatto che a volte gli arrivano eh, a scuola morti e feriti, nel senso che fare lezione con qualcuno che magari ti dà delle, degli spunti, chiamiamoli così, che forse è più traducibile rispetto a pillole, degli spunti, ma non ti inquadra in un percorso che comprenda tutta la tua persona, non solo fisicamente, ma anche emotivamente, moralmente, come stimoli e così via. Io credo che questa cosa sia molto pericolosa perché, a parte che ti può venire una tendinita, un'infiammazione liquido sinoviale, una brutta postura che ti viene. problema, la schiena storta, questa è la parte fisica. Ma c'è anche la parte psicologica, cioè tu affronti una cosa che è molto sopra le tue misure. Mi viene in mente uno che prende, e inizia, no, adesso io imparo, che ne so. Andrea Glass Moon, la storia dei Dream Tier, non ha mai suonato una nota, cioè ti passa la fantasia. Quindi, secondo me il. L'insegnante c'ha anche quel ruolo di pedagogo, scusate la parola che sembra un po' aulica, no? Cioè il fatto che ti dà quello che ti serve quando lo puoi digerire, no? Non so se vi torna pure a voi questa cosa qui, certamente. Beh, la, la, poi la progressione, scusa, vai, vai. No, stavo dicendo che la progressività del, del materiale gioca un ruolo fondamentale. Ma sai che ci sono degli studi che dimostrano che se tu abbandoni un libro è perché nelle due o tre pagine precedenti c'è un termine che non hai capito? Penso Questa bene, è diventata no? la legge per i nostri libri, eh? cioè un termine che non hai capito, lo abbandoni. Quindi, le, le, la progressività del materiale, cioè uno step dietro l'altro, dietro l'altro, una continua salita, ma che, che sopporti tranquillamente, sempre in crescita, sempre in crescita, serenamente, col divertimento, non è facile. bene, bene Beh, è, dai, difficile. Abbiamo, è difficile, abbiamo fatto, tanto sono arrivati. Un fiume di commenti di. Nel senso, mi sembra di percepire un agreement guardo, giusto un cioè, accordo giusto, io. nel senso mm -hmm. che gli torna pure a chi ci sta vedendo questo discorso. Perché Grazie. ripeto, non, non, non è un questa è la verità. Cioè, noi quello che cerchiamo di fare ogni volta, a maggior ragione stasera, non è di trovare un autoreferenziato insegnante che ti dice qual è la verità, ma portiamo l'esperienza. Di questa di una vita di lavoro dietro e quello che poi oggettivamente uno in coscienza dice: questa cosa può creare dei danni, questa cosa potrebbe funzionare più da vicino. Sì. bene. Allora io direi, Donato, se sei pronto, è il tuo yes turno, yes. Senti, Allora io adesso muto muto Massimo e Ciro e abbiamo la tua pillola di didattica, vabbè. che sarà? Allora io parto con il funky. Vale a dire, ho ottenuto una una diretta tempo fa sul funky perché lo ritengo quello che serve per il groove che che fa l'accompagnamento l'accompagnamento ti dà il pane e gli assoli ti danno la gloria per cui se vuoi lavorare e tengo... eh sì io tengo dei corsi per coloro che vogliono svolgere la carriera per cui per me è chiaro tu accompagni il 97% me la sto tirando a caso il 90% del tuo tempo se non hai scelto una carriera solista nel 7% nel 3% alle volte nel 1% fai la solo ok di conseguenza devi avere l'abilità ritmica sotto le mani e alla Rocket Academy l'abilità ritmica viene prima di qualsiasi Cosa. E io parto col Funky perché il, pa il Funky scioglie la mano. Perché ti fa andare a sedicesimi, ti dà indipendenza ritmica. Prima di tutto, parto con degli elementi che eh, sono fondamentali che vengono dall'altra diretta ma mi servono per poi prendere la tangente con la cosa nuova allora prima di tutto il movimento, per me il movimento è uguale a battere la stecca, un buon insegnante alle volte è quello che con dei movimenti che già sai fare nella vita riesce ad avvicinarti a quello che devi fare tu, per cui quando batti la stecca tu lanci il moncherino e poi lo, lo ritiri su, no? praticamente il polso è morbido e questo è il gesto che poi col plettro in mano andrebbe fatto così, quando uno non sa battere la stecca io gli dico, immaginati quando arrivi all'albergo che devi far portare le valigie su allora chiami il concierge, prendi il campanellino fai concierge, è vero o no che stai che stai basculando la mano, è vero o no che non c'è rigidità nella mano destra, ok la stessa cosa deve accadere così, perché l'attacco esplosivo avviene quando tutte le corde avvengono nel momentum X, quindi deve essere un bel colpo e deve essere sciolto, probabilmente hai fatto sport il tuo allenatore ti ha detto, anche se era pugilato, che quelle quel, quel il movimento deve essere fatto con potenza ma in scioltezza è così anche nella musica. Per cui la prima cosa che si fa è quella di battere il piede e identificare i sedicesimi, per cui primo sedicesimo la taglio breve, eh? secondo sedicesimo ci sono degli esercizi che durano tanti minuti perché poi scelgono sciolgono la mano. Terzo sedicesimo, quarto sedicesimo. Ok, alcune persone beh, capiscono il primo perché è sul piede. Il terzo lo capiscono perché è un po' il reggae. Il secondo non lo capiscono. Ora io cerco di fare degli esempi. Il secondo è come, come quando dici ne a un amico. Oppure è eh", perché è. Eh", e allora tu fai. E questo è il secondo sedicesimo. Il quarto invece è il singhiozzo. Tu singhiozzi sul quarto sedicesimo. E lì c'è il battere. Quando scendono le spalle c'è il battere. E così riescono a capire i quattro sedicesimi. Poi ci sono altri esercizi nei quali ci sono due attacchi, tre attacchi per ogni gruppo. E pian piano si arriva a suonare delle ritmiche vere e proprie. Adesso che ho fatto questa introduzione sul. sperando di essere utile a tutti quanti. sul movimento della mano, adesso entro un po' nei dettagli. Per esempio, il primo. Intanto facciamo un sound check. È, è praticamente il palm muting. No? Allora, questo qua è un, viene da Maestri della chitarra ritmica, un libro meraviglioso che noi utilizziamo al Master. E praticamente è un palm muting. La prima cosa che voglio fare, essendo basato su Poche corde, quando hai poche corde a che fare, tu devi andare sul suono nasale, altrimenti il suono non esce dal mix della band. Perché se stai su questa roba qua, questo è bello quando hai tante corde, ma quando devi andare nelle note singole è meglio che vai sul pick up che sta al ponte. Allora vediamo come suona, il tarocco di Dirty Diana, però mi serve per farti capire com'è il palm muting. Il palm muting è così. Te lo rifaccio. Il palm muting non è così e non è neanche così perché ci vuole la posizione della mano, a chi lo usata alle volte perché le corde hanno spessore diverso, quindi la devi tenere così, se fai la faccia anche un pochettino scomoda è meglio perché ti viene meglio. In poche parole, praticamente quando tu emetti un suono... C'è tanto suono e poca percussione. Col palmuting, tu abbassi il suono e alzi la percussione, senti, però la devi tenere l'intonazione, altrimenti non si capisce. Non si capisce le, le note che stai suonando. Quindi il palmuting deve essere sufficiente per produrre questo qua. Questo... Ok, passiamo al prossimo argomento che è il funky a 12 ottavi. Allora, se vado lungo ragazzi ditemelo, eh? Allora il funk 12... è a 12 ottavi, immaginatevi questo, noi siamo sulla Terra e sulla Terra la forza di gravità fa cadere tutto verso il basso. Ne deriva una cosa importante, che il downstroke ha più appoggio, l'upstroke uh, appiglia, no? Come un tam. Allora cosa succede? Quando vuoi appoggiare tu vai in downstroke e quando sei su un 4 quarti, eh, il downstroke va benissimo, no? Vedi che sul beat ti dà il downstroke Immaginati. Ogni, ogni tempo, ogni misura di 4 quarti c'ha il forte e il mezzo forte. No? Guarda, shut through the heart and you're too blame All you give love, bad name. Ok, allora cosa succede? Che nel 12 ottavi non è mica così. Il forte e il mezzo forte sono sul 2 e sul 4, di mentre nel 4 quarti sono sull'1 e sul 3. Allora, se tu parti in downstroke e ho chiuso il discorso, praticamente finisci sui punti forti, sui tempi forti con un upstroke e non suona. Guarda se è cappotto la pennata, perché sul forte hai messo il downstroke, per cui io insegno il 12 ottavi a partire capottati, cioè verso l'alto, passo a un altro argomento. L'altro argomento, quello di adesso, è praticamente, aspetta, che sento la base così so qual è l'argomento. È lo scratch across. Lo scratch across più famoso della musica probabilmente è questo qua, della canzone. E praticamente Michael Jackson, Billie Jean, no? E praticamente questo scratch across è molto importante perché tu praticamente alla nota aggiungi la mazzutta delle altre ghost note, no? È come pasta Matic la forza di 20 braccia. <ride> Ride. Ah, cri Cristinesi. Sì. Eh, Vabbè, cazzo, ma sto facendo una... Mirata, guarda. Donato, tu non lo puoi vedere, ma c'è Ciro dietro che è morto da ride. Guarda. Va bene. All right, meraviglia. Grazie Ciro. Allora, praticamente funziona così. Allora, io adesso devo fare una roba che ha dentro Tiro, no? Allora, la prima cosa che voglio fare è una roba tipo... E così hai la mazzotta. Perché questa nota? Così è intima, ma io invece voglio che venga fuori con volume, no? Allora ho bisogno di aggiungere il suono delle ghost alla nota. Quindi cosa faccio? Praticamente col dito indice stoppo tutte le corde, la prima sopra e quella sotto, quella che sto diteggiando, e col pollice vado qua per non cercare rogne, però, con la mano destra mi direzionano colp a colpire le prime corde. E questa è la prima cosa. Quando faccio le ottave, è la stessa cosa, solamente che lo fanno più dita. Allora, praticamente l'indice qua stoppa la prima sopra e tutte le retrovie e il mignolo fa la stessa cosa: tocca quella che suona e stoppa la prima sotto. Insomma, misu contromisure di ogni tipo. E viene fuori una roba amazzotta come questa qua. Attenzione. E termino con l'ultimo argomento che è praticamente la tamarrata, cioè questa roba qua. Attenzione. Allora il segreto della tamarrata è non pensare alla tamarrata, ma è proprio così. Cioè, tu praticamente quello di cui ti vuoi prendere cura è fare l'ultimo così quando cade il piede. Questa è la cosa più importante, perché qualsiasi cosa accada, quando fai la tamarrata, tutti quanti attiri l'attenzione di tutti, però se cadi fuori dal beat è come accendere una luce su di te e poi dire una roba fuori luogo. Allora non so, una parolaccia, una roba del genere, tutti se ne accorgono, hai pure sbagliato, no? Allora, la cosa più importante è che tu cadi sul beat e che non pensi a questa roba qua. Quando fai le, le cose di guida estrema, l'istruttore di fianco a te ha i pedali che fanno derapare la macchina, quindi tu stai andando contro il muro e lui ti fa perdere aderenza alla macchina, tu... Ovviamente giri per evitare il muro, ma la paura ti fa continuare a guardare il muro. Lui ti prende la testa e te la gira verso la soluzione. Quindi, se tu pensi a, a questa roba qua, ti si muove adrenalina dentro, magari pensi il passaggio è difficile o oh, è difficile adesso lo sbaglio, magari lo sbagli, incomincia un processo negativo per il quale pensi di sbagliare, per cui la cosa si deteriora ancora. La cosa migliore è, pensa all'obiettivo. Tanto in ogni modo, anche se ne manchi qualcuno sempre musica è, ho mancato quello centrale cosa cambia? e quindi qui abbiamo questa ritmica qua All right spero di essere yeah, stato man. utile Fichissimo. sono stato nei tempi? sì è stato un filo più lungo ma è per quello che ti ho detto 5 minuti così se facevi 7 non succedeva niente eh, ma io sono come ti ho detto prima il maestro se, ha se, fatto se... però le vai vai il, il maestro ha fatto le tre pillole con... <ride> lui è un vero Doveva essere una pillola, no? no, Lui l'ha fatta. Un Questa è, è la sua prima e <ride> eh noi Ciao, Rossi. Vai, vai, vai fatti vedere, così ti salutiamo bene. E vieni dentro che ti, la ti salutano, dai, 5 ma vieni dentro. Del tutto no, no, ciao, Rossi. Ciao, Ciao. attenta che hai da tutto il vestito largo. Facciamo qua, facciamo un botto. Esatto. Ecco. Ciao. Bene, grandissimo. Donato, proprio bello, dritto. Mi è piaciuto moltissimo. Yeah. Bello, interessante perché io. Vai, vai, scusa, Max. Dicevo che anch'io insegno le, questo tipo di cosa che è un derivato da un libro che anche agli, agli, negli anni d'oro noi studiavamo, che era il grande ehm, Pop funk, Si chiama? Eh? Sì, c'era che spiegava su questi sedicesimi Bolton, Ross Bolton. di, Vogel. Sono stato di Vogel. Ross Bolton. Io sono eh? Il, Bolton, Ross... Sì. Eh, sono il, il grande Ross, Ross Bolton. Bolton. No, mi, fa, mi piace perché io, io ho una mia metodologia che spiega: lavoro sui sedicesimi, sul New ma è bello vedere come la spieghi in un altro modo. È bello, insomma, è figo. È, è, bello come, è bello come arrivare a un medesimo risultato si possono fare strade diverse. Ed è sempre bello, è un'esperienza, no? sempre è figo, si può arrivare al medesimo risultato facendo strade diverse, quindi sì, sì. È, è bello. Sì. Bravo, il breve. libro se non mi ricordo male si chiama Funk Guitar The Essential Guide di Ross Bolton. Sì, sì, mm. sì, mm. sì, sì, sì. è una vera chicca. Che purtroppo è morto non molti non anni fa. Non eh, sì, sì. Tu pensa Massimo e, tu uh, Scusa. Eh, sì. Vai vai. Ma no, tu sei andato al Musician Institute anche tu l'anno dopo, giusto? Sì, sì. Esatto, e probabilmente c'era ancora lui, anzi no, sicuramente c'era ancora. Io mi ricordo che quando faceva lezione a me, a noi, perché eravamo in tanti, aveva il braccio ingessato, Per cui, e suonava Funky da paura. La domanda è, ma come cazzo avrebbe suonato se il braccio non era più... ingessato? non oh, fosse stato a posto. Ah, c'era roba... paura. Sì, il sì. Braccio destro ingessato. Sì, sì, certo. No, no, ma è il, la tecnica, tutte quelle cose lì dopo che abbiamo sviluppato, insomma, e che anch'io utilizzo nelle, le, le, nel mio corso, la chitarra solistica, le ritmiche, ma anche in uno che devo fare sul laboratorio, spesso si parte dal concetto di solfeggiare e conoscere il sedicesimo, è tutto lì, e la rapidità della, della pennata, l'efficienza e l'efficacia è tutta lì, l'efficacia ritmica, prima ancora di... è, è quello, il bang, la schicchera, che tu che hai chiamato schicchera comunque sì, insomma, il, il passaggio è molto figo. Bene, bello, bello. Grazie. Bene, guarda, mi hanno, fatto, hanno chiesto yeah. se, se, quali strumenti suono, <ride> quindi <ride> mi viene da ridere questa cosa. Ovviamente chitarra, cioè, mm -hmm. ancora, ancora mi difendo, diciamo. Oh, se non Pensate te ne fregassi che... niente della chitarra sarebbe stata una scelta strana quella della tua vita, eh? Eh sì, sì, sì. <ride> Beh, <ride> la musica è, è una grande passione. Diciamo che più penso che la passione per lo strumento di per sé mi smuove con music off tanto la, la mission educativa in generale cioè il fatto di tirar fuori il meglio delle persone che sono persuaso che la musica per chi la vive non solo da ascoltatore ma da, da proprio da, da operatore tra virgolette che sia un professionista o meno in genere c'è una predisposizione a essere una persona migliore nella vita perché secondo me la musica ci abitua a una cosa fondamentale che il mondo sta dimenticando sempre più rapidamente ascoltare gli altri e questa cosa secondo me è un movente che mi ha sempre fatto click dentro e penso che questa sia una delle mission più importanti di Music Off che poi condivido con tutti e tre, quindi mi fa proprio piacere questa serata a Thomas e... Beh, senti Donato, qualcuno ha chiesto perché yeah. la chiami la tamarrata. Ma così? Per... Allora perché allora Ciro mi prende in giro perché dice che tra me e lui il napoletano sono io. <ride> <ride> è, è vero che sì, sono napoletano. <ride> sì, sì, sì. sì no, è... Allora, sono eh. un napoletano da sette generazioni. A me mi piacciono le robe che fanno... Che fanno... Esuberanti, ecco. Per cui io questa roba qua la chiamo benevolmente la tamarrata Questo mi piace, <ride> Questo mi piace a me. <ride> che farò? Eh, sì, sì, sì. Per me, allora, la, la definizione che io do di me stesso, se posso permettermi, è: adesso me la tiro, amaro di classe. Eh, non l'ho inventata io, me l'ha data Pietro Nobile, chitarrista acustico Fingerstone, incredibile mio maestro, sì, sì. e. e e, e mi fa tu sei un, mi disse già da piccolino: Tu sei un tamarro di classe, bam, mi ha dato un timbro. <ride> Hai capito? Quindi io la chiamo tamarrata così per, per ridere. Però per me, che ti conosco da tanti anni, e cioè, per chi non sa, questa cosa insomma, io e Donato ci siamo conosciuti credo fosse l'89-90, perché lavoravamo con Meazzi facevamo queste demo e andavamo in giro, all'epoca si facevano le demo, le demo in giro nei negozi. In realtà credo che noi abbiamo vissuto un momento, forse siamo arrivati un po' tardi, ma un momento bello che erano quelle delle fiere di strumenti musicali che ce n'erano più di una, più di due, più di tre, perché si faceva a, a Pesaro l'Inter Expo Music, poi si faceva il Sim e c'erano queste... C'era il Dism a Rimini. Il Dism è stato qualche anno dopo, quando è finito l'Inter sì, Expo sì. Music di Pesaro, l'Inter Expo Music di Pesaro era qualcosa di magico. È dove vero. però... Noi abbiamo imparato a essere tamarri, cioè il tamarro è nella mia lettura, che magari è diversa da quella di un altro, ma che io vedo e che comunque anch'io utilizzo delle cose tamarrate. Adesso io che sono la chitarra acustica, la tamarrate sta a fare le due mani così, queste cose qui. <ride> Però, nel momento in cui tu sei assunto e pagato da qualcuno che ti chiede di dimostrare il suo prodotto, tu hai una parte di dovere. Ne parlo proprio nel mio libro, di questa cosa, che è. Uno, far sì che le persone per il minuto si fermino e la persona dal corridoio non si ferma a vedere un chitarrista che ha un gran gusto, si ferma da uno che fa una tamarrata, perché sennò no il gusto non passa, è un filtro che è stato tarato, è un threshold che è troppo alto e quindi il gusto non passa in una fiera. La tamarrata serve per «Ehi, vieni qua!» Poi devi essere tu, essere così intelligente, bravo e sensibile da dire, ti ho dato una tamarrata, adesso ti do la musica, vienimi, ti, lo prendi per mano, prendi l'ascoltatore e gli dici questa è la mia musica. Quando a un certo punto sono passati pochi minuti, perché in fiera la gente ha poco, poco tempo, devi dare un'altra tamarrata, perché ci sarà sempre giro nello stand. In questo modo tu hai, uno, fatto una, un servizio per chi ti ha chiamato lì per fare il servizio. Devi certo. tenerli lì perché devi spiegargli il prodotto. E quindi se è stato chiamato... Per fare un qualcosa, non per dimostrare quanto sei bravo, ma per dimostrare che il prodotto che tu stai dimostrando è valido e vale la pena di acquistarlo. Questo fa sì che tu hai un focus, un obiettivo su un qualcosa che hai. Compiuto, è la tamarrata, come la dice Donato, quella che, che fa il coso che la gente si gira, è perché a volte se suona, quando si suona nei localacci così, se non fai una tamarrata la gente al bar non smette di parlare e quindi tu sei lì. È a me è capitato sì. una volta di fare una demo con l'acustica in un posto doveva essere una roba silenziosa, parte il bar, ho fatto... Si sono girati e ho detto: Vi disturba se suono mentre bevete? Fantastico. Perché era una roba... Però la tamarata, secondo me, ha una funzione. Tutti i chitarristi dovrebbero imparare un po' di tamarismo. Io ho fatto un corso che si chiama Rock One, che ho chiamato Roccone nel, nella presentazione <ride> di <Con> Roccone. <ride> che il, alcuni sleghi di tamarismo fanno parte anche di un certo periodo storico. Ma è così è lo, è lo stesso tamarismo che adesso, sulla voce, i produttori fanno con la voce bla bla bla, con l'autotune. Cioè ogni epoca ha il suo momento di tamarismo che serve per dire: Ehi, sono qua! Quindi in questo senso il nostro tamarro di classe era quello cioè ognuno deve individuare il suo momento di tamarrismo nel, però devi farlo nel momento giusto lo fai due volte sei un tamarro rompiballe lo fai tre hai smesso di lavorare lo fai nel momento giusto sei uno che sa sì, sì. portarsi il pubblico dal vivo il pubblico lo devi guidare eh? se no sì, un concerto io l'ho imparato soprattutto con la chitarra acustica un'ora e 40 di chitarra acustica se tu non gli dai il gusto, l'amore, la battuta, le due cazzate, la, la tamarrata, tu un'ora e quaranta. Questi qua li massacri quando vanno fuori: dicono sì, sì, mamma sì. mia, che marde capoccia che c'ho! No, ma cioè, poi se pensi muoiono. che lo fa anche Tommy e Manuel di turno, lo fa anche lui. Mm. Di ogni tanto scherzando, lui è il maestro. Lui, maestro: lui è il maestro, lui è il maestro, lui è bravo, intelligente, sensibile. È una cosa, bisogna imparare. Scusate, da Scusate, volevo fare due saluti velocissimi. Che sono passati un altro po' di colleghi. In realtà, io vorrei sempre salutare tutti, ma è impossibile, allora ogni tanto lancio un saluto a qualcuno de anche dei nostri amici collaboratori eh, a Carlo Fimiani che ci sta vedendo, a Alex Lofogo bravissimo bassista, abbiamo fatto una diretta Ciao, venerdì con Michael Mandring. ragazzi andatevela a vedere su Youtube, è stata una cosa incredibile, una persona favolosa e poi un saluto pure a Luigi Schiavone, grandissimo, che so che conosci bene tu Donato certo. e... l'altra sera era con eh, Fanton ho visto un eh, pezzettino sì, che sì. era da Fanton Grande Luigi, uno dei più bei suoni di chitarra che io mi ricordo della musica italiana, guarda, grandissimo. Fantastico, fantastico. Bene, cari, ci siamo divertiti, abbiamo suonato, buonanotte. No, non è vero che il cazzo... Allora, adesso partiamo <ride> con la seconda domanda molto, molto cattiva. Siete pronti? No. Ma sì, dai. No, abbiamo... ti devo risponde... fare la mia domanda. Ah, scusami, sindola. hai ragione. Non tu. No. Scusa perché tu eri il primo... Era il, era il primo, Dove abbiamo il primo ceduto... poi abbiamo provato su Ciro eh, sì. Eh, che caso, sì eh, manca Massimo manca Massimo no, no. allora vai Max tocca a te allora tu dici, realtà, vai adesso. allora io ho una pillolina che mh, riguarda eh, sai che nella nostra chat a un certo punto anche a me sarebbe piaciuto parlare di, di, di ritmica alcune cose le aveva trattate e donate quindi mi sono spostato su un altro mio cavallo di battaglia il mio la lacrima sul viso di Bobby Solo questo è il mio eh, <ride> che è tratto dalla da chitarra solista 2 e cioè è cercare di sensibilizzare, non è una lezione, è sensibilizzare noi chitarristi sul fatto che le, le note da suonare sugli accordi devono essere sempre giuste. Quando? Considerando di essere dei cecchini. Allora, noi chitarristi abbiamo legato molto spesso il nostro suonare a una diteggiatura, dato per sottinteso che eh, in quella diteggiatura sia tutto giusto, e cioè se suono in Mi minore, o un giro in Mi minore in questo caso ho una base, che fa Mi minore, Do maggiore, Sol maggiore, Re sono in mi minore, o eh, mi minore o Sol maggiore, che è la relativa maggiore o Mi minore o la relativa minore di Sol. Non essendoci una dominante che lo determina, io posso dire se è Mi minore o note di Sol. Ora succede che però, se io faccio partire la base e vado a suonare una pentatonica minore di Mi, incontrerò note che non vanno bene, tipo. Ok, tipo, cioè che cosa sta succedendo? Succede che non riesco a fermarlo. Succede che aspetta, metto questa inquadratura che magari eh, si vede tutto quanto, anche per chi vuole guardare, in libertà, le, le ti lascio full screen così tanto la gestisco da lì. Ok. Succede quindi che il chitarrista che pensa che in Mi minore tutte queste siano buone, si potrebbe trovare su quella nota Si quando c'è Do, che è la settima maggiore, e non è previsto che ci fosse la settima maggiore in questo accordo, potrebbe trovarsi su La quando c'è Sol, che è una nona, o su Mi quando c'è Re. E quindi noi continuamente lavoriamo in correzione di errore, ma chi ci ascolta capisce questo errore, sono appoggiature involontarie, e cioè mh, vado su una nota che è... Di norma vicina, che però non è giusta. Quindi, che cosa succede? Che sostanzialmente io devo ragionare in termini de del dispari. Una, la struttura accordale è 1, 3, 5 o 7. Noi adesso ho messo solo triadi. Quindi 1, 3, 5 significa che le, i numeri dispari sono i numeri che mi funzionano. I numeri pari sono i numeri che devono risolvere, che sono appoggiature. Quindi, se sono in Mi minore Mi Sol Si. Se capito sul Fa diesis, il Fa diesis è una tensione risolutiva su Sol o un'appoggiatura e torna indietro su Mi, Mi, Sol, Si, questo è La. Il La deve risolvere su Si, deve risolvere su Sol. Ma questo continuo demandare la risoluzione genera. Eh, poca chiarezza, quindi trovi quello che suona a manetta e si ferma ogni tanto sulle note sbagliate, e non va bene. Dall'altra parte, la, tutti gli assoli importanti della storia sono basati sulle note target. La nota target è una nota strutturale, la nota strutturale è una nota che fa parte dell'accordo e quindi noi dobbiamo imparare a essere cecchini. E come si fa per essere cecchini? Si può suonare una nota per ogni accordo e se la sbagli la tieni fino alla fine dell'accordo, cioè me la mando da capo Tu, e parto così, ad esempio. Questa è Do. Qua è giusta. Ma dici, ma no, 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 scusa, aspetta, era Sol maggiore, quindi Sol, La, Si, Do. E Do è la nota giusta. Sei sicuro che sia la nota giusta? Te la rifaccio, perché non ti è chiaro che la quarta nota della tonalità di Sol, che è la sesta minore rispetto a Mi minore, su Mi minore non va. È questa. Tu, Tri. E risolvi. E stai bene. Poi stai qui e fai e risolvi e risolvi questo continuo a risolvere porta tutto fuori fuoco devi capire dove sono i triadi degli accordi mi minore mi minore lo devi vedere in tutte le sezioni mi minore do sol la dentro a questi tre accordi per avvicinamento ok ci sono già tutte le melodie che ci servono perché io vedo che sol è la terza di mi, è la quinta di do, è la fondamentale di sol e risolve indietro e in avanti per il re. Il mi può stare fermo su mi, su do, risolve su, su re quando vado su sol e resta lì. Dopodiché ho tutte le note di congiunzione, significa che se io so che la nota giusta è sol, io posso avvicinare questa nota da sotto, da sopra, da sopra e sotto. Quindi il mio solo diventerà su sol faccio sol e vado su la intorno e devo andare qua riparto dal basso questo qui devo spostarmi su Sol e devo usare un dito, togliere tutti gli schemi. Oppure utilizzare delle cellule melodiche che si ripetano tipo Voglio usare un bending? Non posso stare sul sì. Quindi è il concetto di avere sempre la totale consapevolezza su quello che è l'accordo sottostante e le note che possiamo suonare. Se non facciamo questo, il nostro solo sarà sempre fuori fuoco. Uno dice, ma non posso mica sempre suonare solo una nota. No, ma deve essere chiaro dove vai, perché tu ci puoi arrivare lentamente o velocemente. Se voglio fare una cosa più veloce, semplicemente devo sapere la nota target prima, tipo... farò una roba del genere, ma l'importante è sapere prima la nota e avere in testa la melodia, soltanto andando a prendere, scrivendo le note il più vicino possibile, quindi io avrò mi sol si e di fianco do, non scriverò do mi sol, ma scriverò mi sol do, viene da sé che una linea melodica si do è la linea che mi lega due accordi, se faccio quello dopo che è sol, invece che scriverò sol si re, lo scriverò re sol si, di nuovo avrò una linea che mi fa Si, Do. Ok? Se vedo queste linee sullo spartito, lo posso pensare. Ed è quello che permette in questo modo di scrivere gli archi: è uno sistema di composizione. D'altronde, l'improvvisazione è una composizione estemporanea. Non è una composizione estemporanea quando noi leghiamo la nostra improvvisazione a un pattern fatto da, un, da una diteggiatura. La diteggiatura semplifica l'organizzazione della tastiera, ma non genera un buon solo. La diteggiatura è quella che fa sì che tu sappia che ti eserciti, sai dover lì, ma tu devi sempre sapere quella nota che suono avrà, perché puoi decidere di fare i ritardi. Cioè se voglio fare fa vedere, ce l'ho qui. Questa è una base in La minore, prima ve la faccio sentire, poi ho finito. La minore, Re minore, Fa. Posso decidere di ritardare? Significa che io prima lo penso, so che devo fare. Deve essere quasi Pucciniana, quindi vuol dire che io risparmio la nona che va lì, la quarta, la nona e eh, sul fa eh, sesta. Quindi diventa che il ritardo diventa un gioco melodico, ma lo devo sapere prima perché la musica, essendo comunicazione, significa che devo sapere come pronunciare le note, perché essendo comunicazione, come parlare. Se devo dire. Guarda che forse sì è quello, non è? Guarda che forse sì è quello, è diverso, cioè dove metti gli accenti e quindi se tu fai col vibrato dall'intenzione è questa e risolvi, prendi veramente il tuo ascoltatore e lo porti a casa. Quindi conoscere l'armonia, conoscere le note, generare linee melodiche perché un solo è spesso fatto da una linea melodica e non da un'infinità di note che a volte sono semplicemente utilizzate per... Legare due punti di una linea melodica invece che fare così, fai così, fai così, fai così, ma arrivi sempre da questo punto a questo punto e io mi taccio. Grande Max, bravissimo, veramente molto utile. Yeah. Guarda, mi ha ricordato tantissimo questo approccio una, una masterclass che ho visto tantissimi anni fa di D-Edge, che di fatto lui fa delle cose se vuoi semplici, no? Però. Incredibili, questo accompagnare delle note cardine su certi accordi, veramente molto, molto bello. Lui ha fatto di Scusa. questo le note comuni. Sono le note eh, comuni, sì. sono quelle che non ti muovi e quindi riesci a fare qualsiasi cosa. Scusa, volevo... intanto sono arrivati tantissimi commenti di... di ringraziamento per questa diretta, per quello che state facendo, Grazie. veramente bellissimo. Ho preso solo questo commento, Peter Pigna, che dice, quando Come vedi voi. suonare questi grandi maestri non hai più il coraggio di toccare la chitarra. Ecco, secondo me questa può essere un'occasione per il rovescio, Aspetta. che siamo abituati a vedere un sacco di monnezzari, a Roma si chiamano i monnezzari, gli addetti alla nettezza urbana, in giro per la rete, che quando vedi qualcuno che suona bene, spiega bene, quello può essere... Il movente giusto che ti spinge a cercare di fare qualcosa di buono, qualcosa di meglio, no? Quindi, quando noi facciamo delle dirette dove noi stiamo facendo, nessuno di noi sta facendo il fenomeno, cioè il sì, sì. facendo qualcosa di incredibilmente difficile, perché quello che, mh, di cui abbiamo parlato fino adesso il docente non deve mica spaventare l'allievo. Il docente è il motivo per cui in molti miei video, tu lo sai, Thomas, io a volte lascio degli errorini, cioè il docente deve, ha il dovere di, mostra di mostrarsi autorevole ma imperfetto perché deve far vedere al, al suo allievo guarda questa cosa non mi è venuta sai perché? perché non l'ho studiata se non studi non performi se vuoi fare una grande performance devi studiare provarla provarla e quando l'hai provata a casa viene bene dal vivo sarà una cacca quando viene da dio a casa dal vivo sarà accettabile è il principio sì, sì. de io, io, lo, io lo chiamo lo shitting perché diventa sempre più merdoso a casa medio sala prove mm, concerto fa schifo quando viene da dio a casa sala prove concerto te lo porti a casa però io gli dico giuro. io gli dico, gli dico ai ragazzi avete studiato bene questo passaggio quanto l'hai studiato circa tre ore al giorno sì va bene ok allora se lo devi suonare dal vivo vai a cinque perché <ride> l'adrenalina cioè nelle mura di casa tu sei sereno non sei in grado di prevedere cosa accadrà dal vivo eh, allora eh, eh, un giorno si faranno i concerti anche in streaming in casa propria, sono convinto che sarà anche una cosa bella. Allo stato attuale, quando sali sul palco, provi delle sensazioni, muovi dell'adrenalina e biochimica che alle volte ti fa perdere o addirittura ti busta il tuo controllo. C'è chi la piglia male, c'è chi la piglia bene, sì, sì. però non è come quando sei a casa. Quindi vuoi una riserva di energia? Studia il doppio. Quando ti senti con la coscienza a posto, ancora due ore. Sì, vero. Sì, sì, è, vero. è sfizioso in rete era uscita quell'immagine quell no? diceva l'allievo a casa no? che sì, si lamenta dice ma adesso vi assicuro a casa veniva bene Diceva, da quando c'è il lockdown questa cosa qua non va più perché tu studi da casa e <ride> <ride> da casa che gli dice bene ah, ah, male ma a casa veniva bene sei a casa <ride> Cazzo, <ride> mi hai rubato la battuta, la volevo dire. Ah, stai Non l'avevo <ride> vista. Comunque questa è una delle spiegazioni, perché probabilmente a casa viene sul serio bene. Io alle volte chiedo i video, no ragazzi? Perché col video, sai, hai, hai più possibilità di vedere. Però yeah. alle volte ho proprio la dimostrazione, Ciro, che a casa gli veniva bene. È che di persona... È, è, è di persone è diverso. Allora eh certo. a quel punto gli dico: Ascolta, se la mia persona ti mette in difficoltà, prima mi dispiace perché io pendo dalle tue labbra, vorrei che tu suonassi da Dio, faccio questo lavoro per questo. Ok. Però usa questa palestra perché se, se la lezione ti mette in difficoltà, quando vinci qua, vinci dappertutto. Quindi sfrutta questo momento qua. È normale certo. che a casa venga meglio perché è normale perché poi molte persone si giudicano a casa dopo magari due ore che fanno quel leak. Ok? okay. Eh, però tu non hai due ore di tempo di riscaldamento prima di salire sul palco. Quindi qual è il metro di giudizio? Quando i ragazzi capiscono questa roba qua, gli scatta la molla. Sai, sì, io faccio fare questo esercizio, Donato. Io l'ho chiamato l'esercizio one shot. Cioè, gli dico: eh, nel mio, nel, nella mia metodologia, secondo me, di studio, è se tu devi preparare il, con, il concerto della tua band e a un certo punto la solo che è difficile, non lo fare otto volte di fila. Lo fai otto volte di fila e quando ti viene bene ti fermi e vai a prendere un caffè. Bravo. Poi arrivi e fai un altro pezzo. Dopo l'altro pezzo fai secco la solo. Viene male? Non lo rifare. Vai a pià, un altro caffè. Poi torni, fai sì, un altro pezzo. così? così. No, cioè no, il pezzo <ride> deve venire bene alla prima perché è normale che lo fai e eh, lo rifai. Ma nessuno ti dà la seconda chance. Cioè yeah. l'unica cosa è one shot. Cioè è, prendi in mano la chitarra e fai bam. Ah, non è venuto. Allora, oggi lo fai 30 volte, domani lo fai una, se domani all'una non è venuto sul palco, non verrà è, è normale. Ti è venuto perché hai, hai usato la memoria cinestesica per la parte muscolare. Il fatto del relax, il fatto che sai che l'hai appena fatto, ti è venuto. Non, non, non può funzionare, cioè, il, 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 la differenza di quando il nostro corpo. E butta fuori gli ormoni, lo, lo stress positivo, che si chiama Eustress diverso dal distress, butta fuori degli ormoni dei recettori che amplifica tutte le nostre sensazioni. Che dobbiamo imparare a utilizzare quell'eustress per migliorare la performance. Se quella invece è quella che c'è la tarpa, potrebbe essere che dobbiamo lavorare non solo sulla chitarra, ma su noi stessi, sulla respirazione, sull'alimentazione, su tante cose che ci permettano di gestire una una cosa chimica, come diceva prima Donato quando tu vai sul palco c'è qualcosa di chimico ti sudano le mani, che dici, ma strano, a me le mani non mi sudavano e, e poi dopo ti viene da andare in bagno prima, sai, per sedere sul palco devo fare la pipì, ma l'avevo fatta 5 minuti fa c'era un problema di prostata, no, eppure no cioè, ti viene da fare la pipì, devi andare in bagno ti sudano le mani ma dici, oh, sol maggiore è questo, aspetta, devo cominciare sol, cazzo, so fare la minore melodica sa proprio bene fare sol maggiore eppure hai il dubbio anche di sol maggiore prima sì, di, sì. Del, del concerto <ride> Quindi devi lavorare cosa? non solo sulla chitarra, sul resto. Max. Guarda, c'è un, eh, un carissimo amico chitarrista che in realtà è anche un percussionista bravissimo, che in realtà lo conosci pure di Roma, che è il Master Chef delle battute. Dopo la tua, la tua cosa, di vai a prendere il caffè e prendere un altro e ancora, se ne è uscito con 7.000 caffè di britti è nata così! Ma è Armando, ma è per... guitarmando lui. È che, lui è un grandissimo chitarrista che si è inventato la guitar Mandrum. Eh, la eh, guitar sì. mandram è eh, grande, grande Grandissimo armando. E che poi sono dipende da dove lo prendi il caffè. Eh certo, con te non ci mettiamo a discutere, maestro. <ride> <ride> Bene. Allora, cari, io riprenderei con un'altra domanda. Eh, diciamo, a, 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 affondiamo un altro un altro, pe, un altro po' più giù. C'è questo... Adesso vediamo se Donato su questa è più preparato. Attenzione. <ride> no, in realtà diciamo il contesto è sempre video, no? Però okay. lo, lo possiamo tradurre anche in manuali di carta che io me li ricordo quando ero uscivano da ragazzo in edicola, che erano i famosi chitarrista in 24 ore. Tra virgolette. Ostria, chi è che non ha studiato su chitarrista in 24 esatto. ore? <ride> Però, diciamo, quello era un titolo. <ride> e si vedono tra... i risultati. poi. Eh, che cazzo, eccolo qua. Aspetta, il manuale number one, l'ho visto io, insegna a suonare la tromba. Si chiama Tromba Subito ti giuro esiste <ride> ragazzi trovali in rete per favore Thomas Colasanti tu che sei un fenomeno web. trova no. tromba subito è, un manuale è, il più è il più venduto per, i per gli autodidatti di, di, di tromba quello allora, è, vai, è fantastico se ci sono presente. Eh, con tromba subito per me ha vinto ce l'ho anche sul mio stagione si si sta proprio un pezzo avanti allora <ride> La cosa è questa: che un po' diciamo al ve sul verso di quella, di quella volta, no? che di fatto non era vero che imparavi in 24 ore, anche il metodo era più approfondito di quello che sembrava. Però il titolo era un po' catchy, come lo dicono gli inglesi. Tradotto male sarebbe un po' più clickbait se lo vuoi su... in digitalese. Allora, la domanda è questa: ci stanno tanti video in giro che alla fine di questo video saprai suonare il blues. Piuttosto che imparare a pettare come Paul Gilbert in un, in un video che può durare 5 minuti piuttosto che ti insegno a fare i suoni per il tuo tour con un video di 5 minuti. Certo. Diciamo, il contesto non è importante, è la formula. Allora, io quello che mi chiedo: quanto male fa agli alunni, agli studenti che possono essere principianti o semi eh, professionisti, pure se vuoi. L'illusione, perché di fatto è quello, che ti diano una promessa di raggiungere un obiettivo alla fine di un video di 10 minuti, quando di fatto mi state dicendo che per raggiungere certi obiettivi ci vogliono mesi, anni, secoli di ore di, di studio anche. Tu che ne pensi, Donato? Parto da te, dai. Allora, tu hai di fronte a una persona che, che, che chiede la quantità di orari e di studio che ha a disposizione una persona prima di suggerirgli un corso. Per il master è da 5 a 12. Al giorno, minchia, ti ho già risposto. <ride> cioè, Massimo, cazzo, io ti ho conosciuto che tu facevi a 16 anni Mamstin. Ok, sì. io mi ricordo, eri da Davoli, passavo con, con Sergio e, e mi dicevo Sì, 19-18-19 allora, sarà... anni si, sì, si, sì, è vero. Sì, okay. 88, 89. Eh, sì, sì okay. da, in, in quelle lì, meno, quanti anni hai meno di me? Io, io sono un 70, quest'anno faccio 50, raga, fra 12, fra 16 giorni faccio 50. Mezzo eh sì, secolo auguri, eh. auguri Beh, tu ne hai 4 Vabbè, in più di me? Quanti 55, 55. Okay. Eh, sono un ometto, <ride> e, e mi ricordo: eh. e la domanda è, ma scusa un attimo, ma un ragazzo di 19 anni, ma diciamola tutta, quanto, quanto studiava per fare Mamstein? un'ora al giorno? Ma dillo, due, ma io non lo so, io raramente meno di 7-8. Secondo me, io lavoravo e tutto il resto della giornata era suonare quattro band. Eh, studiare un programma delineato, certo, come no No, non è possibile non è possibile allora hai già risposto allora ho fatto un periodo non lo dico per dire sono un figo assolutamente no ma lo dico per i giovani ho fatto un periodo della mia vita che è durato dieci anni dieci anni che studiavo tutte le ore possibili fino a quando la testa non cadeva sul libro e mi ricordo mia mamma che veniva a svegliarmi alle tre di notte la testa era caduta ma non perché era caduta era caduta perché il sonno non ce la faceva più io ho fatto dieci anni così con gli amici che mi pigliavano e io sono un amicone sono uno che fa casino, però quando ho scelto la musica, io la domenica alle 4 gli dicevo a quei balordi: ragazzi, vado a casa a studiare, a quelli là. Ma sei scemo? Ma che cosa stai dicendo? Mi pigliavano in giro. Io non ho una memoria diversa e non sono neanche bravo per questo perché non avrei cambiato quella vita per nulla al mondo. Vero, Massimo? Vero, Ciro? È la cosa più bella che puoi avere: suonare la chitarra, vedere che migliori è la felicità. Quindi, nel momento in cui, e concludo, nel momento in cui vedo che c'è qualcosa che si può tenere in poco tempo, eh, io non sono d'accordo. Questo è il mio punto di vista. E non vorrei che ci credesse un ragazzo giovane perché lì. Hai una responsabilità. Questa responsabilità dovrebbe essere contabilizzata. Però qui entriamo in un altro discorso. Tu come educatore sì, hai sì. delle grandi responsabilità. Io penso che poi anche, diciamo, non è che tutti debbano fare l'MCR, no? Nel senso, tutti devono diventare no. professionisti. No, abbiamo no, anche eh? il CCR, abbiamo anche sì, l'RLS, sì, sì. dipende. Uno che vuole fare la carriera, io gli dico, meno di cinque ore. Ma cosa fai con meno di cinque ore? Già cinque non è un cacchio. Scusa, non abbiamo una forma di sindacato e non voglio far politica, non mi interessa. Suona il migliore accanto a te. Ok, di fronte a questa prospettiva cosa fai? Corri più veloce che puoi. Sì, sì, si tratta di allenamenti eh, sportivi, certo. quanto portano um, di tempo. Tu, Ciro, che ne pensi? Ma penso che nella musica di scorciatori non esistono. E <ride> quindi se non sudi non vai da nessuna parte, questo è poco come sicuro. Racconto solo questo aneddoto. Una volta venne vai, un ragazzo vai. a lezione. Disse, allora maestro, io sono qui perché voglio suonare come te. E io dissi, ok, allora il minimo che posso dirti è dirti tutto quello che ho fatto io per eh, suonare fino a cioè, per come suono adesso quindi ti do tutti i miei libri certo dovresti fare la mia stessa vita essere me diciamo, tutta una serie di aspetti diciamo di esperienze, insomma, tutta una serie di cose positive o negative, eh, nel senso se tu vuoi suonare come, me eh, e quindi da lì partiamo e poi capiamo poi magari diventi più bravo probabilmente ma, e dice: no no no, ma io assolutamente mica voglio farmi il culo come hai fatto tu, eh, tu fai, <ride> facciamo una cosa, io mentre mi fumo la sigaretta tu mi scrivi 20 frasi e io me ne vado a casa però ho le frasi tue che mi piacciono come le fai tue e io dissi senti ma scusami questa cosa cosa può portare e no no cioè per dirti c'è cioè, della gente folle che comunque pensa anche che magari la vedo semplicemente copiando. Vabbè, questa è, ah. è aneddoto che va un po' oltre, però, diciamo per dire che comunque le scorciatoie in questa cosa qua non possono assolutamente esistere. Quando ti sembra di vederla, diciamo ah, forse aspetta riesca a fare questa cosa, ma stai ben sicuro che a un certo punto poi esce fuori il tarocco. <ride> non esiste. <ride> Se non ti dai e... da fare e ti metti lì, poi come diceva Donato, 5 ore, ma che fai? Dipende, che cosa vuoi fare? Se tu vuoi suonare bene il pop, vuoi conoscere i programmi. Conoscere i software, i plugin, sapere come si arrangia, eh, sapere i suoni, i microfoni, le luci, la diretta, i black magic, i microfoni, la linea, non lo so. Esistono talmente di quelle cose che ti fanno che richiedono tanto, tanto tempo. Per cui fondamentalmente capito le, come fai a 5 ore? Impossibile, cioè le giornate intere non ce la fai a fare tutto quello che vorresti fare. Poi oggi il musicista deve essere smart su 3.000 aspetti, e massimo probabilmente il, il miglior rappresentante che abbiamo no? di tutte Ehi. queste opzioni. E quindi, fondamentalmente, se vuoi essere così bravo in tante cose, come fai? 5 ore? che cosa? Le giornate intere non bastano, una vita non basta. È, ad la, affrontare frase dico tuo... io. è la frase che dice: E quando, vita... quando hai capito, cambiano tutto <ride> esatto? esatto. Eh, quindi assolutamente no. Lavorare, Dai. lavorare. Max. Tu che <ride> ne dici? ma guarda, intanto non vorrei togliere altro tempo perché prima ho parlato anche for off topic e quindi non vorrei io mi trovo d'accordo con quello che hanno no no, mi, mi trovo d'accordo con ciò che hanno detto loro e, e, e sempre sempre per, sai quanto io vivo ormai il libro, questa cosa che è uscita la cosa che ha detto Ciro è proprio quello che io penso fondamentalmente cioè ci sono troppe persone che guardano gli altri e li imitano il bravo insegnante ti insegna come emulare, cioè non è imitare un qualcosa che esiste scimmiottandolo, bensì emulare il contenuto che c'è. È diverso se io ti faccio vedere una mia frase te la scrivo, come dice il suo allievo di Ciro e dice, oi maestro, fammi 20 frasi che io sono quelle e suono come te. <ride> e l'altra cosa diversa è, spiegami, negli ultimi 8 anni per 5 ore al giorno, quali sono le nozioni che ti hanno portato a creare quella frase e io sarò un emulo, ma l'emulazione le, porta a un miglioramento della performance perché prende le due esperienze dell'uomo e, e le somma. Diversamente l'imitatore va solo a prendere anche la parte eh, diversa, cioè io posso imitare un atleta per come corre, allora so che lui tipo correndo tiene questo braccio più alto e corro e corro uguale a lui, ma il suo tempo in maratona non lo posso fare perché lo certo. sto imitando, non lo sto emulando. E quindi questa è la base di, di quello che serve, secondo me, nel, nel, nella propria preparazione. E quello che diceva Donato, adesso vorrei avere le 5 ore da suonare, adesso si, si, io riesco a sopravvivere di esperienza e si, si guardano altri aspetti del, del suono e del suonare, ma per uno che, abbia, che voglia suonare, che abbia 20 anni... Devi metterci quello lì in corsa. Io, io ricevo appunto, da, grazie al fatto di avere questa piattaforma, tante persone che mi scrivono. Ma ho 45 anni, è tardi per iniziare? Ah, dipende. Se vuoi diventare il nuovo chitarriero del mondo, è tardissimo, era tardi anche 25 anni fa. Ma. Se vuoi essere felice con una chitarra e avere la soddisfazione del miglioramento, non è mai troppo tardi, non c'è mai la cosa che diceva Donato del miglioramento, di essere chiusi in casa, anch'io ricordo i miei amici che andavano fuori, ma cosa fai tutto il giorno a casa con la chitarra? Noi andiamo a divertirci, ma ti ho detto che io non mi diverto, cioè non sono mica a casa che mi bastano, mi diverto più di te. Mi diverto perché per me divertirmi è fare qualcosa che mi piace. e e con questo brevissimo aneddoto che, che, che cito anche perché è una cosa per me importante, è venuto diverse volte sono venuti da me dei, dei ragazzi prodigio. Una volta sono venuti questi due genitori che mi hanno parlato, questo ragazzo di 14 anni prodigio, ma prodigioso vero, perché è andato da tutti gli insegnanti, non sapevano cosa insegnare, lui sapeva tutto, era come se in questa scatola che era la sua testa ci fosse già dentro tutto ma io gli dicevo ma prova a suonare su questo accordo mi giro, gli faccio un 2-5-1 e lui improvvisa bene gli dico questa che nota è, questo un mi e questo che accordo è, è un sol maggiore però è il ha il si sì che è leggermente crescente sapeva tutto e quindi rivolto ai suoi genitori ho detto vostro figlio è un fenomeno ed è così un fenomeno che secondo me rischia di non combinare niente perché non combina niente? Perché non fa fatica, se io gli faccio fare una roba che ci ho messo dei mesi a farli, lui come la fa? La sa già fare non ha soddisfazione quindi è come un, 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 uno scalatore di una montagna che tu lo prendi e lo metti in cima all'Everest. Se tu prendi uno e lo metti col, con l'elicottero sull'Everest, questo si fa un selfie e scende. Se tu in cima all'Everest ci arrivi dopo una salita, quando arrivi lì, cazzo, sei l'uomo più felice del mondo, perché la fatica ha, ha generato quello stress, quell'ormone che quando si scarica genera la soddisfazione che diceva Donato e che diceva anche Ciro. C'è cioè la soddisfazione della fatica, perché... Non c'è niente di più bello di non riuscire a fare un passaggio e dopo una settimana che per, o anche di più ti viene quel momento lì, o un momento magico, quando fa tra dici 'Cazzo, mi è venuto lo so fare' e di colpo lo sai fare quel quell'emozione. Se togli la fatica, non c'è più. Sì, sì, io penso che sia yes. ovviamente. Questo è un discorso anche per i professionisti, no? quello che abbiamo fatto, cioè tu fai questo mestiere, è ovvio che c'è bisogno altro che cinque ore. Io credo che si possa adattare anche a chi lo fa giustamente per passione, perché io penso che la musica sia un bene per la vita della gente in generale, anche se suoni due accordi con tua moglie la sera in salone e lei canta o lei suona il violino, non lo so, piuttosto che stare davanti a quella cazzo di televisione o davanti a, allo swipe permanente davanti a un telefono, questo è fondamentale. Però penso che anche allenandosi, diciamo in quella direzione, e cercando comunque un percorso, mi piace il blues e voglio impararlo. Sia molto pericoloso il fatto di pensare di poter suonare anche una cosa che ti faccia giusto godere in dieci minuti, perché non c'è verso che questa cosa funzioni. Bene cari, siamo pronti. Ciro, yeah. vuoi provare a fare un piccolo relog? Che adesso tocca a te? Sì, Fai un, un refresh della pagina e. Mi sono, mi no, sono frizzato di nuovo? No, no, se, no. Vai bene, però così rialziamo la qualità. Che, eh, andiamo Vado. incontro alla tua linea. <ride> <ride> Ho donato come ride eh, sì, Ma cosa me... sarebbe questo relog? Praticamente esce e rifare il login. Sì, lui riaggiorna il ri browser, lui lo fa rientrare, quindi gli resetta la cache. Ma vediamo un po' se. Intanto, intanto che. Okay, basta. Vai, vai. Vai a no Ciro, sei pronto? no, no, Donato, no, no, no Ciro, Ciro. No, no, Ciro c'è la connessione buona. <ride> <ride> Facciamolo andare su. No, però dai, da, da quando sono ritornato, si era... è andata molto meglio. No, no, eh? infatti Mol... è andato tutto bene. Adesso era riscesa un pochettino, però ah, okay, visto okay. che adesso c'è la tua pillola. Sì, era un, ah, okay, un po' pixellato. Era okay, un okay, po' okay. pixellato. Sei pronto, Ciro? Eh. Seconda pillola? Ok, allora, diciamo che a questo punto approfitterei, Thomas, per fare seconda e terza insieme. Dai, la connessione sì, leggerà, non, non dire che va male. Dai. No, la faccio la seconda. Ok. E la seconda, dai. Allora, diciamo un, un altro input che volevo dare, diciamo, era quello ritmico e un po' mi aggancio al discorso che ha fatto Donato, però Donato l'ha fatto, diciamo, dal punto di vista più accordale, ritmico, diciamo, yeah. di, eh, diciamo di riff, accompagnamento, eccetera. Eh, io, diciamo, mi tengo sul discorso comunque solista e, diciamo, si possono fare tutta una serie di... Di, diciamo, di cose per alimentare un po' ritmicamente, perché questo è un tema che spesso mi richiedono: diciamo, come rendere gli assoli e eh, comunque le frasi dinamicamente un po' più frizzanti, diciamo così. E, tornando al discorso anche dei sedicesimi. Eh, per esempio se io faccio eh, pratico con le quartine Che diciamo soprattutto nel funk Che sono funk rock Diciamo quelle robe lì è Ovviamente è una figurazione che ritorna spessissimo e, e, e la, e lavorare diciamo con le cellule melodiche Intanto io faccio questo lavoro didatticamente con gli allievi Di fare le quattro opzioni diciamo melodiche Che sono La prima Che ne so se faccio la quartina Ascendenti Eccetera poi dice al contrario inverse, incrociate quindi una sale e l'altra scende. Eccetera, eccetera. E incrociate inverse quindi la prima scende e poi la seconda sale. E questo discorso qua poi lo si può fare anche in orizzontale ovviamente. Eccetera, eccetera. per dare un po di, eh, di brio diciamo ritmico diverso la, una cosa che si può fare è eh, simpatica è quella di eh, praticamente possiamo mettere delle pause e quindi praticamente anziché partire in battere posso partire per esempio sul secondo sedicesimo quindi tre, ah, e già si spostano gli accenti quindi posso partire in levare quindi sul, praticamente sul terzo sedicesimo posso partire sull'ultimo sedicesimo quindi eccetera eccetera quindi posso creare diversi, eh, diversi spostamenti ritmici e stessa, la stessa frase suonata a quartine comunque suona diversa perché ovviamente si spostano gli accenti e le note in battere cambiano e quindi eh, la, la frase comunque suona diversamente e, e questo diciamo è un input simpatico. Un altro input simpatico è quello anche di cambiare ritmica alle cellule melodiche perché spesso è una cosa che si fa, eh, soprattutto nel rock, avviene spesso. Diciamo che se suono una terzina melodicamente, la suono anche ritmicamente a terzina. Quindi per esempio, che ne so. Tipo nei soli che sono dei metallica per dire questo genere diciamo un po' più metal così. siamo spesso accade di suonare diciamo terzina su terzina ritmica o quartina su quartina. Invece la cosa simpatica è anche invertire questa cosa suonare terzina melodica su quartina ritmica e, e, e viceversa. Quindi, per esempio, se io suono la, la, la terzina melodicamente, anziché suonarla così, la suonerò, eh, scusa uh. Così praticamente gli accenti si spostano e posso fare ovviamente questa variante qui con le inverse, incrociate, incrociate, inverse, tutte quelle che ho fatto vedere prima. Quindi si possono creare comunque dei spostamenti ritmici per cui la cellula comunque suona diversamente. Quindi diciamo si evita il fatto diciamo... ci crea questa, questo movimento ritmico all'interno del solo così diciamo che non sia così scontata. Quindi cellula uguale figurazione ritmica, cellula melodica uguale figurazione ritmica, ma si crea eh, diciamo eh, più movimento a livello ritmico-melodico del fraseggio. Questo diciamo, yeah, è una, una piccola pillolina. Yeah, veramente Ovviamente, molto, questa molto potrebbe, utile. Aprire, potrebbe aprire un mondo di opzioni, ovviamente, <ride> però eh, diciamo, magari poi la analizziamo in un secondo momento diciamo, per andare più lunghi. Bene, bene. Questo. Grazie, Ciro. Bravo, veramente figo. Qualcuno ha chiesto <ride> se suoni un riff degli Slayer. ah no, no Quello non ce l'ho, mi spiace. Non lo posso Secondo fare. me, adesso <ride> non vorrei dire, ma quando hai detto Metallica, si è notato che non era proprio la tua band preferita. Sì. No, no, no. <ride> non dire che è eh, <ride> Grande, grande, Ciro. Bene, yeah. cari. Allora, next question. Questa vale. sono sicuro che ti piacerà una cifra perché secondo me acchiappa tutte e tre. Eccolo, ah no, eh, tu perché... sei il mio e mi bemolle. Cazzo, eh, sì, eh, sì se no se non andava fatta. Eh, legata anche scusa, a. Vai, vai. No, scusa, Donato, no, ma come facevamo prima a suonare insieme nelle prove? Perché tu perché eri hai un'altra chitarra. No, no secondo no no è vero è vero la, la sì la sì c'avevi un'altra chitarra o me. avevi un'altra chitarra o eravamo spapolati <ride> prima avreste dovuto sentire la jam che hanno fatto Massimo e Donato con Massimo che stava facendo un riff, accompagnava la cosa sull'acustica e Donato si è inserito per un certo magia della latenza diciamo era perfetto quindi io ce l'ho registrato no, questa io cosa io ho pensato una cosa sai che secondo me voi la scontinavate a sentire giusta la sentivo sbagliata io perché una volta che la mia, eh, il mio audio è partito e arriva da voi, certo. il suo si unisce e lo sentite giusto. Io continuo a sentire la diretta del mio ampio e delle mie cuffie, esatto. quindi sento lui in ritardo, ma voi la sentite giusto. Sì, e sì, voi sì, devo infatti è quello. È il problema: sì, cioè sì, la latenza sì. è proprio quella. Io, se volete, sbagliate. adesso io butto giù due accordi. Se Donato riprende quell'altra chitarra, un giro in giro. <ride> Così facciamo ridere, facciamo ridere il mondo. Facciamo. Vediamo se funziona, dai. Vado, cosa faccio? Mi minore? Eh. Mi minore la settima? Va bene, tipo, beh. faccio... Allora. Delle scariche faccio, che faccio finale, io, che non so cosa io non so cosa succedeva, c'erano dei momenti che sentivo perfetto e dei momenti che mi arrivava dopo quello che facevi, come se ci avesse una eh quella purtroppo è la latenza della rete che ogni tanto è un sì. po' elastica, che eh cambia esatto. ping. Scusa Max, solo per par condicio, ri rimetti un attimo il loop, facciamo fare due note pure a Ciro, così vediamo come va ah. con, con la sua connessione campana. Allora, eh, aspetta che lo faccio anche playback. E c'è il pong, ri poi. E c'è il Fri pong. E c'è il pong. <ride> È stato fantastico perché il digital divide di Ciro e di Massimo, fino a che non avrà la fibra, ovviamente li allinea perfettamente senza la cioè, Ah, poi geniale. arrivava bene? Sì sì, 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 sì. Ah, perfetto. Donato, ora c'è un messaggio bellissimo perché la tua faccia era stupenda durante la jam. Era la faccia di Donato che guarda, che guarda Ciro è stupenda. È stupenda. <ride> <ride> bene, cari. Ciao Manuele bene, Montesanti, bene, grandissimo bene. tastierista. Supermanuele. Ciao Manuele. Manuele. Riusciremo a fare una diretta anche per i tastieristi? Vi voglio bene pure a voi. Ce la faremo, no? Ma quando mai? Giochiamocela tra noi. <ride> allora, ah, eh... esatto. Ok, dunque, allora prima di, della pillola di Donato, della seconda, ho un altro giro di domanda. Questo è, secondo me è molto significativa perché poi vi riguarda bene tutti e tre per certi versi anche molto da vicino. La domanda è questa, cioè quanto l'impronta umana di un insegnante può incidere sulla mentalità e sulla crescita umana di uno studente, personale di uno studente. Cioè, quindi quanto è importante un'integrità personale nel ruolo di un insegnante? Donato tu per primo. Quando tu dici integrità personale, cosa intendi? Onestà intellettuale? Sì, eh. quel, cioè il fatto di essere una persona coerente, che ehm, eh. abbia un'etica, che abbia un, che abbia una, un rigore anche, un'onestà anche. Sì, sì. Beh, è tutto. Caspita. La, allora, eh, prima di tutto, l'insegnante ha il dovere di insegnare dei valori che poi sosterranno la persona nella vita. Eh, e quindi. Cioè, non, non si può mai sostituire al genitore, ma, ma, ma si affianca perché, perché a seconda delle cose che insegni alla persona che hai di fronte, eh, probabilmente alle volte lo, lo aiuterai a superare dei momenti difficili. Perché alle volte riuscire a imparare un leak e, e vedere che ci sei riuscito. È molto simile a riuscire a fare qualsiasi altra cosa nella vita di altro genere, perché sull'onda di essere stato capace di avercela fatta quella volta, tu ti ricordi: Ma allora io posso e butti l'energia da un'altra parte. Non so se si sta capendo quello che intendo. Cioè, metti la cera, sì, sì, togli sì. la cera. Esattamente, allora le, le parole che escono dalla bocca dell'insegnante devono essere prima di tutto positive, devono essere veramente ben cabla cablate, devono essere ben, ben organizzate e soprattutto devono essere oneste, devono essere pulite, devono, devono portare dei principi saldi, dei valori, quelli che ti sostengono nella vita. Non riesco a immaginare una, una funzione diversa, non riesco neanche a immaginarlo, un insegnante che si comporta diversamente in una situazione del genere. Anzi, e secondo me qua rifacendomi a quello che ha detto Massimo, qui eh, se una persona porta un pochettino, una cosa che dico spesso della Rocket Academy, che sono entusiasta delle persone che insegnano qua dentro, perché non c'è nessuno che è frustrato. Non c'è nessuno che non è contento di ciò che è, della persona che è, del chitarrista che è, e questa cosa è incredibile. Gli insegnanti che, e, che sono un po' frustrati perché non sono arrivati laddove volevano, e queste cose possono capitare, a parte che momenti di frustrazione capitano a tutti nella vita, però trasmettono questa cosa nella persona, la persona in quel momento è una spugna, e caspita, è una responsabilità incredibile, non, non puoi, non devi. Mm. Massimo, tu che ne pensi? Oltretutto ne hai parlato ampiamente per certi eh. versi anche nel tuo libro, no? Sposo quello che dice lui. L'insegnante deve essere, cioè secondo me deve essere, va visto dal suo studente, adesso esagero, come un esempio, cioè come, cioè come il maestro. Quando uno dice maestro, no? Eh, è... Deve, deve, avere una, deve avere i suoi difetti, la sua imperfezione che però è colposa, non è preterintenzionale, cioè deve essere… Sì, sì. De, il mio studente deve… lo studente, il mio dico in questo caso se parlassi di me, deve pensare che tutto ciò che gli dico è la mia verità, che può non essere la verità assoluta, che può essere eh, fallace, ma che è verità, non è filtrata da nessun secondo fine che non sia quello di… Uno scambio di informazioni eh, sincero, pulito e che lui si può fidare, e quindi che vada come proprio lo, in apertura: che va dal creargli un buon percorso, una soddisfazione, aiutarlo nei momenti di frustrazione. Io ci sono delle volte degli studenti che abbiamo fatto due ore di lezione, abbiamo suonato cinque minuti. Il resto era una seduta psichiatrica, eh, una psicoterapia, era una roba, non, non potevo prescrivere delle, delle medicine ma di, sicuramente di alimentazione ne hanno parlato. Cioè, di, ci sono alcune volte, il, il, il tuo allievo, adesso magari parlo, non certamente se l'allievo viene che dice guarda, io non so fare come si chiamano le note, tu gli dici questa si chiama mm -hmm. do, questa si chiama re, siamo in un altro, in un altro livello, per l'amor certo. di Dio, però quando tu hai uno studente che suona già da 15 anni, vuole entrare nel mondo del lavoro e non riesce, non è, quello che ha bisogno di te sono dei punti... Eh, non solo didattici, ma dei punti di approccio che siano come affrontare la vita e eh, togliere la parte di frustrazione, come dice quello di Donato, cioè tu, devi, tu, tu docente devi essere pronto a sconfiggere la sua frustrazione se per primo hai tolto la tua di frustrazione, perché esatto. se soltanto lui capisce che tu sei frustrato, lui sa che tu non sei una persona, un frustrato non ti dice la verità, lo dice solo il suo psicoterapeuta la verità, se no non te la dice, se ha paura va. di te. Se Forza. ci va, perché se, se ci va forse da sconfiggere, però deve esserci proprio, cioè vuol dire che quella, quella persona che è frustrata si è accontentata senza dare il significato alla parola accontentare. E velocissimamente, la parola accontentare, l'ho analizzata quando ho scritto il corso del libro, c'è cioè un capitolo. Accontentarsi è una delle parole più belle del mondo. Il problema è che noi lo usiamo in modo sbagliato, noi diciamo, guarda, volevo fare il chitarrista eh, sui grandi palchi però mi sono accontentato e faccio il docente. Ecco, non ti sei accontentato. Hai accettato la tua mediocrità, che non ha nulla di male, ma accontentarsi, se io voglio fare il musicista, io definisco una dimensione. Cioè io dico, io voglio fare il musicista e del delimito una cosa, un contenitore. Quando il contenitore è pieno, io sono contento. Quindi accontentarsi ha un significato molto bello. Dipende sì, sì. se tu non delimiti la tua grande e dici io voglio diventare un grande chitarrista, voglio diventare famoso. Dopo sarai frustrato perché ti sarai accontentato di fare qualcos'altro, ma quel qualcos'altro che per te è un accontentarsi ed è una frustrazione, per altri è un punto d'arrivo. Certo. Per io quando vado a correre a fare la maratona, per me averci messo 3 ore 20, io sono arrivato con la rossa e ho detto cazzo, ho raggiunto il mio sogno. Se 3 ore e 20 ce la dovesse mettere uno che deve fare le Olimpiadi, se spara, ma anche infortunato lo fa in 3 <ride> ore 20 con una gamba in gesso. Però per me è stato successo. La definizione di, su, di successo, di essere contenti, questi parametri e di aver definito la propria misura è quello che definisce se tu sarai una persona frustrata se, quello che diciamo all'inizio se tu volevi fare qualcos'altro ma visto che ormai hai imparato a suonare la chitarra e non riesci a farla per mestiere insegni, tu sarai frustrato non hai definito la tua capienza che era vivere di musica allora in quel punto puoi vivere la tua frustrazione e insegnare tutto quello che sai al tuo allievo e quando il tuo allievo andrà su un palco grosso tu sarai lì sotto a dire lui ha imparato da me e, e sarà come essere su quel palco un po'. Io lo vivo ogni volta che qualcuno usa una, una chitarra delle mie, di quello che ho, che ho disegnato, di quello che ho fatto. Sono sempre piccole cose. Bisogna anche sapersi accontentare, che vuol dire riempire dei piccoli recipienti che una volta completi e, e riempiti ti hanno accontentato e sei contento. Essere contenti è forse a livello di essere felici. Io penso che sia veramente molto bella questa cosa che hai detto, anche di distinguere il, la, la colpa e il dolo, no? Cioè, il fatto che se io ti do un'informazione sbagliata deve essere una questione colposa, non dolosa, cioè non è che te la sto dando perché devo nascondere una mia ignoranza. Cosa che purtroppo succede. Ti dico spesso. la mia verità, la mia verità è fallibile, eh sì, sì. perché io non sono perfetto. Però quello che sì, ti ho detto sì, sì. È, è la mia verità, non ti sto nascondendo un qualcosa. Se no, non sono un sì, buon sì. insegnante. Infatti intendevo, sono mercenario, intendevo, proprio, que intendevo eh. proprio quello sul fatto di essere integro, no? Cioè, se io ti do un'esperienza. Che è legata. Adesso mi viene sempre questo esempio del tour, no? Cioè, io ti preparo e ti dico: guarda, ti faccio vedere come si preparano i suoni per un tour. E poi tu, questo tour me lo fai dentro al locale sotto casa. È un dolo questa cosa, non è una colpa. Cioè, non è che tu sei scemo, lo sai che cos'è un tour su un grande palco. Però tu non l'hai mai fatto e pensi di poter insegnare quella cosa a qualcun altro. A me questa cosa mi fa impazzire, guarda. Eh, però, guarda, scusa, mi è venuta in mente una citazione mentre parlavi. Di Andy Timmons che è stato in diretta con noi qualche mese fa, insieme a Ciro una sera. E lui ha detto: Ha detto questa frase parlando del, del fatto di darsi un obiettivo e cercare di raggiungerlo. e Ha detto: ehm, 'Isn't important to, um, just where you have to go, but how you get there', cioè, non è soltanto importante dove stai andando, ma ti devi gustare il viaggio, se no alla fine. Sei Sempre, sempre con l'ansia, non te lo gusti mai, non te lo godi mai. Ecco proprio bello. Yes. Bene, madonna, ragazzi, quanto state a scrivere! Veramente vai. Ciro, sei pronto? Sì, ripeti la domanda un attimo. Sì, cioè, quanto, <ride> no, nel senso, li... non voglio perdere il focus. No, 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 hai, avessi... hai ragione. Hai ragione. <ride> quanto l'impronta umana di un insegnante. <ride> Coincidere sulla mentalità e sulla crescita umana di uno studente, cioè quindi quanto è importante un'integrità personale sì. nel ruolo di insegnante. Ti metto sì. un attimo full screen perché mi hanno chiesto di prendere una cosa e adesso la prendo. Vai. Allora, eh, secondo me questa cosa è, è fondamentale perché, soprattutto io, per la mia, per la mia esperienza, ho diciamo, maggiormente diciamo, allievi grandi o comunque gente che già suona insomma, e quindi vuole approfondire, approfondire determinati discorsi. diciamo. E molte delle volte mi trovo ad affrontare tematiche soprattutto anche relative, eh, come diceva Massimo, al mondo del lavoro, all'approccio che non è eh, puramente diciamo, musicale ma anche di vita. E quindi in quel caso tu rappresenti una guida, eh, sei fondamentale per il loro sviluppo eh, di connessione con il mondo del lavoro, connessione con gli altri musicisti, perché un sacco di volte mi sento dire questa frase, maestro ma quello è così bravo perché poi non suona? Quello là secondo me è una schiappa, perché suona sempre? E dico ragazzi, voi avete una visione della vita un po' distorta, della vita musicale. Cioè, probabilmente quello che tu pensi che è una schiappa probabilmente non lo è, perché la gente non è stupida. Se una persona viene chiamata sempre vuol dire che quel lavoro lì lo sa fare. E mettiti l'anima in pace perché è così. Uno e due, voglio dire, ci stanno invece altre persone che non vengono chiamate perché brave, ma perché la bravura non basta, anche perché la bravura va focalizzata. Cioè, se io sono bravo a improvvisare con, le, con otto dita a tapping, ma questa cosa nei lavori che si fanno non serve, io non sono bravo. Sono bravo a fare una cosa, ma che non è utile alla, alla causa, voglio dire, del, di quello che lavora. Allora ovviamente io aiuto molto gli allievi in questa cosa qua, secondo me, e cerco di dargli una mano, per ovviamente, come diceva pure Massimo, in discorso la mia verità ovviamente, che non è oggettiva, ma è soggettiva in base alle mie esperienze, e quindi dico, secondo me, tu se vuoi fare questa cosa qui devi, correre, cioè, devi camminare in quest'altro modo e quindi gli sono da guida. Da questo punto di vista, qui e quindi diciamo, questo è un ruolo, diciamo, come diceva Donato, diciamo, uno non si sostituisce ai genitori, ma di base in, questo, in questa direzione tu diventi un papà. Musicale per un ragazzo che, ovviamente, vuole intraprendere questo e cerchi di dargli consigli in base al proprio carattere e a come relazionarsi, come diceva una Nick, Michael Leake, il bassista di Snarky Pappi, la cosa fondamentale è avere good attitude, cioè, nel senso, umanamente, una volta che noi abbiamo suonato due ore su un palco e poi facciamo un tour di 100 giorni insieme, noi viviamo insieme per tutto il resto del tempo. E se non sei una bella persona, ma di che stiamo parlando? <ride> cioè va a vero. finire male dopo il terzo giorno. Quindi fondamentalmente perciò chi sta in certi contesti e vive la musica in certi modi, ovviamente prima di tutto deve essere una bella persona. Dopodiché entra il discorso musicale che un po' è viziato dal fatto che tu sei una bella persona, perché quando sei una bella persona non sei frustrato, come diceva, diciamo, eh? tu quello che andrai a suonare sarà la roba probabilmente giusta perché tu sai, sta, stai bene nel contesto dove stai, sei intelligente musicalmente e quindi sai che cosa devi suonare che cosa non suonare quando parlare quando stare zitto eccetera eccetera e quindi certo io cerco di dare questi input per la mia esperienza che ho vissuto e quindi diciamo io sono il tipo che preferisce in certi contesti dire una parola in meno piuttosto che in più e questa cosa certo. mi, mi, ha, mi ha sempre portato <ride> bene quindi la consiglio diciamo sì sì È il fatto questo. di essere integri poi diciamo c'è sempre questa un po' illusione no del fatto che la rete ti mascheri a sufficienza, ma il problema è che uno può essere anche un po' fagotto, eh, nascosto sì. dietro un account. Ma prima o poi. Ci vedremo, ti confronterai con un pro, i professionisti, ti confronterai con il tuo datore di lavoro, ti confronterai con una, con una donna, con un uomo, cioè ti confronterai con una persona realmente. Se sei uno stronzo, cioè, come diceva <ride> Funari, a uno che è uno stronzo, gli puoi dire che è uno sciocchino, gli devi dire uno stronzo. <ride> cioè, se sei così, non c'è niente da fare. È <ride> vero, sì, sì. Cioè, infatti cioè, l'integrità, secondo me, è una cosa che uno ce l'ha. E poi la puoi condividere dove ti pare, tanto è inutile fa finta, certo, certo. e certo. hanno le gambe corte. Scusate, proprio un piccolo aneddoto perché mi hanno chiesto se in qualche diretta posso suonare. Perché effettivamente finora non ho mai suonato. E visto che ho tre amanti proprio viscerali delle PRS, vi faccio vedere quella che userò, che l'ho presa da non tantissimo da un altro grande professionista che è Giorgio Secco. Ah, ok. Yeah, una McCarty no no Body, Ma... o oh no, no McCarty 2006 sì. Allora, yeah. la Volevo far vedere perché la promessa è una promessa. Se parliamo poi di Giorgio, ragazzi, stiamo parlando di un chitarrista devastante. Incredibile, sì, sì, sì. era sì. stupenda. L'ho cercata per anni. Alla fine l'ho trovata da lui, usata in un negozio di lecco. E quindi vi prometto che alla prima occasione possibile suono pure io una volta. Così non decino, se no dicono, non dicono, ma non suoni mai. Bene, yeah. ok. Studia eh, che te massacrano. Si, sì, si, sì, si. Sì. Allora, Bagot. Sei pronto? Forever, certo. Eh, no, anzi, basta oh, yeah. lì i quelli tre erano i primi tre accordi di Van Allen Live Without a net e live <ride> <ride> si sì, può essere, può essere. Facciamo ah, no, sì, sì, sì. così la solo di Van Allen prima di fare il rap, oh, a tutti. Yeah mamma mia quello è un live pazzesco con lui che si scola una bottiglia Jack Daniels il bassista durante il bassista il solo, no? sì, sì. pazzesco morto pazzesco. Pazzesco. live Ma è un video da vedere non si sì, può assolutamente parlare. assolutamente sì, sì. allora sì sono pronto allora io praticamente adesso volevo parlare nella maniera più veloce possibile delle varie tecniche rocchettare, Quindi dovrò attarellare nel migliore dei modi però lasciare qualche cosa di concreto. Per cui eh, quello che faccio con i miei ragazzi è questo, io gli faccio fare dopo un po' di tempo un libro di leak e li obbligo a un certo punto di creare un solo che li metta insieme in modo da creare un solo delle loro tecniche, perché questo è quello che a me più di 30 anni fa ha portato fortuna con una solo che loro poi eh, suonano che si chiama AFG, si chiama AFG perché sta per gli accordi, la minore fa sol, nel tempo i ragazzi dicono che non si chiama così per quel motivo, ma che si chiama per alla feccia del Getz, quanto è difficile. È <ride> una battuta, dicono così sul serio, però l'armonia è sempre l'AFG, io avevo tutti i miei lick, ma dovevo trovare un modo di metterli insieme e questo è fondamentale per creare il tuo stile. Per cui inizia con... <susurra> e questa è la prima cosa questa è una scala impennata alternata una delle prime cose che faccio fare ai ragazzi è comprare questo plettro della tortura che si chiama Stilus Peak tu puoi diventare più bravo anche senza lo Stilus Peak però mediamente questo ti abbrevia 6 mesi di tempo perché lui incastrandosi o dandoti degli input per quanto meno aprirti con la mano destra ti insegna di stare stretto tra le corde stretto tra le corde, e quindi ti aiuta a imparare la pennata alternata prima. Poi solo continua perdono. Qui ci sono tre armonici, alcuni mi dicono. Io non so fare gli armonici, non è vero che non li sai fare, è che non sai dove andarli a prendere. È come cercare di pescare in un mare che non è pescoso. Allora, insegno questo trucco qua, perché la mappatura degli armonici, quando diteggi, cambia, per cui i rapporti qua dove tiri fuori gli armonici artificiali cambiano. Allora, diciamo che insegno questo trucco qua. Di cercare l'armonico alla modi classica, Okay, schiaccio store e so che qua so che qua c'è sempre in questa maniera una volta che hanno fatto una mappatura veloce magari rispetto ai pick up riescono a... riescono a beccarli un po più spesso poi c'è questo passaggio Alcuni mi chiedono: Ma serve questa roba qua? No, non serve a niente. Però nel rock, è un discorso che facevamo anche prima, un pochettino di fumo ogni tanto ci vuole. Questa scala si può fare anche così e viene probabilmente anche più pulita. Però se fai una roba un pochettino di sfida e dopo. Ti comporti bene, hai fatto la tamarrata che avvicina le persone a te per poi dimostrare il tuo valore. Per cui spiego anche di fare un pochettino i tamarri. Dopodiché c'è questa pentatonica, qua in realtà è una scala blues, che fa. Questa scala è suonata un po' più velocemente, però, cosa succede? Che quando l'ho studiata, l'ho presa da Paul Gilbert, non avevo la tecnica per saltare. Con il plettro di due corde e allora mi sono inventato. Poi ho scoperto di non aver inventato niente l'hybrid hybrid picking, vale a dire il dito, perché il dito è già lontano. Ma la cosa bella è che mi dà un suono ed è diventato ancora più importante della velocità stessa. Quando hai imparato il pattern non è così difficile come sembra, perché dopo hai imparato una meccanica, quindi questi tipi di studi hanno una curva di apprendimento iniziale ripida, dopodiché vanno via così. Poi c'è un arpeggio in pennata continua. Sono tre arpeggi, mi minore e mi minore settima, siamo sulla minore, tu puoi imporre un arpeggio del quinto grado su un accordo minore, per cui la minore arpeggio di mi minore, Do minore arpeggio di Sol minore, poi va avanti la Sol, praticamente c'è una pentatonica che viene estesa con la prossima diteggiatura fatta dal dito indice quindi il trucco è conosci una diteggiatura ed estendi la prossima con il dito indice sono le forme cage poi c'è una scala che scende che è prima pentatonica e poi minore naturale <sussurra> Praticamente cosa succede? In questa scala qua c'è un trucco che si usava negli anni 80, cioè praticamente quando si cambia corda non si usa il plettro, si usa il dito, cioè Quindi io faccio e qua ho usato la pennata continua. Usare la pennata continua devi dare la cera e togliere la cera, cioè mentre nella pennata alternata hai un'angolazione che scegli tu, quella che preferisci, nella pennata continua invece swippi proprio, tu swippi vuol dire spazzolare e vai proprio nella direzione che accompagna le corde. Quindi hai questo passaggio qua. Qua c'è questo passaggio qua. chiuso con questo qua. Praticamente questo è un sol sesta, sol sesta che è uguale a un mi minore settima, per cui sulla minore è l'arpeggio minore che sta sul quinto grado e questo è un do sesta, è un do sesta che è uguale a un la minore settima, per cui l'accordo di tonica. La solo va avanti, ma de zitto perché non voglio prendere più tempo ai ragazzi. Grazie. Grande Donato. Intanto un certo Massimo Varini ha scritto in chat scrivendo Tamarismo senza limitismo forever. <ride> Smutati, Max. Sei mutato, Max. Non ti posso smutare se le ti muti tu. metallo ecco è. Avevo detto una cazzata. <ride> per quello. Grande, grande Donato. <ride> grande. Yeah. Scusate, che volevo dire soltanto questa, questa cosa. Perché ho trovato. Anzi, in realtà, l'hanno trovato il super staff di Music dietro le Quinte tromba subito di Paul Gandini, Lo sapevo, ecco. Che <ride> oltretutto, non so se notate chi l'ha postato. cioè Massimo Varini il 25 giugno 2015. Quindi la prima so, che c'è su Google è stata quella. No, veramente? Sì, sì, sì. <ride> Oh, io l'ho visto, ero in Eco, ero alla Eco e a un certo punto erano arrivati in una serie di, di, di manuali, facciamo dei manuali perché loro distribuiscono anche dei, dei fiati e quindi facciamo, ci hanno proposto di vendere insieme alle, alla tromba un manuale. Ho detto, fammi vedere, diamo un'occhiata se è fermato bene. Ho guardato, tromba subito, ho detto, sì. Ho immediatamente fatto la foto e postato. Ha vinto. Bene. Sì, 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 queste sono le figate. Scusate, ci sono un paio di domande fiche, secondo me, non che ce ne siano state poche nel senso sono arrivate un fiume di domande però diciamo nel flusso io le passo soltanto se so che non ne parleremo dopo questa effettivamente non l'avevamo pensata secondo me è importante, Nicola Gabbas dice sarebbe interessante sapere la vostra esperienza da allievi oltre che da insegnanti sapere se siete autodidatti e come sono stati i vostri insegnanti quindi magari qui potremmo potremmo spendercelo un po' di tempo secondo me è importante contestualizzarlo l'argomento dai, Max, sei stato un po' tu in silenzio vai tu io? Io sto senso vero? mai allora io sono stato ehm, allora ho iniziato da, da semi autodidatta con una dispensa che usciva e si chiamava eh, si chiamava Corso di Chitarra di Franco Cerri e Mario Gangi mm. e era la dispensa e, e ho chiaro un ricordo che nonostante i due chitarristi fossero meravigliosi perché Mario, cioè Franco Cerri incredibile, e anche Mario Gangi per la classica, quindi un jazzista e una chitarra classica, io dopo due o tre dispense dissi, ok, se un giorno imparerò a suonare la chitarra, farò un manuale di chitarra fatto in modo diverso, perché in realtà tipo alla seconda lezione c'era da fare green sleeves, era una roba difficilissima da suonare, tipo avevi appena imparato do maggiore e mm. dopo c'era bassi, acu, c'era una roba tipo da quarto anno, alla terza lezione. Quindi andai da un maestro che um, si chiamava Giampaolo Lancellotti, che era il batterista dei nomadi, ma lui faceva insegnamenti propedeutici eh, di tutti gli strumenti. Però la cosa più bella che mi ha insegnato è stato suonare con gli altri. Cioè lui alla terza lezione mi ha detto, guarda, questo giro qua, se vai di là c'è un batterista che sta imparando a farlo, studiatelo insieme. Ed era Pash, quel famoso pezzo che fa A Pass degli Shadow. E... Um, e quindi iniziai a suonare da lui. Poi sono stato per un bel po' autodidatta perché lui, più della scala pentatonica di là, non la sapeva fare. Però mi aveva messo insieme a suonare con delle altre persone. Suonare con delle altre persone è quella cosa che ti fa farsi di essere davanti a un esame. Quindi, ogni volta che ti trovi le prove, se arrivi e non hai provato il pezzo, fai la figura di cacca e ti mette in condizione di studiare per arrivare pronto in sala prove, per non far vedere agli altri che hanno perso del tempo loro a studiare, loro a arrivare preparati e tu no. Dopo qualche anno. Mi ricordo, e questo era 82. Dopo due anni 84, arriva a casa mia Andrea Mazzali, il cantante della mia band, e mi fa sentire 1984 dei Van Halen. Io, fino a quel momento, suonavo solo accordi di chitarra, sapevo fare Apache, Guitar boogie e Guitar boogie nella versione più semplice, quella proprio. Con la solo, quello semplice. Eccetera, dico, ma cosa sta roba fa? Ma Evan Allen, ma che cosa sono ste robe? Fa? Ma dice che sono scale. Ho detto, oh, eh, perfetto, andiamo a trovare queste scale. E imparai, andai, a, andai a Modena da Giuseppe La Monica, che mi ha insegnato, ecco, in quel caso lui mi ha insegnato tutta la parte jazzistica di base. Lui aveva di Filippo Dacco e tutta la parte di teoria, eccetera. Tutto quello che era pratica a me non piaceva quello che mi faceva fare perché era jazz, però lui era tanto, tanto bravo, tanto bravo e soprattutto mi. Diceva no, tu devi fare così, fidati che devi fare così quando mi ha fatto studiare le triadi, le odiavo. Però sapevo che io mi fidavo di lui, per questo quello che dicevo prima. Io mi fidavo, che, sapevo che lui era un bravo insegnante e che se mi diceva che avrei dovuto studiare quelle cose lì, anche se non mi piacevano e se in quel momento non le usavo, le dovevo studiare le ho studiate e poi le declinavo nel mio mondo. Lui jazzista, io metallaro. Quindi tutto quello che lui mi faceva fare, io arrivavo lì, arrivavo con le mie. Demo. E Giuseppe, senti, senti questa demo, senti questa demo. E lui, ma lascia perdere, lascia stare. Fai questo qui, fai lo studio di Filippo D'Aco. Ma Beppe, senti qua, ho imparato a fare il tapping, serve niente. Fai quell'esercizio qua. E mi teneva molto sul pezzo, e, ed è lì. Poi io, tramite un amico, guardavo tante videocassette didattiche. Motivo poi per cui io, appena ho potuto, ho fatto videocassette didattiche. Ho fatto i video. L'altro giorno ho ripostato. Nell'88 io ho un video in cui dico: ciao, sono e suono. Esattamente come faccio adesso, ed era l'88, quindi io ho sempre creduto in quella parte video. Quindi è un mix tra autodidatta e no, e, che però, da certi punti di vista, essendomelo autocostruito, sono andato da solo a tapparmi dei buchi. Ho preso delle, delle altre lezioni dal mio maestro, che veniva, però avevo già 30 anni, eh, che, il maestro delle medie, prof delle medie di musica, che mi ha dato delle altre nozioni. E, e quindi sono stato un, uno studente strano perché in realtà sono andato qualche anno a lezione da Beppe: 5-6 no, anni, però una volta ogni 15 giorni perché il mio budget mi permetteva quella cifra e, ed è stato molto bello perché ho avuto, per quanto non fosse una, un percorso completo, insegnanti di cui mi fidavo, cioè loro mi dicevano fai questo e io lo facevo perché non ne capivo il motivo ma sapevo che loro non mi avrebbero detto una cavolata e quindi lo facevo per quello. E' per questo che io dico che la, il, il maestro va visto come fiducia. Io non sono andato a sentire Giuseppe dal vivo, Giuseppe La ma non mi faceva impazzire il jazz, quindi necessariamente io dopo due pezzi jazz anche adesso, dopo un po' studio Coltrane perché so che devo studiarlo, però se devo ascoltare ascolto le di Gaga, faccio per dire, cioè mi piace, io, sì, sono sì, nasc sì. io nasco pop, io vado a correre con le mie robe degli anni 80, 90 mi piace Springsteen Springsteen non ci sono le chitarre sì ma lui mi piace come canta io, io nasco pop e rock quello lo studio perché so che è una formazione e, e quindi io vengo da questo tipo di formazione bene vai Ciruzzo allora eh, percorso diciamo il mio è un po' misto anche il mio diciamo è um, cominciato a suonare così perché è caduta la chitarra di mio padre vicino al muro ho cominciato a suonare insomma così perché un amico ha detto: Ah, la chitarra si è rotta, giustiamo ok, ma perché inizi a suonare? Ok, iniziamo a suonare. E niente, dopo un po' ho sentito l'esigenza di un maestro, ho iniziato a studiare chitarra classica e poi, dopodiché, diciamo, sono preso lezioni di chitarra elettrica. Poi sono stato un anno all'UM a Roma, non so se ve la ricordate. L'Università dell della Musica. L'Università della Roma. Musica, sì, sì. Eh sì, sono stato, penso, sei mesi però. E, e niente, da lì poi ho cominciato a prendere un po' lezioni random, un po' da insegnanti, cioè, racimolavo un po' di informazioni che non mi erano chiare, andavo da qualche insegnante che reputavo, diciamo, <coughs> giusto per quel tipo di informazioni e me, mi cercavo. Sbrogliare, come dire, <ride> tutti i La modi. matassa. Esatto, esatto. E quindi praticamente, ma devo dire che al 90%, comunque 80%, su tante cose sono stato autodidatta. Nel senso che me la sono vista un po' da solo e ti ripeto, quando avevo problemi, dubbi e cose del genere, cercavo di farmi aiutare. ma è ovvio che in questo percorso, al di là dell'insegnante proprio specifico, eh, i corsi al conservatorio oppure altre cose, diciamo, quello che poi mi ha aiutato tante sono state le esperienze che ovviamente per me collaborare con eh, Enzo Campagnoli, piuttosto che Beppe Vessicchio o tanti altri maestri con i quali ho lavorato che mi hanno insegnato. Molto sulla musica verticale, gli accordi, le armonizzazioni, soprattutto quando si parla di orchestra, come una tua nota Sol, Piata Sol, non sembra non significare niente, messa in tutta la sua verticalità con tutte le note che insieme a quella. Su quella semicroma o su quella breve o semibreve o che sia, diciamo così, ha una funzione ben specifica e un peso, ovviamente. Questo me l'hanno insegnato comunque molto sul campo. No? L'ho imparato, è ovvio che ci sono arrivato con delle basi, ma comunque quelle, diciamo, sono stati dei quid in più. Oppure Angela Abate, che è un pianista con il quale sono ancora adesso, e pure mi ha insegnato un sacco di cose perché l'ho conosciuto che ero abbastanza giovane, quindi lui. Molto avanti, mi ha detto tutta un'altra serie di cose. Adesso ho ripreso a studiare come avevo già detto, diciamo da un pianista jazz da ottobre e quindi sto riprendendo un po' il discorso degli standard. Infatti, dopo. Uno pilloletta un po' più sul discorso oggetistico eh, che a me piace molto devo dire il jazz non è il mio primo genere di riferimento sicuramente però comunque lo, mie, mi piace molto perché mi stimola il fatto che sembra non avere mai limiti e confini dal punto di vista armonico melodico e questa cosa mm -hmm. mi stimola molto perché mi sembra cioè mi dà sempre nuove, nuove sfide infatti a volte penso di sapere determinate cose poi quando faccio lezioni da questo insegnante Valerio Silvestro che è, che saluto e che stimo tanto. Lui ovviamente a un certo punto mi dà nuovi input e dico ok, vabbè, abbiamo scherzato. Come discorso della scorciato che dicevamo prima, non esiste di studiare sempre, sempre sul pezzo. Sì, sì. <ride> Senti, prima che passo la parola a Donato, intanto Ciro, tu sì. appena puoi fai un altro relog così ci aggiorniamo il tuo pixel. da bini. E vorrei chiedere anche agli amici che ci stanno vedendo che diciamo, sono le 11.40 cioè 11 ci sono 740 persone collegate ancora eh, vorrei chiedere anche a voi in, <ride> nei 200 caratteri massimi che permette il tweet scriveteci anche voi con chi avete studiato che metodi avete usato autodidatti, studiato con frequentato quella scuola o quell'altra scrivetelo nei commenti sono un po' curioso di dargli un'occhiata in corsa, poi Begut. Allora, io ho iniziato da autodidata perché avevo un cugino fighissimo che suonava il rock and roll. Mi ha venduto la chitarra, una Eco Cadet, a 60.000 60. lire, tradotto da. Mm. Okay. E, e niente, ho iniziato da data a fare un po' le canzoni di Bennato, a fare un po', un po' il metallaro, una roba così, no? Rocchettaro. Però a un certo punto sono andato a militare. Quando sono tornato dal militare mi è nata un, una difficoltà psicologica. Cioè, eh, io anche prima di andare, qualcosina, la mettevo sotto le dita, cioè. Iniziava a nascere qualcosa, non mi sentivo più in grado di riprendere in mano la chitarra. Questa cosa mi ha fatto un male terribile e mi ha aiutato a capire come essere meglio un insegnante dopo. In poche parole, cosa ho fatto? Sono andato a studiare pianoforte e ho conosciuto una professoressa fantastica. La professoressa Ogioni non c'è più. La professoressa Ogioni mi insegnava gratuitamente per affetto, perché era amica di famiglia, era severa in una maniera incredibile. Io facevo di tutto per renderla soddisfatta e ogni volta che mi faceva un complimento studiavo come un pazzo, io ero al settimo cielo al settimo cielo. Dopodiché, contemporaneamente, a un certo punto mi sono iscritto al centro professione musica e devo tanto a quella scuola perché lì ho incontrato un grande insegnante che si chiama Giorgio Cocilovo, che eh, ho fatto due anni con lui e mi sono diplomato con lui, mi ha insegnato un fracco di cose. Anzi, l'amore per il funky probabilmente è partito da lui perché lui ci dava degli studi a duetti che erano meravigliosi. Dopodiché, contemporaneamente, mentre studiavo il CPM, ho smesso il pianoforte e e mi sono ehm, adesso io non mi ricordo quando ho fatto Teoria e Solfeggio ad un certo punto ho fatto Teoria e Solfeggio c'era un momento che tenevo aperto 2000 file che non è tanto una bella roba però li ho portati tutti in chiusura bene e ehm, sono andato a lezione da Gigi Cifarelli che ritengo un dei più grandi Gigi. chitarristi mamma mia Jez che io conosca, con la, con la cultura limitata che io ho del Gezio, quando sento lui io vado fuori di testa. E poi con Claudio Bazzari, che è uguale per il blues, ho preso qualche lezione da lui. Ora cosa succede? Succede che a un certo punto però per fortuna ho cominciato a lavorare un pochettino tanto, era il periodo d'oro delle cover, il periodo nel quale poi ci siamo conosciuti anche con Massimo, no? contemporaneamente dimostravamo, e caspita noi facevamo anche 29 date al mese, per cui ho dovuto fare una scelta nelle cose da portare avanti, per cui sono ho portato avanti dei miei studi, ho continuato a, a studiare altro e ho conosciuto il mio grande maestro e mi fa piacere che Massimo l'ha nominato, Filippo D'Acco, la persona che mi ha cambiato la vita. Io da Filippo non sono andato, non c'è più Filippo, non sono andato per eh, imparare la chitarra, avrei tanto voluto, stavo quasi riuscendo ad andare a casa sua a studiarlo che era un privilegio che lui concedeva a pochi però studiavo armonia e orchestrazione, quindi io scrivevo score per, eh, per trombe, tromboni. O quindi, alla fine sono stati due anni incredibili, ma è quello che quell'uomo mi ha dato che mi ha fatto decidere che avrei voluto essere un insegnante. Quando lui parlava non ce n'era per nessuno, bastavano cinque minuti, tu capivi che c'era la differenza. Io ho avuto solo grandi maestri, quindi quando dico differenza non voglio paragonare a loro, dico differenza in generale, lui in cinque minuti dice, ma com'è che quest'uomo quando parla tu capisci tutto? E, e, mm. e niente, quindi questa è un po' la mia storia, la mia fortuna è stata incontrare D'Acco, oltre a tutti gli altri ovviamente. Bene, grazie. Intanto, guarda, veramente volevo leggervi i commenti de, di quello che hanno risposto adesso alla domanda che ho fatto su chi, cosa hanno studiato, ma sono arrivati tipo 150 commenti. Però vi invito, magari a bocce ferme, con calma domani, di, se volete rivedervi un pezzo della diretta. Eh, troverete, anzi, lo chiedo in diretta allo staff di che dietro le quinte, sta armeggiando per preparare tutto domani su YouTube, sul canale, su, diciamo sul video che starà su YouTube, ci saranno i, i chapters i capitoli sulla timeline. Mettiamo un capitolo su questa cosa qui con chi avete studiato? E andatevi a vedere le risposte: perché c'è tutto il bello della didattica in Italia nelle risposte. Guarda, a parte ci stanno una cifra di gente che ha studiato con voi tre. Eh, però ci sta tantissimi. Ho letto Peggio tantissimi nomi. È vero, è vero. Tanto. <ride> ah, scusate che Salvatore Pagano, il mio socio, il caporedattore Music Off mi ha appena mandato un messaggio e mi ha detto: Guarda, che già stasera ci sarà la timeline per la fine È un grande diretta. salvo. È sul pezzo. Eh, sì, yeah, sì yeah. stanno. Si organizza queste robe, ragazzi, cioè ci vuole un. Voi, voi mi vedete a me qui, ma dietro c'è sì, sì. un esercito di gente che lo fa con una passione viscerale che sta fino a luna di notte. Anche se l'argomento se non è proprio la loro passione. E fanno un lavoro bellissimo proprio per darvi il meglio possibile anche a voi che state là. Quindi, grazie Sto a tutti questi sì. commenti. Io sono ammirato da tante esperienze che ci stanno nelle persone che stanno qua dentro. Bene, Max, tocca a te. Sì, poggio il telefono. Yes. Allora, come seconda pillola, in realtà non è più una pillola, è sempre un, un suggerimento. Eh, il, la ritmica, eh, lo, lo affronto da un'altra parte, così come Deonato prima ha affrontato la sua, controllo l'orario. Ehm, io credo che il chitarrista abbia un dovere importante di studiare ritmica. Per studiare ritmica significa prima di tutto averne una consapevolezza. Avere consapevolezza ritmica eh, significa. E pensare che se vuoi eseguire una divisione ritmica, in una solo anche, tu devi essere in grado di elaborarla e di avere una, un tuo baricentro profondamente basso che ti dia grande stabilità. Questo perché, perché tutte le volte che sei su un palco e che magari con queste cuffiette maledette sei lì che suoni e intanto c'è il direttore di palco che dice spostatevi di no, io mi ricordo ancora con Biagio, c'è uno che si chiama Dario Biagio mi raccomando cambia la giacca, rientra, sei sudato intanto tu stai suonando, stai facendo la solo, magari il cantante ti prende di sposta tu devi avere una tua solidità incredibile per fare questa solidità io di solito consiglio esercizi che sono quelli tipo di battere i sedicesimi mentre batti il piede, e quindi avere sia la possibilità di fare mettere gli accenti lì, o ad esempio, riuscire a fare con la mano, visto che insegno alcune cose che fanno parte anche di tapping, percussione sulla chitarra, avere la possibilità di riuscire a fare questa con la mano, fare il piede che fa i quattro Non lo sentite, non ho attaccato lo stomp, e fare non so, la clave con questa. Questa, mentre questo fa questo, oppure questa fa questa e questa fa la clave. Oppure questo lo fai con le mani e la clave la fai con la bocca. O con la bocca fai i quarti e con la mano fai la clave. Pa, 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 pa. Ok, eccetera. Da qui dopo lo si porta sulla, sulla chitarra e visto che ci sono sempre meno spazi per suonare e rompono sempre le valle sugli amplificatori alti, bri bri Aspetta, che devo cancellare il loop di prima. Eh, io, qui sotto me, ho dei pedali. Dei, dei, un looper. Questo. Prima avevo il camper per l'elettrica. Qui ho un, una loop station eh, col suo stop mm. e quindi è quello che userò per registrare. Eh, io consiglio una loop station, qualsiasi, non, è, non, non sponsorizzo mai niente, cioè una loop station è una loop station, se tu sei bravo la fai suonare bene, di avere questo senso del ritmo e riuscire a pensare tutte le divisioni e studiare insieme ritmica, percezione del ritmo, arrangiamento e avere davanti a noi proprio queste due... Eh, queste due mh, ascisse, no? diciamo, dove noi andiamo a creare delle griglie ritmiche che sono queste nell'ordine del tempo, queste nell'ordine dell'altezza e a quel punto posso organizzare e io di solito non mi preparo mai niente, eh? cioè prima avevo fatto un'altra roba ma potrei fare, quindi devo essere in grado di di gruvare no? e sentirlo che lo sento dentro e faccio tipo 3, 4 Parincido. vado a caso e poi in mezzo a tutto questo devo pensare non so a figure ritmiche più dispari tic 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 and look.

E comunque l'idea è sempre quella di avere ben chiaro, non solo di andare a tempo, ma di, di avere ben chiaro che cos'è il tempo. Cioè io devo avere chiaro il tempo di questo, anche se non suono a tempo, se faccio 3, 4. Arrivo a un risultato anche se non parto dal quarto, se parto da una sincope. però avere dentro questa, questa linea, che lo puoi registrare con questo, con una chitarra elettrica, non importa. L'importante è non devi andare a tempo perché ti appoggio il batterista, non devi andare a tempo perché ti appoggio il metronomo, devi andare a tempo perché il tempo è tuo amico e tu devi stare con lui. Stop. Basta sei minuti, M mazza precisissimo. Intanto mi sono arrivati un po' di messaggi, Max, che hai fatto innamorare gente del, della loop station. Eh, beh, ma la loop station, ragazzi, sia qualsiasi sia la loop station, aiuta a studiare una, una consapevolezza. Prima di tutto, intanto lo devi usare non quantizzato, devi imparare a battere il tempo lì, quando è ora di tagliarlo. E poi ti abitua al one shot. Registri, hai fatto una cazzata, la risenti. Che era quella la RC10R, vero quella che c'hai tu? Questa è la RC10R. Dunque, no, aspetta, questa è la E la P, devo darti. È questa, sì. Questa qua è la RC10R sì, sì, sì. sì, Oltretutto, e... abbiamo fatto di recente, mi sa, un videotest su Music Off che l'ha fatto Giacomo Pasquali. Era Bella. molto figo. C'era un sacco di feature dentro. Forse ho Soprattutto... visto. Con tutto. Sì, sì, perché comunque dai, in realtà è che la, la, la Loop Station deve. Possibilmente eh, deve suonare bene, deve avere un, dei buoni convertitori, eccetera. Non, um, questa l'ho trovata, me l'ha mandato Boss eh, per provarla perché io, sì, praticamente, sì, ho, continuato, sì. ho fatto durante il lockdown una. Un video su come si usa la loop station per fare le roba del vivo. Io continuo a usare la loop Station della Bosch e non fanno praticamente più. Questi hanno detto: scusa: la RC2, quella vecchia. Sì, boh, io ce l'ho una vecchissima. Che io in realtà ce l'ho sì, piccola sì. solo perché andando in aereo viaggiando, io la metto sotto il manico e quindi mi entra nel, nel, nel bagaglio a mano. Cioè io ho la chitarra e quindi ho come la loop station. E, e quindi, insomma, c'era tutto questo perché. Me l'hanno mandato per provare. Devo dire che mi ha stupito perché ha una funzione che per me è basilare. Regoli se o no, quando tu fai il loop quando tu interrompi il loop, lui automaticamente va in play, ma puoi regolarla sì. che invece automaticamente vada in overdub. Perché ah, io quando vado a suonare anche con Ross, per me è basilare che non devi far aspettare sempre un giro, perché se no il tuo ascoltatore, ed è questo è uno dei corsi che uscirà sulla chitarra acustica su come si deve suonare dal vivo con la loop station per non annoiare la gente, perché noi ci divertiamo a fare ogni giro, aspetta che te faccio quello, <ride> trighi di chedri, trighi di te faccio questo, quello che ascolta dice, ah, ma quando parte a cantare, e quindi avere la funzione che, come tocchi, sei già in overdub, inizia già il giro positivo. E quindi tu in tre giri hai fatto tre giri. Io, grazie a quella roba lì che l'avevo una delle boss, con Biagio, abbiamo fatto un live bellissimo di otto minuti all'Arena di Verona per dei Wind Music Award. Che altrimenti, cioè, lui è venuto a eh fare sì, le prove. Sì, Senti Biagio, ho pensato che ti facevo un loop sotto, faccio un giro. Secondo giro, quindi alla sesta misura mi fa. È troppo lungo. E quindi ho detto, ok, <ride> faccio un loop di uno. Allora mi sono inventato, ad esempio, che tu ti fai una cosa e mentre suoni nessuno sa che stai registrando e il giro dopo nessuno sa che stai facendo l'overdub, al terzo giro alla fine il pezzo è finito ma nessuno ha mai ascoltato la chitarra che fa. Bene. Allora, carissimi, adesso prima di andare avanti, io volevo fare solo un momento di parentesi su questa cosa. Che, eh, come probabilmente avete visto sui social in questi giorni, abbiamo aperto questo canale di Twitch su Music Off per Music Off. Voglio spiegare un attimo perché è importante per quello che sarà i nostri progetti futuri. Perché questa esperienza delle live eh, per noi rimane è diventato e rimarrà un asset permanente. Cioè, non lo interrompiamo più perché. Mi sono, diciamo, ci siamo un po' resi conto che dare questa opportunità di portare dei professionisti, degli artisti, dei tecnici, di quello che sia l'argomento, in un posto dove si può vederli di persona, ecco, passatemi il termine, è un'esperienza che fa proprio bene a chi vive in questo mondo qui. Quindi è diventato proprio un asset per noi e lo faremo, ci sono tantissime dirette nei prossimi mesi. Stiamo organizzando il panico per questa cosa, per fare questa cosa, però, c'è bisogno di una qualità audio-video. Al di là dell'infrastruttura che voi vedete, che soltanto per sistemarla ci sono voluti due mesi di notti insonni per farla funzionare, perché ognuno ha problemi: chi di linea, chi di camera, chi di luci, chi di. cioè, è un casino che non vi dico. Però, ecco, per farla funzionare, una volta che noi abbiamo potuto fare il meglio di quello che sono le nostre potenzialità, c'è l'output. Il problema quindi è la piattaforma. Il, per vedere bene un video c'è bisogno di 6, 8, 10 megabit di flusso dati perché altrimenti si vedono i pixel grossi come i pallettoni. Ancora di più per il fatto dell'audio dovete considerare che quando sentite un file su Facebook, per esempio, l'audio che percepite al massimo è 128 kbps, che è un MP3 ultra compresso. Allora, visto quello che noi vogliamo fare è eh, portare qui sempre di più artisti anche che suonino durante, le sera, durante queste live, vogliamo che ci sia un ascolto migliore, il migliore possibile. L'unica piattaforma che permette di fare questo upgrade, oltre a YouTube che diciamo ha altri problemi, però comunque migliorabile, è Twitch perché Twitch è nata per questo motivo, per fare le live, non fa nient'altro, fanno solo lo streaming e loro ci permettono di streamare. Anche a 8-10 megabit per il video e 320kbps per l'audio. Non è ancora il flusso dati audio leggendario, però comunque è un grosso upgrade. Quindi vorrei chiedervi proprio un piccolo regalo, diciamo, se siete stati contenti di questa live, di iscrivervi a questo canale di Twitch. È una piattaforma che magari per ora non avete mai visto, però è fatta soltanto per le live, anche se non la userete per qualcos'altro, quelle di Music Off tra qualche mese su Facebook non ci saranno più, perché non possiamo stare appresso alla qualità audio o video troppo bassa, vogliamo darvi la migliore esperienza possibile. Quindi scusate questo momento, ma è inutile chiedere una cosa se uno poi non spiega anche il contesto, no? Quindi bene. Bene, intanto grazie mille. Direi che possiamo andare avanti. Chi tocca adesso? Mi sa che tocca a Donato. Aspetta, che sei mutato, Do. Mi sa che hai chiuso il mixer tuo mi all'interventino, <ride> intendi? Yes. Sì. No, aspetta, tu hai fatto adesso. Dunque, ah, no, due no, l'ha fatti Ciro. Come vuoi? Eh, fatti io... Massimo. Siamo tutti ah, no, e scusate. due, tutti e due. No, c'è la domanda. Scusate, c'è la domanda. Avete ragione. <ride> e... Ok, questa è la domanda che mi hanno suggerito. Dopo che è arrivato il, abbiamo lanciato questa It's forever. Vai. Questa cover, diciamo la copertina di questa diretta è: Ma proprio tutti possono insegnare. E l'abbiamo approfondita alla grandissima. Adesso, però, qualcuno mi ha scritto: Sì, ma gli dovresti chiedere: ma proprio tutti possono imparare la musica? Cioè, vi è mai capitata qualche esperienza dove oggettivamente era il momento di dire sì, no? Oppure io non so l'insegnante adatto per te? Sì. Cioè, come, come si valuta questa cosa qui? Quali sono dei sintomi che uno può vedere? Vai Donato, comincia tu. Vado. Allora, la seconda mi è capitata. Non sono l'insegnante giusto per te, mi è capitata, perché eh, mi piacerebbe essere perfetto per tutti, ma quando capisco che non sono la persona giusta, non faccio perdere neanche un secondo di tempo alla persona di fronte a me. Si contano meno di sulle dita di una mano, cioè sarà, mi sarà capitato probabilmente, io mi ricordo, tre volte mi ricordo, in particolare... Mi ricordo una situazione perché... Questa persona di fronte a me non riusciva a suonare, ma non ero io, io addirittura ero gentile e pendevo dalle sue labbra, non era quello, era, era un conflitto personale che aveva. E quando questa cosa accade, probabilmente col carattere, perché io ho il mio carattere, e, e quando questa cosa accade per dovere intellettuale, tu lo devi dire alla persona di fronte, non sono l'insegnante giusto per te. E questa cosa raramente mi è capitata. Mentre invece non mi è mai capitato che una persona non possa imparare, mai. Mai, mai. Allora ci sono. Se tu ti impegni, se tu hai la buona didattica. Allora è vero che non tutti possono diventare dei campioni, questo assolutamente. Cioè, per esempio, io la cosa assurda è che io tengo un corso che è per la carriera, che è MCR, e preparo i ragazzi per la carriera. Quello è, è il mio main. E poi tengo un corso per le persone che vanno dai 30 ai 55 anni, che si chiama RLS, quelli che avrebbero voluto suonare meglio, no? Allora cosa succede? Succede che questi qua. Eh, alle volte arrivano delle persone che dicono io non riesco a andare a tempo, io non, non ho tecnica. Con gli esercizi giusti, con, con il metronomo giusto, con la strategia giusta, nessuno è mai riuscito a no, non è mai riuscito a fare dei progressi. Mm. Eh, io penso che si possa insegnare a tutti. Poi far diventare bravi, far divertire tutti, sì, far diventare mm. bravi o danatamente bravi, questo è un po' più impegnativo. Però tutti possono imparare. Bene. Ciro, tu che ne pensi? Cioè, esiste il caso in cui. Sai, io ricordo una volta girava questa cosa: no, il bambino è stonato, non può imparare a cantare, no? cioè la stessa, la stessa cosa. Eh, diciamo che possono esserci margini diversi, ovviamente, come diceva Donato, diciamo, non tutti possono diventare campioni, anche perché ovviamente il ruolo dell'insegnante e la sua forza arrivano a un punto. Che ovviamente stabilisce l'allievo, nel senso, se l'allievo poi studia o si impegna o è portato o meno portato, ovviamente poi è lui che fa il balance. Ovviamente, tu, una volta che gli hai dato tutti i mezzi che tu avevi a disposizione per cercare di farlo diventare un musicista migliore, poi ovviamente sta a lui. E quindi, ovviamente, sta a chi cammina un passo più veloce, che un passo più lento. Invece il, il fatto di, diciamo, di essere l'insegnante sbagliato. Non, non, non ho un ricordo di questa cosa che mi sia mai capitata. Anche perché diciamo, molte, la, la maggior parte delle persone vengono, si rivolgono a me per una questione di scelta mirata, e quindi fondamentalmente è difficile che si. Se, sai, se vuoi studiare, non so. Eh, hard rock estremo speed metal qualcosa non lo so di un nome così sicuramente non vengono da me che non posso essere la persona giusta se vuoi quindi... mangiare il sushi non vai in pizzeria ecco questo è il senso, eh, no? capito? quindi fondamentalmente chi, chi mi contatta vuol dire perché magari ha visto delle cose e vuole fare quelle cose lì quindi è difficile capire insomma che è una scelta sbagliata da quel punto di vista però comunque eh, queste sono le mie esperienze insomma Bene scusa, mentre adesso faccio rispondere pure Massimo. E, diciamo allargo la domanda perché è un, ho potuto incollare solo un pezzo, perché Massimo è 200 caratteri. Dice, a proposito di imparare, a me a volte capita di pensare di aver scusate, a, me a volte capita di pensare di aver deciso di imparare lo strumento sbagliato per me. Ad esempio, riesco a seguire al meglio ad orecchio la batteria. La domanda è: Avete mai dirottato uno studente su un altro strumento? Quindi. Se vuoi Max poi possiamo fare una crasi delle due domande e rispondere a tutte e due. Io in realtà non credo di avere abbastanza storico eh, su, su, di docenza, nel senso che ho iniziato quando avevo 22 anni a insegnare nella scuola, nell'accademia dove frequentavo io, appunto da Giuseppe e la Monica, e, mh, avevo insegnato lì e venivano dei ragazzini, veramente era veramente stato un lavoro, era veramente un magone, perché in realtà eh, ho... Senza voler offendere nessuno, ma ho proprio percepito che fosse. Io ero un parcheggio di un'ora di un bambino mentre la mamma andava giù in via Emilia Centro. Era in, vi... in centro a... a Modena, via Emilia Centro. Io avevo questi bambini, eh, perché ovviamente me li... me li dovevo vedere io i bimbi. Era il mio primo, i primi due anni di insegnamento e avevo la percezione che la mamma mollasse il bambino e le andava a fare spesa, a fare shopping e... con diversi di loro e quindi accadeva che. Eh, il bambino diceva ok allora hai visto gli esercizi 10 anche 10 11 anni hai visto gli esercizi eh, 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 e magari l'ultima volta che avevano suonato la chitarra era la settimana prima che l'avevano suonata con me ed era veramente ti dirò frustrante, quello era frustrante perché sentivo di buttare via il mio tempo cioè di dicere diciamo, pensa se io sto ti sto dando tutto quello che. Cioè, tutto l'amore in quest'ora e tu in realtà non lo stai raccogliendo, ma perché forse manco vuoi suonare la chitarra. Non ho mai dirottato nessuno su un altro strumento, eh, ho avuto esperienze con eh, musicisti che sono venuti da me e il problema più grosso è stato che io non ho trovato che avessero la fiammella. In più del, di, del, della musica, ma questi avevano già studiato tanto, avevano anche già dei titoli. Può succedere in alcune scuole dove in realtà dove, eh, è richiesta una mera esecuzione di un esercizio per ottenere il passaggio a un, a un esame e in un paio di casi mi, mi è capitato che questa persona avesse ottenuto un voto mediocre in uscita da un conservatorio. E però era un diplomato, cioè aveva un titolo che io, al quale avrei voluto ambire, ma tra l'altro con il nuovo ordinamento nemmeno potrei mai avere, perché non ho la quinta superiore, quindi io ho la terza media. E mi è successo di non saperlo gestire, chiedere a Ross, che gestisce i miei appuntamenti, di gestirmi in un certo modo, perché per me quella è stata la più grande sfida, E eh, sono un paio di sfide molto grosse, cioè riuscire a fare percepire il tempo di alcune persone che non ce l'hanno e. Per queste due persone io ho seguito lezioni a mia volta per trovare le porte di accesso. Ognuno di noi ha delle porte di accesso didattiche dove, dove noi possiamo entrare, che sono quelle cinestesiche, fare capire, fare memorizzare muscolarmente delle cose. Altre addirittura col tatto sentono il tempo se non se glielo fai così, ma se lo vedono o se li tocchi, che è diverso. Perché certi tu li fai sentire, lo senti il beat, cazzo non ce l'hanno. E questo magari ha già fatto dieci anni di conservatorio. E tu gli fai 3-4 e lui fai, tu vai 3-4 e parte. Qua c'è da spararsi. E quindi ho avuto delle difficoltà, però le trovo sfide perché dopo diventa la sfida devo riuscire a trovare una cavolo di porta, un buco per entrare in quella testa e riuscire a fargli entrare qualcosa. È stata una sfida che sono più riuscito più o meno a passare. Però lì diventa proprio una sfida il tuo lavoro di, di, di docente, cioè se tu vuoi farlo, non è vabbè paga la lezione, vai, tanto non sei capace, ma è io devo vivere la soddisfazione di riuscire a risolvere un, una, una problematica, anche se la parola è abusata, di, eh, di un mio studente per cercare di farlo andare avanti, però non mi è mai successo né di mandarlo via né che non si trovassero bene di suggerire una scuola diversa, sì, perché magari io facevo un programma diverso e, e ci sono un, due o tre studenti che sono andati anche da Donato, che gli ho consigliato l'MCR. E un ragazzo di, eh, di Verona, eh, Alverà, che lo mandai da, da Donato, un ragazzo di Caserta, che si è trasferito a Milano, e un altro che adesso non ricordo, però Grazie. per il tipo di formazione che loro avevano, cioè che volevano da me... Che volevano da me io a un certo punto c'è stato un periodo in cui dicevo io ti posso vedere una volta al mese o al massimo una, cioè una volta al mese, una volta ogni due mesi. Diventava un casino organizzarlo bel getto, secondo me devi fare questo tipo di corso. Avevo visto i programmi tempo prima e l'insegnante deve prendersi cura di, di andare a tappare le buche dove ci stanno le buche. Eh, se no, no non sei un buon insegnante. Bene, grazie mille. Allora io direi... Terza pillola di Donato e poi No, però non ha risposto Ciro su queste cose? Sì, sì, ha risposto ah, Sì, Ha risposto, ha risposto. E... sei sicuro? <ride> Se non mancava Ciro. Giro! <ride> Madonna. Meraviglia. Vai. Donato, qual è la tua terza pillola? Allora, adesso? la mia terza pillola, se volete dopo io suono ancora, però siccome è lì, adesso è parlata, cioè la, la mia terza pillola riguarda tre elementi fondamentali, che sono il check fisico della persona, gli obiettivi che come insegnante eh, gli aiuti a, a raggiungere e il fatto di riconoscere alcune piccole cose come eventualmente la distonia focale, come eventualmente una tendinite o altre cose, in modo che l'insegnante possa comportarsi nel migliore dei modi. Perché l'insegnante ha un ruolo fondamentale nella crescita. Quindi mi auguro con questo di essere d'aiuto agli insegnanti d'Italia, qualora io dicessi qualcosa che a loro che, che, che li trova d'accordo. Allora, Alla grande, che... let's go! let's go allora eh, ci stiamo insieme circa un'ora e incominciare. allora praticamente la prima cosa è un check fisico e una volta non so se ancora adesso nei conservatori russi proprio prendevano dei parametri morfometrici cioè tipo lunghezza delle dita rispetto all'avambraccio e altre cose per dire tu puoi suonare il pianoforte tu no tu devi suonare il flauto cioè arrivavano fino a questo punto ok i parametri morfometrici noi non arriviamo a questo punto però un insegnante per il mio punto di vista deve conoscere un paio di parametri morfometrici in modo da a farsi un'idea, ti faccio un esempio. Quando mi arriva un ragazzo che ha il mignolo più giù della tacca, che c'è qua, cioè un mignolo così, non un mignolo così in poche parole, diciamo corto. A meno che non ha una mano, tanta io imposto completamente un programma di diteggiatura completamente diverso. Perché questo ragazzo, e guarda che non sono pochi, eh, guardatevi il mignolo, lo capite. Ok, Cristina c'ha il mignolo. C'ha oh un boy. mignolo, ok. Questo è un mignolo che è più giù, lo vedete? Ok. Lei deve suonare a tre, a tre dita. Se, se prende una strada a quattro dita, eh, cazzo, passa una vita di frustrazione, Inve le pentatoniche ovviamente. Eh. E quindi impostando a tre dita, quindi lui ha. Le studierà in quella maniera, non prova neanche la frustrazione di vedere un mignolo che là non ci arriva e userà il mignolo laddove questo mignolo è necessario. È, è nato così, devi prenderla per com'è. Il casino sarebbe tu devi fare a quattro dita. L'altra cosa è che, per esempio, quando, eh, quando ci sono le persone che hanno l'arachnodattilia, cioè quella che aveva Paganini, vale a dire delle dita affusolate, strette, generalmente sono persone lunghe, filiformi, che hanno le, i legamenti. Molto eh, molto lassi, cioè, per esempio, io avevo un ragazzo. Che studiava con me, che poteva piegare la mano fino qua tranquillamente, ti assicuro, una cosa alla quale non ti abitui mai. Ti fa sempre no, per favore. E ve lo faceva anche col pollice, e ne vedo anche diversi che magari arrivano molto ma molto più vicino di me. Ok, questa si chiama iperlassità articolare, che è una figata pazzesca dal punto di vista del virtuosismo, perché ti permette di fare delle cose incredibili. Però ti rende debole nella vita normale. Per cui un insegnante che vede una situazione del genere gli deve dire: visto che io mi occupo di ragazzi che svolgo, devono svolgere, la carriera vogliono svolgere la carriera. Io gli devo dire ascolta, elimina gli sport possibilmente da contatto traumatici, quindi non fare basket, non fare pallavolo e non fare eh, arti marziali, poi. L'insegnante lo deve dire, la persona fa quello che desidera. Anch'io ho fatto anni di pugilato, avevo il sangue alla fine di ogni allenamento. Sapevo che andavo incontro a qualcosa, però, in ogni caso, io non avevo l'arachnoattilia, cioè non ave ho le dita quasi tozze, per cui è un'altra cosa. Invece, una persona che ha le dita lunghe e affusolate è veramente a rischio. E quindi un insegnante gli deve dire, mi raccomando, se vuoi fare la carriera, sappi che un giorno ti insacchi in pallavolo e puoi stare fermo per due anni, per cui evita. La terza cosa, le persone che hanno le dita tozze. Generalmente le persone con le dita tozze hanno un concetto, io non posso suonare la chitarra perché non riesco ad allargare le mani, perché i muscoli all'interno della mano sono tonici. Non è assolutamente così, quei muscoli si allargano esattamente come quelli delle gambe quando fai la spaccata, per cui quei ragazzi o quelle persone devono fare tanti esercizi di allargamenti di scala a tre note per corda. Questo per quanto riguarda il check fisico. Per quanto riguarda invece gli obiettivi, una cosa che noi facciamo al master, è, è, anzi uno dei primi discorsi che io faccio al master è questo, immaginati una nave. Se vado lungo, ditemelo ragazzi, eh, immagina una nave. Vai alla grande! Che, ok, che sta partendo da Genova e deve arrivare a Palermo. Questa nave ha la rotta. Questa nave per fare ciò ha l'obiettivo, se no a Palermo non ci va, ma non è mica finita lì, fosse così semplice. Allora tu sei questa nave, perché è tutta una metafora, esci dal porto dove le acque sono protette, ma entri nel mare, che è la vita, il mare alle correnti, alle volte alle tempeste. Ok, se tu non fai un check continuo del tuo obiettivo, di dove vuoi andare veramente, poi arrivo perché all'MCR. E il mare ti porta di là, ti porta di là. Ci sarà capitato probabilmente a tutti di addormentarsi su un materassino. Ti svegli e dici: ok oh Capio, la mia famiglia è là. Perché? Perché nel frattempo il mare ti ha portato ad questa destinazione. Ti faccio un esempio del mare della vita: ti fanno una proposta di un lavoro dove ti pagano l'ira di Dio. E tu dici: Ok, farò questo per otto ore al giorno. Però intanto studio la sera a chitarra. Arrivi a 40 anni, non sei un chitarrista. E dici avrei potuto. E lì è un casino perché quando la voce viene da dentro, fuori le critiche le puoi parare, puoi fare quello che vuoi, ma quando viene da dentro esplode. E quindi ti ho fatto un esempio con una cosa positiva. Immaginati il mare anche eh, con connotazioni meno positive. Allora tu continui a correggere la rotta e solo in questa maniera vai a destinazione. E per concludere su questa roba qua, gli dico voi immaginatevi di essere come un laser. Il laser, quando punti all'obiettivo, devi avere focus, lo devi volere, deve essere motivante, deve essere misurabile, deve essere che te lo sei programmato a breve, media e lunga distanza. Noi facciamo un processo riguardo a tutto questo della dichiarazione degli obiettivi per ogni studente, e ogni anno i ragazzi lo ritirano fuori. Io non vedo mai quello che hanno scritto e controllano se la RGA e Donato Begotti sono stati sufficienti per raggiungere quello che. Per il quale si sono iscritti da noi e quindi eh, alle volte parliamo, diciamo tu senza sapere il motivo. Sì, due li ho beccati, uno no. Magari l'obiettivo è improvvisare, l'obiettivo è suonare funky, diversi obiettivi, no? Allora, quello che stavo dicendo è che eh, il laser, ecco, il laser è una luce che. Dove tocca brucia, attorno il buio, è a fuoco perfettamente. Dovete essere così, non dovete essere come la luce incandescenza che è un po' tutto ma non è niente. Siamo in un momento nel 2020 nel quale la specializzazione paga di più dell'essere tutto un po'. E l'essere tutto un po' non paga da tanto. Però tu devi essere specializzato in qualcosa, essere il padrone vivente, e a 280 gradi, perché a 360 uno che conosce tutto, cioè, io non ne ho visti pochi. E riconoscere bene anche le cose che ti stanno intorno. Questo per quanto riguarda gli obiettivi. E poi l'ultima cosa per essere d'aiuto agli insegnanti, cioè un insegnante deve riconoscere delle patologie per, senza prendersi alcuna responsabilità eh, in termini di dire fai quella, questa cura così. Come insegnante ti prendi tutte le responsabilità, ma non, non dire prendi queste medicine. Ma. Mandando subito la persona da uno specialista, che può essere un neurologo, un, un uh, ortopedico, un fisiatra, un fisioterapista, ti faccio un esempio. La tendinite. Uno dei miti più pericolosi, la tendinite probabilmente ce l'abbiamo tutti. Io dico sempre con un, una frase d'amore: spero che ognuno di voi si pigli, ai miei ragazzi. Una tendinite di quelle stupide, leggerissime. Così capite come è fatto il fuoco e dopodiché non ve la pigliate più. Imparate ad esercitarvi in funzione di non pigliarla più. Tendinite può venire qua se sono i muscoli flessori. può venire qua per gli estensori, può esserci perdita di forza, sono diverse cose, la prima cosa, tu gli devi dire al tuo ragazzo al tuo allievo, devi dire scendi di una scalatura, se è a 0,10 vai a 0,9 se è a 0,9 vai a 0,8 e suona, non smettere di suonare, suona al massimo 5-10 minuti per il godimento della musica fallo con delicatezza ma non devi assolutamente smettere di suonare, perché tu non solo devi curare il trauma, quello lo farà il dottore il trauma eh, fisico tu devi curare il trauma psicologico i chitarristi quando la tendinite vanno fuori di testa quindi tu come insegnante devi tutelare la persona che ha affidato l'istruzione a te quindi devi tutelare il trauma psicologico un paio di altre cose la distonia focale la distonia focale è talmente tanto complessa non entro nel dettaglio perché potrei non essere preciso però è un classico caso che a me mi è capitato più di una volta arriva un ragazzo generalmente si vede nella tecnica o nei passaggi difficili arriva un ragazzo a quella misura lì non riesce più a suonare. Suona tutto bene, la misura 24 si blocca. Ok, questo è un classico che insegnano i chirurghi per iniziare a diagnosticare una distonia focale. Cosa succede? Succede che o le dita tremono o si rigidiscono, ce ne sono diverse forme. Generalmente è una persona che magari in quel periodo è pure stressata. Per cui tu la prima cosa che gli devi dire è vai subito da un dottore perché la distonia focale è una roba abbastanza tosta. E prima si prende, prima si guarisce. Quindi tu, insegnante, lo devi mandare immediatamente. Oppure, quando hai a che fare con una persona dislessica, la lettura di uno spartito per una persona dislessica è come la lettura di un libro per noi. Quindi devi inventare delle strategie, o colorargli le note, oppure stampare le cose in maniera più grande, oppure fare tutti gli spartiti con le stanghette verso l'alto, gli ottavi. Sai che gli spartiti vanno verso l'alto, verso il basso, no? la direzione delle stanghette per rimanere tutto ben compatto. No, tu glieli ridisegni tutti su, perché per loro è un dramma e, e basta, niente. Quindi, questo, secondo me, è, sono delle, delle piccole cose che un insegnante deve conoscere perché ignorarle crea delle grosse difficoltà nella persona che ti sta di fronte. Ho finito. Bene, grazie, grazie, Donato, veramente molto prezioso. Soprattutto hai risposto Bello. a un sacco di domande che erano arrivate quando hai iniziato a parlare. Per esempio, Io ho dei dubbi sul vero. mio mignolo, però. <ride> In effetti tutti si stavano misurando il mignolo No, no, beh, e, e guarda, è molto semplice. Allora, se hai la mano lunga, se hai la mano lunga a te, io ho io abbastanza, che... no, abbastanza affetta. Quindi... Allora, eh, eh. con la mano lunga non si pone. Il punto è quando uno ha la mano come la mia, ok, ed è così, e eh, no, cazzo, lui deve fare le, le eh. deve andare a tre dita. Nelle pentatoniche, nelle scale normali, no. Pensa che, cosa, Gia, beh... pensa che Django l'aveva corto, corto se l'è tagliato. Ha detto, ma no, me ne faccio niente. Django Reiner, no, cosa me ne faccio di questo? No, vabbè, <ride> no allora... però sai cosa che ho notato? Io che notavo delle volte, magari tu ci hai studiato sopra non ci ho fatto caso, io noto che più che questo qua, conti anche, aspetta che faccio così la E, conti anche questo aspetto la piego che sì ho, un, ho una inquadratura più stretta non solo questo rapporto ma anche questo arco perché io per esempio ce l'ho abbastanza corto se lo guardi così ma quando piego il mio arco fa sì che il mignolo diventi lungo come gli le altre ma ah, può essere questa cosa non, non lo presento prova a piegare le tue, tue dita no. sì, prova sì. a guardare fai la stessa mossa e eh, dì... ma tu non le pieghi così mentre suoni non hai, non hai la mano no no nel senso no no faccio questo Okay. ok, se io prendo questo e metto il manico, certo. piego le dita, il mio mignolo non è mica più così corto. No, non è così corto a vederlo adesso. Perché cambia questo no. angolo. Certo, certo, certo. Non Perché così, mai... ce così ce l'ho corto, adesso ho detto così è veramente bruttissimo. Sì, sì. Però, <ride> però... <ride> Lo sappiamo, <ride> lo sappiamo. Eh, così Perché è pe vabbè, peggio è ancora. la mezzanotte. Così è peggio anche, ancora. No, 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 peggio. Io e te abbiamo un passato in camera, non, non possiamo dire niente. C'è eh, mia moglie allora, che sta guardando la diretta. Eh, perfetto, anche la mia. Però se fai così e metti così, capito, si allunga. Assolutamente. Con l'uso si allunga. Eh, ecco. Adesso. Eh, no, nel senso... Eh, vabbè, va bene, Te la sei cercata, eh, Max? Eh. Oh, a quest'ora qua si bene. deve stare svegli. Bene, cari. Allora, intanto, cioè, io ero un po' preoccupato, ho detto, vabbè, adesso gli voglio fare... Questa domanda così importante, magari sarà un po' tardi, ci stanno 596 persone <ride> collegate a mezzanotte e 20 ragazzi. Madonna, Fedele la Rosch, grandi, roche, ma grandi. allora bene, allora, io vorrei parlare di questa cosa che, secondo me, è importante. Non tanto per fare pubblicità al vostro lavoro, ma vorrei capire per ognuno di voi com'è diciamo, la, la, in inglese gli americani la chiamano la reason why: cioè come perché è nato quel progetto e come è strutturato nell'intero, no? Perché ognuno, cioè voi siete conosciuti tutti e tre, ovviamente dalla maggior parte dei chitarristi italiani e anche magari per certe cose di didattica che avete fatto, diciamo più spot. Però mi piacerebbe che riusciste a raccontare per, per ognuna delle vostre situazioni. Com'è il disegno d'insieme che è dietro al progetto didattico che portate avanti? Quindi, Donato per RGA, eh, Massimo per le sue cose, anche, scusate, anche quelle editoriali ovviamente che avete fatto, no? e il laboratorio musicale Varini, e poi Ciro, lo teniamo per ultimo perché ci racconterà anche una cosa fica nuova. Yeah. Vai, Donato. Anzi, facciamo ah, il max dai. Facciamo il max che adesso hai parlato adesso, fino ad adesso. Allora, eh. no, allora, il mio è un progetto, è un progetto che è iniziato tanti anni fa ed è in realtà ogni cosa che esce, sia esso un corso del laboratorio o eh, un, un libro, un manuale, è parte di un puzzle. Quindi il mio progetto è grande così e io l'ho diviso in tante, in tante parti dove. Riesco a dedicare il tempo massimo in base alle energie che posso eh, ut utilizzare in quel periodo, cioè, vuol dire che eh, è mio core business la didattica, che significa che non si sa mai che ne parliamo, ho detto, me li sono portati qua. Io ho, me ne sono portati un po', un po' di libri qua, eh, che sono, no, questi, questi, sono circa, <ride> questi sono circa la metà, questi sono circa la metà. Di, di, di quelli, poi certi sono doppi perché sono rossi e verdi, eccetera, adesso a prescindere dal libro, eccetera, ma eh, ognuno di questi è un pezzo di un puzzle che vado a comporre nel tempo, ne ho altri 12 da scrivere nel, nella cosa che devo andare avanti, per, per far sì di, un di, di, di completare un percorso che io vedo sempre su due. Molto strutturato, cioè ho un percorso orizzontale che io ti formo sia sul laboratorio che sui miei manuali in modo orizzontale che significa un percorso che ti prende, dice Ciao, io non ho messo suonato la chitarra. Bene, do questo manuale a un insegnante, sono, eh, siamo arrivati a più di 250 insegnanti che utilizzano i miei metodi per insegnare e sono il mio, il mio feedback più importante. E, e Praticamente uno entra da loro e dice Ok, devo imparare, allora ti, do, ti faccio imparare con la didattica di Varini. E questo percorso orizzontale è propedeutico al fatto di non sai suonare fino ad arrivare a un certo tipo di capacità ed è orizzontale perché? perché ti forma da tutti i punti di vista, che sia quindi la teoria, l'armonia, la lettura, l'air le training, il, tutto quello che ti serve e le capacità tecniche, quindi chiamalo, può essere chiamato sviluppo tecnico, sviluppo stilistico, eccetera. Ma la parte stilistica è verticale all'interno di questo percorso, cioè io vado così e ti do un, una base propedeutica perché che tu voglia suonare jazz, funky, blues, heavy metal, i primi due o tre anni sono uguali, cioè quello che ti può dare l'insegnante che sono la teoria, le note sono quelle, io ho bisogno di costruire una, un, delle fondamenta così solide nel mio studente, che sia cartaceo o che sia e-learning, eh, che lui da lì possa avere una base così solida da poter innestare in modo verticale lo studio delle scale modali, se vuole fare della roba più jazz, del modo minore o il, blu, o il blues, la chitarra ritmica per andare più verso il funk, cioè quelli che sono invece Capacità stilistiche, quindi in orizzontale ho lo sviluppo tecnico, in verticale ho invece le capacità stilistiche. E quindi tutta la mia, la mia didattica è basata sul fatto di eh, avere un percorso chiaro che va da un punto all'altro che è il percorso propedeutico allo strumento l'altro sono manuali e o corsi che sono eh, what you ask you get cioè, io l'ho imparato da, da, facendoli tanto anche con true fire cioè uno dice vorrei studiare le pentatoniche allora devi comprare un manuale o un corso che ti spiega la pentatonica che sono quelle famose pillole di cui parlavamo prima che mh, tu insegnante vieni deresponsabilizzato perché io ti spiego come si usano, eh, che ne so, boh, le pentatoniche o ad esempio il corso delle, uno che si chiama MOMA, modali del modo maggiore, ti spiego come sono le scale modali del modo maggiore, ti dico che devi avere questi prerequisiti e tu ti assumi la responsabilità di pensare di avere quei prerequisiti e di seguire tutto un corso in cui io ti do tutte le informazioni possibili, però questo è un corso verticale, invece il, 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 il sistema orizzontale è quello secondo me più affidabile dove però il mondo non sta andando in quella direzione, perché questo è quello che ti obbliga a fare anche cose che tu pensi di sapere. Il motivo per cui la maggior parte dei chitarristi che io conosco magari dicono ah, sono ancora a quel pezzo lì e gli passano gli anni senza che se ne accorgano è perché pensano di poter staccare e di poter saltare e di trovare, come diceva prima Ciro, le scorciatoie. E quindi io dico, se tu costruisci delle fondamenta, perché tu sai che vuoi fare una casa da un piano, perché impari quella canzone, quel blues, quel pezzo, e ti sei fatto un piano, e hai fatto le fondamenta per un piano. Il giorno in cui vuoi costruire il terzo e il quarto piano e suonare jazz, suonare altri generi, non ti basta imparare quel genere. Devi demolire il primo piano per rifare le fondamenta, perché quelle fondamenta non supporteranno tre piani, ne supportano uno, perché hai avuto fondamenta piccole. Non hai fatto il percorso propedeutico comune a tutte le chitarre che sono acustiche, elettriche, che sono... I fondamenti, sapere che quando metti un dito lì, quello, quella nota ha quel suono e rispetto a tutto quello che è un arrangiamento ha quel tipo di sonorità. Quello che diceva anche prima Ciro, che quando fai un Sol dice, vabbè, questo è Sol, beh, ma se Sol, se stai <ride> facendo che tutti sono in La bemolle, quella è la settima maggiore, il, la tua nota è quella che apre tutto. E quindi, eccetera, basta. Sostanzialmente questo qui, il mio progetto, io mi alzo al mattino. Pensando alla didattica, vado a letto pensando alla didattica. Tranne quando magari produco un brano, allora sono concentrato lì. Però eh, la didattica insieme alla eco, al pensare alle chitarre eco, sono i miei pensieri con cui di solito mi sveglio e mi addormento. Bene, grazie, Max. <ride> Adesso facciamo Ciro, dai, che lo vedo bene, be lo vedo bene con ottima connessione. <ride> <ride> Com'è il tuo approccio, allora, no. Ciro, a questo mondo? E poi fai uno spoiler. Diciamo, intanto, com'è il tuo progetto generale sì. di didattica in, eh, per, il, per i tuoi studenti? E poi fai lo spoiler di, qual, di questa sì. cosa figa. Allora, diciamo che la, il mio approccio didattico fino ad adesso è stato sempre eh, tendente, diciamo, da intermedio ad, ad avanzato. Ma per un semplice motivo, perché eh, diciamo, è una cosa che stimola a me in primis. Per me avere un ragazzo che sta più avanti stimola me ad andare ancora più avanti perché diciamo un'esperienza che mi è successa una volta con un insegnante era arrivare al punto per me da allievo di fare una domanda e non, avere, non ricevere risposta dall'altro lato che è una cosa secondo me brutta perché è la perdita di credibilità poi da, da parte del rapporto no, studente maestro tu fai una domanda e il maestro dice no questa mi spiace non la so magari ne fai un'altra no questa cosa ok. Ovviamente si perde un po' no? quella stima. E quindi diciamo, questa cosa mi è servita a mia volta per cercare di pensare sempre avanti. Ok, mo adesso so, so bene tutto quello che ti voglio far vedere, ma mai si deve verificare la cosa o comunque ci provo, senso capito, a stimolarmi ad andare sempre avanti. Quindi diciamo, ho sempre curato più il livello più medio-alto degli allievi. In realtà negli ultimi anni anche forse... Vedendo alcuni esempi anche come Massimo, come Donato, ma come anche altri devo dire che mi hanno anche indirizzato verso, diciamo, invece a creare un discorso un po' più propeteutico, anche un po' più iniziale. E quindi, diciamo, forse il progetto di cui infatti vorrei parlare adesso, diciamo, anche un po' rappresenta anche questa cosa qua. Perché diciamo sto creando anche io un progetto, diciamo, di un sito eh, con l'aiuto di Thomas, che lui devo ovviamente. Super esperto di una serie di materie che, di cui io, diciamo, sono un praticone, ma non sono certo un esperto, e quindi, diciamo, lo, so, lo vorrei diventare. Quindi, diciamo, sto unendo un po' le due cose. Però in questo sito, diciamo, didattico che sto creando, in realtà, stiamo via via creando, diciamo, sia propedeutica, ma per il momento, diciamo, sto creando più, più che altro di una serie di, di contenuti che Sono interessanti come dicevo sempre per me, in primis perché sono da stimolo per quello che faccio e che voglio fare e poi ovviamente per la didattica. Per esempio, una cosa che sto curando molto, che è una cosa che c'è poco in giro e che mi piace tanto, è replicare gli assoli di altri strumenti sulla chitarra. Quindi, che siano ne so, come ho fatto in alcune volte, che ne so, Got Match di Cicoria, per esempio, tutta rifatta con la chitarra. Ho adesso preparato assoli di Michael Breaker, Petrucciani, Diana Crawl, McCoy Tanner... Robert Glasper, Jacob Coller quindi roba tosta però in primis questa è una sfida per me e poi la uso ovviamente per fare didattica e quindi oltre a questo però il discorso di ritornare anche un po' alle basi per offrire anche un'altra fascia però su quello ci sto ancora lavorando per il momento sento ancora più vicino a me questa parte un po' più avanzata perché è quello che studio io magari regolarmente poi cerco di farlo mio il più possibile per offrirlo poi magari al al pubblico che mi deciderà di seguirmi insomma, in questa pazzia in questa nuova avventura <ride> esatto. intanto ci vediamo sabato bravo e, ah, tutto e, preparagli, questo... e preparagli da mangiare bene no ma su questo lì lo sa che sta coperto anni luce avanti proprio <ride> non questo non c'è problema no per questa cosa qua tra l'altro del sito che siamo, a cui lavoreremo poi insieme io ho sfondato pure lo studio che avevo qui qua dietro al divano avevo una parete con la regia ripresa che ho buttato a terra e adesso un'unica sala di 60 metri quadrati dove ci potremmo sbizzarrire e questa cosa un po' mi spaventa perché sbizzarrirsi poi significa <ride> andare un po' al manicomio. Perché Thomas, da quando l'ho conosciuto e mia, siamo entrati, in questa stata qua già, mi ha fatto spendere un bel po' di soldi, <ride> quindi per il momento siamo in rosso. <ride> 60 metri quadri è una bella metratura, eh? Farai delle robe sì, sì, meravigliose, sì, sì. Eh, Spero di, sì, spero di sì. sì. Perché, diciamo, volendo fare questo, questo progetto, scusa, di questa aneddota perché mi fa sempre ridere. No? Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma tu che lavoro fai? Io faccio spendere i soldi alla gente. È esatto. vero, è vero, cazzo. <ride> Namofate. un plugin. <ride> devono fare lo Spendizer. <ride> Lo spendai. Cioè. E quindi, praticamente lui voleva allestire questa cosa lì. Però, per fare una produzione permanente, serve un allestimento video permanente. Poi ecco, Max lo sa meglio di tutti, l'abbiamo visto in una puntata, in una diretta insieme con lui qualche settimana fa, cioè per fare questo allestimento non puoi stare in un posto che lo usi per altre cose, perché sennò dai in carcio a cavalletto, sposti la luce, fai un, fai un casino. Allora lui ha detto, Ciro, secondo me lì dentro, lui mi ha fatto tutti i video delle stanze insonorizzate che ci aveva a disposizione, ha detto, Ciro, secondo me là non c'entri, cioè non, non ci si può fare sta cosa lì, dobbiamo trovare un altro modo. La cosa incredibile non è stata la mia follia, è stata il la sua follia. È il caterpillar che è arrivato. Era... Ha preso i famosi... i cinesi. i cinesi made in Naples, cioè quelli, quelli che tu li chiami la sera e la mattina dopo stanno a sfasciare e ha tirato giù, vedete quel vuoto che c'è dentro di lui? Lì c'era una parete, c'era il banco dove... La avete visto di tutti di i di video 60 cm di spessore, sì. attenzione. <ride> <ride> Con... Col fatto che io dovevo scendere giù sabato li ha fatti anche lavorare sabato e domenica. Quindi oh. <ride> adesso cioè, adesso vediamo di trovare un bel allestimento. Così presto yeah. vedrete anche le cose fiche del maestro Manna. Yeah. Okay. Bene, intanto, con grande gioia di quelli che vendono telecamere e prodotti, black <ride> magic <ride> eccetera. Esatto. esattamente. esattamente. <ride> vieni a me, Ciro. Vieni Vabbè, esatto. guarda, io, domani. mi arriva la terza camera 4K, quindi so che cosa, cosa vuol dire. Da quello che abbiamo fatto durante quella diretta, a un certo punto ho visto sta telecamera. La 4 k ho visto che os è cambiata e ho detto: no, Bella. Una ho detto, però, due ci vorrebbero. Due, eh, sì. no, eh, Befe, però, a me certo. serve capito? perché diventa sempre quella, diventa un primary. -nice assolutamente sì. adesso anche Donato piano piano si sta facendo influenzare già ci siamo fatti un'oretta al telefono Donato <ride> già bene, il tuo tu. no, no, ha già dato salvat il budget ma già dato c'è cioè, Black Magic che gira dappertutto cioè. <ride> <ride> sì 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 no, vale. ne parliamo vai Donato adesso è il tuo turno allora, beh, raccontaci un po' del tuo progetto allora beh, sostanzialmente io a un certo punto ho sentito la necessità di fare qualcosa di mio fortissimo. fortissimo e grazie ai miei genitori avevo una struttura, io devo dire sono proprio dannatamente fortunato, avevo una struttura già sulla quale poter contare poi dopo invece il resto me lo sono guadagnato tirando giù una parete perché le cose hanno cominciato a prendere piede e, e ho messo su la Rock Guitar Academy fortunatamente con delle persone fondamentali come Cristina, come, come Roberto Fazzari e poi se ne sono aggiunti degli altri che sono, sono fantastici, sono i miei sono parte di me. De dire collaboratori è anche fin troppo poco. E sostanzialmente. Allora, allora, la cosa che caratterizza la Rocket Academy è che quando tu entri, tu non ci credi. È, è bella, Vabbè, ma è, Ciro la conosce. Ciro quando arriva, mi prende in giro perché si trova tre Friedman alte così in triamplificazione. <ride> Maestro, io che ci faccio? qua Hai per Fare lezione. Questa... Esatto. <ride> Esatto, ma no, questa è la dotazione che hanno gli insegnanti, per cui sei in triamplificazione e amplificatori meravigliosi. Ogni studente ha un raccalto così con pedalini perché i suoni sono importanti. La metà del lavoro tu lo fai per i suoni. Anzi, potremmo dire che 40% per i suoni, 30% per la testa, 30% di come suoni. Ci giochiamo queste percentuali qua, no? Ci sono dei lavori dove se ne suono sbagliato è veramente una difficoltà. Allora, noi con questo continuiamo attraverso il programma didattico a far fare diversi suoni. Contemporaneamente, scriviamo i libri. E e li scriviamo grazie al cielo. Io credo di avere un, un editore del quale sono follemente innamorato, professionalmente parlando, che si chiama Volonté. Sono arrivata a Volonté con una storia che un giorno, un giorno, se scriverò un libro, la scriverò perché ha dell'incredibile la maniera in cui sono arrivato a Volonté perché perché è una storia assurda, e, e grazie al cielo noi adesso, se tutto va bene, entro la fine dell'anno sono a 25 libri, di cui alcuni sono tradotti in latino per il mercato eh, latino e sono già in commercio, e in inglese. Spagnolo. In spagnolo, sì e per il mercato spagnolo sì. e, e in inglese il latino per il era latino. per gli studenti del classico, no, ho detto latino, ma sì, sì, era chiaro, sì. no, era ragazzi, caro. Ragazzi, era alto cazzo. livello! Cazzo. No, 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 no io li scrivo in latino. in latino cazzo io per, per il passato 0037 esatto, eh, esatto, per il mercato <ride> latino 0037 Donato Begotti scrive libri in latino, ragazzi. Questa è una perla l'anno scorso. No, due anni fa volontè ci ha fatto anche il premio, adesso le abbiamo superate, però ci ha fatto un riconoscimento di una targa delle 60.000 copie vendute con lui, perché poi io ho cominciato yeah. prima con la BMG, poi adesso siamo andati avanti. E la, la, cosa, la cosa meravigliosa è come Massimo, io vivo la, la sua stessa realtà, cioè io quando mi alzo la mattina, io ho il pensiero della scuola, ho il pensiero di scrivere ho il dolce pensiero di scrivere i libri, mi, alle volte mi sveglio di notte, ah, adesso questa cosa la voglio scrivere così, la voglio fare così, ah, io non, non, per me è una cosa meravigliosa, cioè è, è, è ciò che è parte della mia vita e non riesco ad immaginare una cosa diversa. All'interno di questo la cosa pazzesca è che il lockdown, adesso non voglio offendere nessuno, attenzione, eh, si è trasformato in un'opportunità, lo dico incrociando in le dita perché... Eh, io ho triplicato adesso, per come ricominceremo, le, le, le aule delle lezioni online. Questa è la mia personale e di là c'è il si chiama Topo Secreto. Lì c'è il Topino Secreto. Facciamo lezioni online da dieci anni e c'è quella degli altri ragazzi. Adesso ho aperto la terza perché praticamente abbiamo convertito ogni corso in lezione online. Qualsiasi cosa. Anzi, se Ciro eh, vorrà farà parte di, di questo progetto qua, anzi sarebbe un grande onore. E, yeah, e... E quindi, quindi niente, quindi la, la realtà è che vivo questa, questa realtà dalla mattina alla sera. Ma io ti ripeto: ho messo da parte dopo 24 anni di live. Eh, ho, avevo circa 2400 live sulle spalle. Non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Insomma, vuol dire suonare almeno 10-15 volte al mese per anni 100 comunque... date l'anno. Eh sì, siamo, siamo su quelli lì. Eh, gli Oxa, ne, volta... fa, ne avete fatte una marea con gli Oxa. Con gli Oxa arrivavamo a 29 col doppione alla domenica, tipo montava la strumentazione al pomeriggio e alla sera suonavamo in un altro locale. Eh. È stato un periodo meraviglioso, un periodo nel quale dove le cover era anche molto bello farle, non che adesso non lo sia, sono fuori dal luogo, non lo so. A un certo punto ho deciso, che questa cosa non mi basta, non mi alzavo la mattina felice per come volevo e per fortuna io alle volte ho un carattere che riesce a tagliare Decidere, che nell'etimologia della parola c'è il significato di recidere. Per fortuna, io nei momenti difficili nella vita, fino ad oggi, sempre crociando le dita, pam, un taglionetto e sono partito. E grazie al cielo, non c'è un giorno che mi alzi che non ringrazio. Prima che tu aprissi, se non ricordo male, prima che tu aprissi la tua rock guitar Academy, quando sono venuto da te, che ci siamo trovati dei giorni a studiare insieme, io ho dormito lì. Se non ricordo male, che volevamo fare il disco insieme, che abbiamo fatto quattro brani, uno più bello dell'altro. Se io ce li ho. Ma anche io ogni tanto me, ne, me eh? ne ascolto un paio, sai che ce n'è uno, uno che è una ballad. Che... Certo, la ballad è bella. Allora, attenzione, probabilmente lì suoniamo tutti e due bene. Io non riesco a capire quando sono io e quando sei te, che è una roba pazzesca. Eh, sì, dico, è vero. Io dico, Ci sono chiunque, dei punti, chiunque Anche dei perché avevamo sono... usato la stessa roba, l'avevamo fatta al volo a casa, se non mi ricordo, in studio da te, su. Sì, sì, sì. e avevamo usato lo stesso macchinino non avevamo usato amplificatori sì, sì, sì. era proprio appunti bellissimo bellissimo davvero. bellissimo beh è ora di finirlo sto disco no cazzo sarebbe <ride> meraviglioso eh. abbiamo fatto una roba io di quei quattro bra brani non sono finiti sono rough però sono orgoglioso la ballad era incredibile la balla era incredibile Chissà se ce l'hai cazzo è. mi scende la lacrimuccia <ride> Ah, ma sai cos'è scioccante? Sentire e non capire se sei tuo o Massimo. Allora, tanto cerco, eh? Sì, sì, tu intanto cerca. Senti, Ciro, allora visto che ci siamo, è il tuo turno per l'ultima pillola. Ah, l'ultima pillolina. l'hai vale. ah, detto da milanese, l'hai detto. Uè, <ride> testina. <ride> esatto. <ride> Meraviglia. <ride> sei pronta? Allora, vaiù. Come direbbe invece del donato? <ride> <ride> fantastico, fantastico. Poi, allora. Questa pillolina invece volevo dare un input invece a, a chi invece studia un po' anche cose più gezzarole diciamo. E, e, e diciamo l'input simpatico di farsi guidare nei discorsi solistici dall'armonia. Quindi, se pensiamo a un brano che tutti più o meno conosciamo e che è Sanni. Una cosa eh, bella che può aiutare diciamo, a seguire un solo anche, cioè anche collegandomi al discorso che aveva fatto Massimo all'inizio, del, del solo sugli accordi Sol, Mi minore, eccetera, anche ovviamente per il jazz, ancora di più, eh, bisogna stare molto stretti sull'armonia, soprattutto quando gli accordi eh, ovviamente cambiano velocemente. Quindi per essere efficaci, bisogna seguire bene l'armonia. E eh, una cosa, un esercizio simpatico è quello di. Uh, creare una linea melodica nel passaggio degli accordi che va a salire oppure a scendere eh, oppure usare delle note pedale per esempio in Sunny se partiamo dalla minore con Do al canto, Sol minore il secondo accordo potrei mettere il Re al canto e quindi vado a salire qui col Do se considero la minore melodica direbbe molle quindi a scala alterata di Do posso mettere il re diesis e andare al fa maggiore settima col mi andare al si semi diviso col fa andare al mi settima non a più con la non a più quindi sol e andare eventualmente anche possibile possi considerare questa opzione il la con la settima maggiore minore settima maggiore quindi come se fosse la minore melodica oppure chiudere con la tonica poi sol minore quindi se andiamo a la con la settima maggiore possiamo andare a Sol minore con la nona, eventualmente il Do settima, con Si bemolle. Oppure se andiamo a la minore, quindi con la tonica, eh, diceva ah, si bemolle quindi sul Sol minore, eh, Do settima, quinta più eventualmente col Do al canto. Il Fa maggiore tredicesima con la tredicesima al canto. Il Si semidinuito con la quarta giusta al canto. Eh, il Mi settima, eh, quinta aumentata con la nona bemolle eh, nona minore al canto, e poi eventualmente la minore anche tredicesima, quindi con la sesta maggiore, praticamente la tredicesima maggiore al canto, e da lì puoi andare ancora avanti. Sempre con questa idea. Questa cosa è molto utile sia per eh, sviscerare un po' il discorso accordale tra gli accordi. E imparare anche nuovi voicing perché molte volte capitano delle estensioni anche più interessanti e quindi magari si possono sviscerare nuove posizioni. Um, un'altra cosa è poi imparare a improvvisare seguendo le posizioni accordali, quindi lavorando con le note super efficaci, ovviamente perché uh, raggruppano sono parte degli accordi, però facendole diventare melodiche. Quindi potrei fare e arrivare al fa maggiore settimo però andando attorno quindi con il cromatismo anche di approccio di approcci cromatici torna a fa in questo caso non ha più tada. diventa molto più diventa mirata però la posso comunque ehm, veicolare intanto di un percorso melodico che sale ma che può andare anche a scendere come dicevo quindi può essere comunque creativo questo è, diciamo, è comunque un modo per studiarlo diciamo questo percorso e però per stare comunque sempre sul Sempre sull'armonia. Sull Questo è una, eh, diciamo una, un, lavoro molto simpatico. E lo potete fare su qualsiasi pezzo pure non so, i sciopoli per dire. Si parte a Do diesis minore, fa diesis tredicesima, si, ad nona, ovvero la basso, si, mi. E quindi anche quando andrò a improvvisare. Uh, Quindi mi crea un percorso melodico e diventa molto più eh, focalizzato il solo sull'armonia e molto più facile creare cellule melodiche e percorsi melodici, comunque eh, fatti belli, mirati sull'armonia. E ovviamente questo percorso, ripeto, può essere fatto dappertutto, quindi non ci sono limiti. Mm. Potrei farlo diciamo, in, in 3.000 contesti diversi. Quindi il consiglio che vi do è sviluppare questo discorso, diciamo, della linea melodica che segue gli accordi su, un, su tutti gli standard che vi, viene, vi vengono in mente, insomma, cercare poi di tramutare quelle posizioni in cellule melodiche, in, persu, in percorsi melodici per creare poi un discorso poi solista interessante che però segue l'armonia. Questa è una piccola filoletta. Grande, forse era la pillola da fare forse un po' più nella fase iniziale. No, no, ma bellissimo. Mi ricorda benissimo il libro didattico di Ron che era chord Melody. Ah, Bello, bello, bello quello. Porco lui, poi aveva la settima corda già 30 anni fa, perché voleva il basso sotto, però non era accordato in Siccia, era un'altra accordatura. Fantastico quel libro. Sì, sì, sì. Scusa Ciro, ti devo per forza postare Picassi. questo commento perché per fortuna ero mutato. Ma ho riso mezz'ora. Bravo Ciro, hai spiegato una cosa che non tutti sanno, <ride> <ride> commenti eh. memorabili? Esatto, sì, esatto, sì esatto. questa veramente cioè, le, le tengo forever come dice il yeah. <ride> Forever! Bene. Bene, allora io ho. Una ultima domanda, e poi volevo far fare la pillola a massimo, e poi devo fare e un poi, po' di, spoiler, oh, di, di e Poi andiamo a e letto. poi andiamo a letto, sì, infatti. andiamo a fare so, un Io mi sveglio alle 6:50 in questo momento. Io sono veramente sì, sì. vecchio, ho un sonno. Sì, sì. Domani mattina, <ride> oltretutto, abbiamo i video con Alberto Orecchia per non so che impianto di Yamaha. Cioè, senso, mi devo portare pure tutta sta roba domani. Scusa, la domanda Perfetto. è questa. È molto tutto il buon Marco di Virgilis. Che lui quando smette di, di produrre amplificatori sta qui a vedere le dirette. Quanto è importante per voi che per un chitarrista? Leggere la musica. Vai, Donato. Beh, dipende dal lavoro e dall'obiettivo che ha. Immagino che vai, poi Massimo potrebbe essere ancora più preciso di me. Immagino che se voglia lavorare in orchestra, mamma mia, se importante. Eh, se poi invece vuole farlo come infarinatura generale, certo, secondo me è un pilastro, saper leggere almeno minimamente in modo da poter interpretare uno spartito, conoscere il pensiero degli altri, condividere qualche cosa, anche lento, 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 cioè senza neanche pronti via, un pochettino qualcosa è bello saperlo. Poi diventare una spada per... Allora, adesso qua farò incazzare i tastieristi, io lo so che i tastieristi quando gli dici così <ride> si incazzano come delle iene. Allora, le... nella chitarra il do centrale ha... ha cinque posizioni, per cui crea delle variabili che... Eh, mi... Adesso... Vedrete gli insulti dei tastieristi. Il do centrale nella tastiera è lì. Questo che loro poi hanno delle robe pazzesche da leggere, vedono dei grappoli che a me fa paura. solo. Sì, sì, prova a tenerteli buoni, provaci. Adesso. <ride> ok, provaci. Eh, vabbè. vabbè. Comunque, detto ciò, eh, io credo di dire che la leggere alla chitarra è una cosa abbastanza impegnativa, però secondo me... Esatto. Esatto. Sono cazzi, eh. e so Quando cazzi, leggi sì. Do, dov'è? Esatto. Questo ci dà anche una fortuna, cioè che è difficile imitarci perché noi possiamo far suonare una cosa 4-5 volte diversamente, per questo probabilmente che anche i software ci stanno raggiungendo ora mentre purtroppo i batteristi li hanno già emulati e noi abbiamo il modo di far cantare le cose diversamente a seconda del range che scegliamo. Comunque io dico che se non fai il lavoro da... da da turnista, da orchestra, in un pochettino però leggere devi, un pochino devi farlo. È come dire: non so leggere le parole, sì, sai parlare, ma se io ti do un testo anche in, in 24 ore, poi me lo riesci a leggere. Ecco io quella cosa lì, se uno vuol fare il musicista, lo vorrei. Io penso che, io ho fatto solo due esperienze nelle orchestre, dove in realtà io non ho mai avuto una grande lettura a prima vista ma dove in realtà la chitarra appunto spesso ha delle difficoltà che sono maggiori, a volte certe parti sono più difficili da leggere che da eseguire, molto spesso, vedi le parti con le corde a vuoto, robe del genere. E, secondo me bisogna differenziare avere una buona, le saper leggere la musica o avere una buona lettura a prima vista, sono molto diverse. Secondo me leggere le saper leggere la musica è indispensabile, cioè uno che dice io, soprattutto se poi parliamo di docenti, il docente la musica la deve sapere cioè, e devi saper prendere un appunto. Cioè Io il fatto che, di pensare che devo dare un appunto al mio studente e devo accendere il computer non ce la posso fare. No, È, allora, fai questa cosa qui. Ti posso anche abbonare la tablatura, ma perché la tablatura sotto al pentagramma ti dice la posizione. Eviti di fare il cerchietto col numero della corda e il numero col dito, cioè eh, quello te lo posso abbonare. Eh, però tablatura, magari con la scritta meno. Secondo me saper leggere la musica è, è indispensabile. Leggere la prima vista è un allenamento, direi sì la, la direi breve. Così. Scusa, eh, prima faccio rispondere, Ciro. Eh. C'è la risposta di un tastierista. E leggere sul piano è certamente più semplice che sulla chitarra. Nulla da eccepire. Sei, sei Beh, brava, calcio Luca no? sei, sei, sei galattico perché io ho avuto delle discussioni con dei miei amici che non c'era modo di uscirne. Per no. cui... Poi loro hanno due chiavi, ragazzi. Pensare di leggere trasposto io diventerei matto. Vabbè. Sì, sì, no. Ah. Chiave di basso e <ride> chiave di... Mamma no, no. mia. Ogni strumento ha le sue. Eh. Qualsiasi strumento sì. portato a un certo livello è una vita e alle volte non è sufficiente la vita. Uh -huh. Ciro, yes. tu che ne dici? Visto che a te capita anche tanto di leggere eh sì. e anche sì. tanto a prima vista. Sì, allora eh, diciamo come diceva Massimo, diciamo la, eh, non è importante secondo me eh, anche in questo caso, almeno che non devi fare dei lavori specifici, leggere a prima vista. L'importante è importante saper leggere. Secondo me è impensabile quindi oggi essere... Ignoranti, passami il termine, diciamo, da questo punto di vista. Non esiste, secondo me, oggi essere un musicista e non saper leggere la musica ha una media diciamo, velocità, voglio dire no? di ricezione dei, dei simboli, dei segnali. È ovvio che se tu fai solo musica per te da artista, nel senso, sotto questa formula, magari potresti non averne bisogno, ma anche in quel caso, se io sono un artista e domani chiamo Dennis Chambers alla batteria a registrare un pezzo mio. Magari ok glielo faccio sentire, però per me sarebbe bello professionale entrare in studio e io do la parte... Di basso al bassista, o comunque per grandi linee, o la chart degli accordi con le, con le figurazioni ritmiche scritte sopra, o i riferimenti al batterista. Cioè, secondo me è una cosa comunque sempre bella, indipendentemente che se lavori in orchestra oppure no. Io devi saper leggere una cosa che ti aiuta e ti dà, secondo me, un controllo ancora maggiore perché per me carta canta sempre. cioè quando io, se vedo un pezzo e tu mi dai lo spartito davanti e lo leggo. Io so già metà della roba di questo pezzo, cioè, come se un pezzo che non ho mai sentito, tu mi dai tutta la parte, io me la leggo così a volo, cioè, codifico già la metà di quello che devo sapere a proposito di quel pezzo. Che non riesco a percepire con l'orecchio, che non lo sto sentendo, però di base la melodia un po' canta già dalla carta. Sì, la, prima volta, la prima volta che ascolti un pezzo, ascoltare il pezzo, e avere davanti la char degli accordi con gli Va. anticipi, non gli anticipi, eccetera, il pezzo tu mi hai memorizzato, boom. E appunto, no, infatti, questa è una cosa eh. fortissima. E poi un'altra cosa che alcuni sottovalutano dal punto di vista della lettura è che se io mi abituo a leggere una frase che sia. Il fatto di leggere Do, Re, Mi, La questa cosa qui mi dà controllo della tastiera perché io mi sono andata a leggere là sopra il Do e, ho e so che il Do è qui e me lo vado a ricercare. Per tutte le volte che lo suonerò, io lo memorizzerò sempre di più questo Do. Significa che quando vado a suonare Sanni e devo suonare la terza di del la minore, e so che Do è qui, lo saprò più velocemente ancora. Perché l'ho memorizzato anche grazie alla lettura, o che ce l'ho qui o che ce l'ho qui perché l'ho letto. Perché, un, per esempio, un esercizio di lettura che faccio fare io spesso ai ragazzi è di leggere comunque in più ottave, in più diteggiature. E quindi, questa cosa qua ti fa sviscerare il manico in un modo esagerato. E non è per diventare bravi o super lettori a prima vista, è proprio per conoscere la tastiera sempre di più. La lettura, secondo me, da questo punto di vista, aiuta tantissimo. Io sono totalmente d'accordo con te, tant'è che ci sono molti che sono, mo, molti che sono contrari al sistema CAGED, mentre pensano che sia una scorciatoia, mentre secondo me invece è un sistema di organizzazione della tastiera e basta. I miei manuali, la serie Fingerboard, dove sono, che sono corsi così, io prima ti spiego la, le scale nelle varie posizioni del CAGED, la relazione con gli arpeggi, con gli accordi, eccetera, dopodiché gli esercizi sono questo esercizio e glielo scrivi. Riconosci in che forma è, perché a colpo d'occhio tu devi guardare la parte nell'arco di otto misure, capire se sarai quel Do sarà in prima posizione o se ti servirà più di un La che è la tua massima estensione lì. Tu hai fatto No, Re, mi no. Se dovessi arrivare al La acuto, ci stai in prima posizione, ma se avessi dovuto allora. fare Do, avresti scelto di fare Do al quinto tasto: Do, Re, Mi, La sulla pentatonica per pentatonica. poi andare a prendere il Do in quella posizione. Se io ti metto Do, Re, Mi, La e poi ti metto un Mi accanto sarei andato in posizione di Mi probabilmente. Que sì. Obbligare questo di creare una geografia della tastiera e saper leggere in ogni posizione quel Do, Re, Mi, La no. gest fa gestire al chitarrista anche una consapevolezza di dire taradida, 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 Lo posso fare in tante posizioni e scegli che tra fare Do, Re, Mi, La dove l'hai fatto tu o farlo con il Do al, al decimo tasto del re, Do, Re, Mi, il La, la quinta corda al dodicesimo cazzo, è un altro suono, hai fatto un suono sì. scuro, diceva, lo vorrei più scuro. E eh, basta che ti sposti un set di corde su e la corda si accorcia. È molto figo questo aspetto. Sì, sì, sì. Bene, grazie. Bene. Max, vai, ultima tua pillola e poi. Allora, guardi, in realtà, tutto. la mia pillola era, era quello che ti avevo scritto. Che, secondo me, è, 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 sempre di più, già prima. Quando si, ci si incontrava nei, nei negozi, controllo l'orologio. Quando si incontrava nei negozi di, di, di strumenti, partivano le leggende metropolitane. Adesso sul web è una follia e quindi leggi veramente di, di tutto e di più. E quindi c'erano alcune cose che io, io, su cui io non è che ho la risposta. Però che dico, ragazzi, facciamoci meno pippe. Cioè io incontro, incontro gente a volte in qualche gruppo di Facebook, adesso meno i gruppi di Facebook vanno meno, ma dove gente che. Non ho idea di che tipo di background abbia, ma hanno così tante certezze nella, nella vita musicale che io, che non ho io, che le faccio. A parte che l'altro giorno uno mi ha scritto, ho fatto la, un pezzo di com'è la canzone Adesso che tocca a me di Vasco e ho fatto vedere come ho registrato quel disco che l'ho fatto io e lui ha scritto no, guarda che non lo fa così io non ho capito ancora chi lo fa, <ride> comunque ero io, e lui è riuscito a dire, lui aveva la certezza che chi ha fatto quel disco non l'ha fatto così, perché io sbagliavo, peccato che l'ho fatto io, però lui comunque aveva ragione, va bene, da qui partiamo che il web ha creato questi mostri di certezze, quindi tutti quelli che dicono ah, se vuoi il suono grosso devi avere le corde grosse, vorrei sapere quanti di quelli che hanno provato, chi dicono che le corde grosse fanno il suono grosso hanno mai provato a registrare in un modo molto specifico perché io sono eh, ossessivo compulsivo. Significa prendere una chitarra, segnare sulla chitarra, sul battipenna, dove colpirai col plettro e fai una serie di parti registrate con la chitarra perfettamente settata con le corde 009. Poi smonti e fai tutte le parti in griglia, sulla batteria, perfettamente. Dopodiché. Metti le 0.10, risetti la chitarra perché il ponte sarà venuto sullo sistemi, la riregistri e riascolti, dopodiché le smonti, metti le 11 e fare la stessa cosa, sempre con lo stesso plettro, con lo stesso petto, tutto nello stesso punto, stando attento che la chitarra ogni volta sia settata. Io l'ho fatto questo e anche cambiando così le sellette e altre robe e si scoprono cose particolari che non tutte le chitarre, ad esempio, hanno il suono più grosso con la corda più spessa. Molte anche chitarre acustiche spesso suonano meglio invece che con le 12 o le 13. Ah, oh, pensa, Stivere Vogan usava le 13. Ah, oh, le 14. In realtà non sempre le chitarre suonano meglio ed è a volte anche meccanico perché la sollecitazione meccanica che provoca una corda molto, molto tesa a volte invece che vibrare di più inchioda. E quindi io dico, non è così o è cosà, però, santa madonna, facciamoci venire almeno un dubbio. Digitare analogico, profilatore e modeler ah ho sentito un suono faceva che schifo era proprio un suono digitale e, e quello che succede con i, pro, i profiler i, lo, lo dicevo già sei, sei anni fa quando parlavo dei primi camper eccetera è tutto quello che è il digitale non fa miracoli cioè adesso esiste la profilazione vuol dire che tu hai un suono, metti un microfono, lo profili dentro a un camper, al momento è l'unico profilatore, ci sono altri strumenti che fanno un certo tipo di analisi, quindi se dal tuo ampli che hai, hai smesso perché vuoi usare il camper perché suona meglio. Tu profili il tuo ampli. Se prima avevi un suono di merda, hai profilato un suono di merda e te lo porti indietro, però pesa 15 kg di meno. E, e quindi di affidarsi anche a chi fa professionalmente alcune cose. È impossibile pensare che eh, una roba tipo il tuo amplificatore con un 57 che esce e va direttamente nel camper possa suonare bene quanto un profilo fatto con quell'amplificatore, due o tre microfoni che vanno in preamplificatori, che ognuno costa più dell'amplificatore, che vengono miscelati con dei sommatori, eccetera, eccetera. L'altro mito da sfatare, secondo me, è che l'ampli va tenuto a manetta, eh, l'ampli valvole va tenuto a manetta, che non è vero, perché comunque a volte arrendare oltre un certo, oltre un certo volume provoca degli stress al microfono, al cono, all'amplificatore, non sempre suona meglio. Ripeto, non ho la risposta giusta, però almeno facciamoci venire il dubbio e proviamolo, non andiamo sul sentito dire, perché l'unico modo è mettere l'amplificatore a un volume, a un volume, a un volume dall'altra parte. Quello che dice no, guarda, tengo l'amplificatore molto alto, ma ci metto un attenuatore io non ho mai capito questa roba qui l'attenuatore fa lavorare un po' di più l'ampli? sì, ma l'energia che lui scaricherà sul cono e quindi la controreazione che si giocheranno il cono e il finale non ci sarà e quindi anche lì non sappiamo che cos'è ma almeno facciamoci venire il dubbio e gli altri che dicono il suono registrato dall'ampli, guarda a casa avevo un suono della madonna sono andato dal vivo, microfonato non era un granché, anche quando l'ho registrato non era un granché, secondo me il microfono non era nel posto giusto, il fonico non era bravo il, fonico, il suono che noi abbiamo nell'ampli non è quello che noi abbiamo quando stiamo in piedi davanti all'ampli. Noi dobbiamo mettere l'amplificatore, inginocchiarci e mettere l'orecchio al centro del cono e quello è il suono che sentiranno tutti gli altri. Nessun altro tranne noi sentirà il suono di un Marshall, di un Friedman, di quello che vogliamo, di un Brunetti se noi stiamo in piedi, cassa 4x12 sopra la testa, noi davanti che suoniamo il suono ci spara nelle gambe e quel suono lo sentiamo solo noi. Tutti gli altri sentiranno il suono acuto, tagliente, dove verrà messo un close micing, che è il microfono che viene messo vicino al al, all'altoparlante, e genererà questo suono. So come vada messo, eccetera, in questo caso lo so, però facciamoci venire dei dubbi. Ogni tanto assumiamoci una responsabilità dove il risultato pessimo di un, di un qualcosa dipenda da noi e non da qualcun altro. Una cosa che dico quando si parla di suono è se hai un Les Paul, un GCM 800 una cassa Marshall e un, un OD2 della boss e nessuna di queste cose è rotte e hai un suono di merda e colpa tua chiuderei così bene facciamoci venire uno spirito critico La questa, questa qua della, del, del finale è, è un capolavoro è così dai se hai un Marshall un Les Paul una cassa Marshall un GCM docente uno di uno e il suono fa cagare non c'è cioè, storia se, se non sono rotti è colpa tua certo non sì, c'è sì. storia eh? Fantastico. Io penso che sia un po' anche il succo di questa puntata, no? Cioè farsi venire uno spirito critico per quello che vediamo, perché poi è inevitabile che non è che uno può essere preparato a tutte le cose che vede. Però stare attenti alle cazzate, guardate c'è questo trend delle bufale che non è soltanto sulle questioni politiche, sanitarie, calcistiche, cioè ce l'abbiamo anche noi nella musica, lo viviamo tantissimo. C'è in tutto il mondo, ma in Italia siamo al massimo livello di stronzate che si vedono in giro. Ovviamente non è che c'è sempre. Cioè non è che serve il maestrino o il guru che ti dice: ah, questa cosa è una stronzata. No, secondo me quello che ha detto Max adesso è cruciale, cioè farti venire un dubbio, cioè non, che, che, sapere di chi fidarsi, sapere di avere tu uno spirito critico che ti possa mettere in guardia e dire Ok, ho sentito questa cosa, ma sarà vera? È proprio vero che quel, quell'amplificatore sbaraglia la concorrenza sul mercato. Cioè, capito? Secondo me questa certo. cosa è cruciale. Cioè, oggi la in maturità... base a quale, a quale autorità qualcuno può affermare una roba del genere, certo, eh, certo. certo. guarda, io le, ho fatto un post tempo fa sul mio. A facebook dove dicevo la strumentazione che avrei utilizzato per una diretta e suono in 0.9 io no? da una vita poi rincolognonendo a 55 anni 0.9 mi bemolle così almeno meno tensione e a me piace il mio suono a me piace e mi sono arrivati i post eh, dicendo che non esiste che è troppo leggero eccetera e il test che hai fatto tu massimo l'ho fatto anch'io tanto tempo fa con le cassettine io ho fatto il paragone e ho il mio punto di vista che non significa mai che ciò che è è il mio perché poi l'importante è che tu ti trovi bene io come donato come donato non come io so che quando il gain è alto io devo stare sulle 09 per i miei gusti al massimo 010 ma in mi bemolle quando il gain è basso perché perché sennò ingolfa nel mio punto di vista per il mio orecchio non è ciò che è secondo me rimbomba ok dopodiché quando il gain è basso allora io posso alzare il, il la, la grandezza dello spessore delle corde lo dell spessore delle corde quindi 0,10 0,11 di più non posso perché la mia forza non me lo permette una volta me lo potevo permettere ma non lo farei se lavorassi con il gain alto ah, assolutamente non mettere mai ma tu stai st mettendo in campo una cosa che è il dubbio il problema sono le verità assolute certo. cioè quando io che voglio dire di turnelle faccio dal 93 mi capitato di suonare dagli spazi piccoli agli spazi grossi e non ho delle certezze che invece qualcuno che ha suonato alla festa della birra dietro casa, ha delle certezze su quello che io faccio quando faccio quella roba lì. Che dici, ah, perché guarda che quando fanno quei concerti fanno così. Ti dico, guarda, io ho fatto quel concerto lì, non si fa così, però potrebbe capitare, cioè, io ho un dubbio. Cazzo, non avere il dubbio è la mancanza di umiltà. Certo, che ti destabilizza perché ti significa che tu sei così insicuro che dici di non avere un dubbio, ma perché non lo sai? Perché se tu fossi sicuro di ciò che dici, lasceresti che gli altri ti instillassero il dubbio perché tu sei così certo della certo. tua solidità che non ti fa paura un'altra opinione. No, è così. Vabbè, adesso capirò anche quello là che mi ha detto sì, che, sì, che sì. chi ha fatto il pezzo che ho fatto io l'ha fatto diverso, ma quella Però... è stata una perla. Quando ho letto quel commento, <ride> mi sono cappottato, no, mm, non lo fa sonno. così. Che no, fa il mi settima aumentata. Che adesso, se voi due mi dite com'è il mi settima aumentata, io, eh, non so, io non lo so. Io non ce l'avevo. Ciro lo sa. Ciro la ho detto, il mi settima aumentata. Ho detto, Sono guarda, è vero. Io, ho detto, è vero, è mi settima aumentata, cioè è mi, Ma, perché la settima aumentata è re diesis, la aumenta, la mi settima maggiore re diesis, mi E quindi è mi, e quindi va bene. Bah, vabbè, cioè, oltre che cazzare, è anche ignoranti. Ma l'importante è, è il dubbio. cioè Ogni volta che noi cresciamo, è cresciamo quando ci viene un dubbio di poter fare qualcosa di diverso. Se non hai il dubbio, non, non, non provi, e quindi se non provi non trovi niente di nuovo. Certo. Io con, cioè quello che dice Donato, ah io ho le corde 09, Ah me, me immagino, ma allora BBB, ma scusa, ma ti piace quello che sta facendo? Sì, ma te che cacchio te ne frega di che corde usa, ma Steve Revogano usava le 13, ma ho capito, ma te ti piacciono i pezzi? Sì, e se avessi usato le 11 non ti piacerebbero? Cioè qual è la variabile per cui sì. uno con le corde grosse, guarda che suona quella roba lì ha le corde grosse, ma sti cazzi, ma mica glielo ho detto io di mettersi le corde grosse, per me se le poteva <ride> mettere pure piccole. Se pensi ad altri <ride> suoni giganti della storia della chitarra, mi viene in mente Malmsteen che usa le 08... 36, 32, no, scusami. Ho fatto un concerto dove sullo sì. stesso palco ho avuto l'onore di suonare con il chitarrista dell'Easy Top. Ok, ah, cazzo. lui no, suona sì, Billy Gibbons 08. Billy saluto. Gibbons, no, 07, manco ah, sapevo che vero, esistessero. Usa sì, le 07, un plettro piccolissimo. È arrivato sul palco, non aveva fatto neanche il soundcheck. Ha guardato il Marshall, ha fatto così. Era il suono di Billy Gibson. Cazzo, ho spostato S, ho fatto la, la Perché aveva una Gibson. La corda è un, è un dettaglio, ma io dico: se la corda più grossa ti fa fare più fatica a suonare, suonerai peggio. Quindi vale. il suono è peggio. Fine. Tu ti trovi bene con le 09 e eh, suona con le 09. Ti trovi meglio con le 10. Suona con le 10, basta che suoni bene se sì, suoni male sì, sì. per me puoi averci pure le 07 eh, però se suoni male su è arrivato anche un altro bel commento proprio del, del vero poeta Marco De Biasi ci avete donato una diretta al eh. massimo una vera manna dal cielo eh, grazie Una <ride> <granbe, ride> eh, bella perla bene cari allora io volevo segnalare poi a tutti i nostri amici che a parte che è l'une 10, ragazzi, ci Ma scusa, uno mi ha appena scritto si, in... mi ha scritto: si è interrotta la diretta? Perché mi ha scritto un mio amico? No, forse c'è un problema di connessione. Qui è tutto a posto. A ah. me mi hanno scritto che la Sì, di diciamo che tanti dei problemi di base arrivano anche da. magari uno ha un po' di latenza a casa, basta aggiornare la pagina e funziona. Quindi non stare tranquilli. E volevo dire che ci stanno ancora 450 persone, però direi che andiamo a letto che è l'une e 10, però ecco. Insomma, volevo dire grazie. questa cosa importante che. Eh, tutti e tre, sia Massimo, sia Ciro, sia Donato, hanno i loro canali YouTube diciamo come ca movimenti centrali della loro produzione digitale for free. Diciamo così. Quindi vi invito veramente con, con tutto il cuore, con la massima stima che io ho di loro, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto perché arrivano contenuti di questo livello. Anzi, molto meglio perché <ride> ci sta più spazio personale proprio per quello che ci hanno da raccontare. Ed è molto importante, cioè, perché essere collegati a, un, a dei riferimenti come loro per quello che riguarda il mondo chitarristico vi permette di avere del materiale con questo approccio mentale, anche di integrità, della quale abbiamo parlato per tutta la diretta, senza darvi la verità assoluta. Ecco, quindi, secondo me è un'ottima opportunità. YouTube, scrivete Ciro Man, scrivete Massimo Varini, scrivete Donato Becotti, li trovate al primo colpo e poi. Ancora vi, vi rinnovo l'invito di, di questo spostamento che, staremo, che stiamo facendo su questa piattaforma, si chiama Twitch, che faceremo, dove faremo le dirette solo lì e su YouTube, probabilmente Facebook le escluderemo presto. Il canale, da, per poter seguire, basta mettere un cuoricino col follow, l'account ci cioè vogliono 10 secondi, è twitch.tv slash musicofcommunity. Se mettete un follow sono molto contento, mi fa piacere perché questo è il livello di contenuti che vogliamo darvi anche nei prossimi mesi. Detto questo, eh, io direi, ragazzi: grazie che ho fatto mal tardi. Grazie, <ride> grazie, grazie, grazie a voi, grazie Ciro, grazie Massimo. Buonasera Thomas. Grazie a voi a tutti, e anche a Questa tutti va va quelli collegati. Che ho visto, sono ancora eh, tanti. Fantastico. Sì, 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 437 persone collegate a lui. Comunque, 10. dobbiamo ancora risolvere perché Ciro da un'ora è bellissimo. Cioè praticamente da un'ora non ha una difficoltà di connessione. Non... Ah, sai perché, secondo me, perché quelli che mostra... sono attaccati nella loro sua zona non guardano più Netflix, non guardano più. Esatto. Dormire, ma non so, guardano ho più ho aumentato, ho aumentato la, ancora di più la definizione: ho passato 7,20, eh, ragazzi. Ui, in questo momento. Sì, sì, ragazzi, sì, se tenete botte finale. fino alle 2 vedete un 1080p di Cirmanna che fa paura, <ride> No, ma mi vedete su quel divano che sta... No, ragazzi, ah, grazie mia. mille. Grazie. Okay, io ovviamente dopo tante volte ci vediamo sulle dirette. Io non vedo l'ora di rivedere Ciro sabato che so quattro mesi che non ci vediamo e spero prestissimo di vedere pure Massimo e Donato. Mozzarelle così, guarda. Eh. Così. Eh. Sì, e tirate giù un Adamur. Bene, grazie a tutti voi che siete ragazzi, stati con notte. noi questa sera, è stata veramente bella. Anche tantissimi commenti. Anzi, vi invito a voi tre a rivedervela un attimo perché ovviamente il flusso della discussione è andato parallelo su tutta la diretta di, di questa fianco. sera. Ovviamente è impossibile sì, portare tutti i commenti in diretta, che tenete faremo le 24 ore. Prima o po' la faremo. Yeah. Eh. <ride> e vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Venerdì sera scusate oggi è martedì sì, pur io sono un po' stanco venerdì sera venerdì 17 alle 21 facciamo una nuova live con Matteo Mancuso un altro yeah, chitarrista come... bravissimo siamo con lui sentiamo un po' di storia facciamo suonare sarà una bella serata ci vediamo venerdì ragazzi buonanotte vi lascio con ringraziamenti voi rimanete qua che vedo il saluto grazie. finale ciao ci vediamo alla prossima ciao. diretta ciao buonanotte ciao buonanotte.